Penso che possiamo iniziare, quindi vi prego di, vi prego di prendere posto. Eh, il tema di questo convegno direi che eh, nel sottotitolo non poteva essere più indovinato, concordato preventivo, frammenti di, di disciplina. Eh, qui dobbiamo tenere conto di una serie di... Eh, Elementi eh, normativi e giurisprudenziali eh, recenti, è giusto quindi parlare di frammenti di disciplina. È chiaro anche che del concordato preventivo difficilmente in una mezza giornata possono essere compiutamente esaminati tutte le tematiche, tutti i problemi che, eh, che l'istituto pone, soprattutto anche, e anche in relazione al fatto che eh, questa disciplina viene. Ritoccata eh, continuamente dal legislatore e veramente ci auguriamo che ad un certo punto si possa lavorare su un, un materiale definitivo. Eh, si, usa, si usa dire che nel nostro ordinamento non c'è nulla di più definitivo di ciò che dovrebbe essere provvisorio, eh, ma qui nel settore della patologia delle imprese invece può affermarsi esattamente il contrario nulla è più provvisorio di ciò che dovrebbe essere definitivo. Basti pensare alle importanti novità legislative intervenute col, prima con il decreto legge numero 78 del 2010, convertito con la legge numero 122 del 2010. E qui certamente importanti sono le disposizioni di cui ci occuperemo anche oggi, eh, introdotte con l'articolo 48, eh, 48 del decreto legge che ha dato vita all'articolo 182 eh, quater che sarà oggetto della relazione del professor Antonio Rossi. Per arrivare poi al decreto legge 6 luglio 2011 numero 98 <coughs> convertito in legge con modificazioni eh, il 15 luglio 2011 numero 111, almeno per quel che riguarda eh, la diversa collocazione eh, di alcuni eh, crediti fiscali, anche, e qui naturalmente si pongono problemi non indifferenti, con riferimento alle procedure in corso. Ma direi che ancora più decisivi in questi ultimi tempi sono stati gli interventi della Corte di Cassazione nell'arco del 2010 e nell'arco del 2011. Io vorrei limitarmi qui semplicemente a segnalare quelle che eh, a mio avviso sono veramente le decisioni più importanti perché sono destinate ad orientare eh, gli operatori del diritto, i professionisti, i giudici e anche tutti gli studiosi in generale della materia fallimentare. La prima sentenza, la prima decisione importante è stata quella, la numero 18.437 dell'agosto del 2010, con riferimento alla consecuzione delle procedure concorsuali, in cui sono eh, contenuti passi, a mio avviso, estremamente importanti sulla stessa nozione di insolvenza, che è di insolvenza riferita al concordato preventivo e di, crisi, di stato di crisi d'impresa, quindi che è il presupposto oggettivo del concordato preventivo, dove mi pare si possa... Mi pare che venga affermato sostanzialmente una, una, sorta, affermato una sorta di similitudine tra, eh, lo stato, tra la nozione di stato di crisi e la, nozione di, la vecchia nozione di temporanea difficoltà di adempimento del della, della pres, quale presupposto oggettivo dell'abrogata procedura di amministrazione controllata. Eh, oltre alla riaffermazione del principio di consecuzione su cui tra l'altro eh, dibattemmo qui, forse alcuni di voi lo ricorderanno, eh, insieme al professor Vincenzo Calandra Buonaura e al professor Sido Bonfatti e eh, anche con una certa divergenza di opinioni fra, soprattutto fra, fra, fra me e, eh, e il professor Sido Bonfatti su questo punto poi eh, è seguita l'altra fondamentale sentenza di cui certamente ci parleranno oggi eh, alcuni dei relatori la numero 21.860 dell'ottobre del 2010, eh, sentenza con cui la Corte di Cassazione ha voluto in qualche modo definire con precisione i limiti dei poteri di controllo, di intervento di controllo del Tribunale in sede di ammissione, ma non solo in sede di ammissione, in realtà anche in sede di eh, omologazione, eh, ritenendo sostanzialmente che, nel, che il Tribunale non possa compiere un giudizio di fattibilità della proposta concordataria. Eh, ma ehm, possa semplicemente controllare la congruità e la, la coerenza del, dei criteri, dei metodi, dei criteri scelti dal professionista attestatore, appunto con riferimento alla sua relazione, che è, costituisce un documento fondamentale, certamente, fra quelli che devono essere eh, allegati al piano concordatario e, in generale, più in generale, alla domanda di concordato preventivo. Sia pure, però, con qualche dubbio residuo, devo dire, perché in alcuni passi. Questa sentenza eh, lascia ancora margine a qualche dubbio e anche, che si ripropone poi anche in altre sentenze successive. Eh, con riferimento sempre al all'eventuale controllo di merito, sul merito della proposta da parte del Tribunale, ma in sede di omologazione e nell'ipotesi che venga proposta opposizione. E questo è ancora, secondo me, un problema aperto tra quelli che eh, dovranno essere in qualche modo eh, risolti a livello interpretativo. Eh, ugualmente importante è la sentenza del, del febbraio, la sentenza numero 3586, del febbraio del 1911 in cui viene ripreso, viene ripreso sostanzialmente l'orientamento della precedente sentenza dell'ottobre e eh, la, eh, passando oltre l'ordinanza eh, relativa alla eh, possibilità o meno di sospensione del, eh, dell'istruttore prefalimentari in pendenza di una domanda di concordato preventivo. Eh, passerei invece alla, alla sentenza numero 3274 del 2011, che eh, pur eh, riferita ad un caso eh, a una fattispecie di concordato fallimentare, contiene comunque affermazioni eh, riferite anche al concordato preventivo, per ciò che riguarda sostanzialmente il problema della facoltatività o obbligatorietà della divisione dei creditori in classi, ma eh, ancora più recentemente. <coughs> Lo prima, me lo ricordava prima anche eh, l'amico eh, professor Ronaldino Guidotti, eh, con la sentenza numero 13.817 del, eh, del 2011, la Corte di Cassazione eh, è intervenuta sul, eh, come dire, sul, su, sui problemi relativi al concordato con eh, cessione, eh, concessione dei beni stabilendo in qualche modo la non vincolatività dell'individuazione di una determinata percentuale, la quale quindi nella proposta di concordato preventivo avrebbe soltanto un, eh, come dire, la funzione di in qualche modo orientare i creditori ma su una possibile realizzazione, percentuale di realizzazione dei propri crediti. Anche questo mi sembra estremamente importante anche perché in questa sentenza la Cassazione enuncia alcune... Eh, alcuni principi che io eh, assolutamente eh, condivido, avevo anzi già eh, riaffermato in precedenza, e cioè che nel concordato preventivo concessione di beni in fondo il debitore altro non fa che mettere i suoi beni i poteri di disposizione dei suoi beni ai, ai creditori e quando ha fatto questo è l'obbligo che gli incombe, e quando ha fatto questo in realtà dopo la fase della liquidazione, l'esito della liquidazione sfugge comunque al controllo dello stesso debitore e quindi non sarebbe neanche giusto fargli pagare come dire, il conto laddove poi la liquidazione che non è opera sua ma è opera di liquidatori non dovesse conseguire il risultato previsto. Questa affermazione secondo me è estremamente importante e, darà, e aprirà probabilmente le porte a un... A un, a un come dire all'ingresso di un maggior numero di procedure concordatarie perché la stragrande maggioranza delle, dei concordati preventivi sono proprio concessione dei beni, mi sembra che addirittura si arrivi a percentuali sull'ordine del 95%, mentre sono molto rari i concordati con continuazione dell'attività eh, di impresa, di cui peraltro ci parlerà il professor Onadino Guidotti, e dunque voi capite bene quale importanza può avere una decisione di questo di questo tipo, dato che molto spesso il controllo di merito da parte dei tribunali verteva proprio sulla prevedibilità o meno del raggiungimento di quella data percentuale che il eh, debitore concordatario si proponeva in qualche modo di arrivare alla fine a distribuire ai creditori. E in, questa, in questa sentenza vi sono anche considerazioni eh, molto importanti che si riallacciano alla precedente sentenza dell'ottobre del 2010 con riferimento alla, ai poteri del Tribunale di valutare la fattibilità del concordato o meno nell'ambito del giudizio di revoca del concordato e del giudizio di, di di, di, giudizio di omologazione. E qui sono anche contenute affermazioni importanti per ciò che riguarda l'identificazione di quegli atti di frode che... Eh, eh, pro, condurrebbero per l'articolo 173 potrebbero condurre per l'articolo 173 non solo alla dichiarazione di inammissibilità, quindi alla revoca del concordato eh, preventivo ma anche alla dichiarazione di fallimento come peraltro succede eh, abitualmente in casi di questo tipo e di, di questi problemi ci parlerà eh, il giudice dottor eh, Alessandro Farolfi che eh, naturalmente voi conoscete qui a Modena, conoscete benissimo il, il, il Quadro del, delle sentenze importanti della Cassazione eh, eh, sarebbe finito qui eh, la fino alla settimana scorsa se non fosse che proprio qualche giorno fa, il 4 novembre eh, passato, eh, abbiamo letto sui, eh, sui giornali letto che eh, la Cassazione è intervenuta con due sentenze, la numero. 22.931 e la numero 22.932, su un altro importante problema, molto importante, cioè sulla obbligatorietà o facoltatività della transazione fiscale. Eh, in realtà non è stato affrontato solo questo, questo problema, ma ne sono stati affrontati altri collaterali e eh, purtroppo io non ho potuto trovare ancora il testo di queste, di queste decisioni. Mi devo quindi fidare di ciò che abbiamo potuto leggere sui giornali, ma in sostanza... Che cosa avrebbe detto la Cassazione? La Cassazione avrebbe detto che la transazione fiscale non è un passaggio obbligatorio eh, per il debitore concordatario, il debitore che intende proporre il concordato preventivo. In questo senso, direi che era schierata la stragrande maggioranza della giurisprudenza e, e, e una parte abbastanza consistente, una parte consistente ma insomma, non, non eh, così fortemente schierata della, della, della dottrina. La transazione fiscale non è eh, obbligatoria se eh, può interessare al, eh, al debitore, soprattutto se vuole conseguire gli effetti previsti eh, da, dall'articolo 182-TER, eh, 182 e cioè la, eh, per esempio la, risoluzione delle, la, definitiva, la definitiva risoluzione delle controversie in corso, oltre che il consolidamento della della pretesa fiscale, questi sarebbero i due obiettivi. Ecco. Però se il debitore portare, poi non intende a passare dall'istituto della transazione fiscale va bene lo stesso e a quel punto il fisco verrà trattato come un creditore qualunque. Quindi per esempio se è privilegiato come tra i privilegiati, se è chirografario o tra i chirografari, secondo le percentuali che sono previste o che sono previste per i creditori, per creditamente della stessa natura o secondo le classiche eventualmente il creditore. Avesse deciso di, eh, di, eh, di proporre. Eh, è anche vero, però, che eh, la, queste sentenze della Cassazione sembrano invece poi dare ragione al, eh, al fisco sotto un altro profilo, cioè su, su, sul fatto che invece i crediti per IVA, eh, i crediti del fisco per l'IVA, invece dovrebbero essere pagati al 100% integralmente. Ecco, questa disposizione. Naturalmente sappiamo tutti che eh, il motivo eh, di questa mh, priorità deriva dalla natura stessa di eh, come dire, mh, imposta europea. Vorrei dire. Quindi ci, ci, il, nostro, il legislatore avrebbe qui le mani legate dalla normativa europea, che è immediatamente applicabile. Fra Però questo indubbiamente va un po' a scardinare l'ordine dei privilegi. Perché il privilegio per, credito, per creditiva mi sembra che sia collocato eh, al diciottesimo o diciannovesimo posto nell'ambito del codice civile, mentre qui addirittura passerebbe improvvisamente al primo posto perché pagarlo integralmente significa che va pagato addirittura se dobbiamo eh, come dire, eh, arrivare fino alle conseguenze più estreme, addirittura prima dei crediti di lavoro, e quindi quasi sullo stesso piano dei crediti prededucibili. Ecco. E, e, e questo mi sembra abbastanza eh, sconvolgente sul, eh, come dire, sulla struttura del, dell'ordine dei, eh, dell dei privilegi ma anche delle motivazioni che stanno alla base della suddivisione diciamo, delle varie, dei vari gradi di, di eh, privilegio. Ecco come vedete, e quindi qui eh, naturalmente io mh, mi fermo perché eh, la mia voleva essere solo una brevissima introduzione, Qui vedete come, e ritorno all'affermazione che ho fatto all'inizio, come davvero si possa parlare in questo momento e sia opportuno parlare di frammenti di disciplina, non solo perché non si possano affrontare tutti gli argomenti ma anche perché è opportuno cercare di mettere a fuoco quelle che sono le novità normative e le più recenti novità normative ma anche le più recenti interpretazioni giurisprudenziali soprattutto da parte della Corte di Cassazione alla quale, nel bene, con le quali si può concordare o dalle quali si può dissentire sul piano scientifico, però alle quali invece poi i giudici dovranno naturalmente adeguarsi. E resta da vedere naturalmente se poi la Cassazione, la stessa Cassazione, manterrà anche nelle, negli anni, nei mesi futuri, negli anni futuri, medesimi orientamenti, poiché siamo, abituati, siamo stati abituati anche a questo, di vedere spesso a distanza, neanche di tanto tempo, vedere decisioni contrastanti fino a quando non non intervengono le sezioni unite. Però recentemente su alcuni problemi anche estremamente interessanti, importanti in materia fallimentare, si è visto che eh, ci sono sezioni della Corte di Cassazione che vanno anche contro decisioni anche recenti delle stesse sezioni unite, per cui poi il principio della nomofilachia, non so fino a quale punto possa questa funzione di nomofilachia, fino a quale punto possa essere correttamente eh, adempiuta dalla Corte di Cassazione. Detto questo, io passo subito la parola eh, al professor Antonio eh, Rossi, il quale ci parlerà dei finanziamenti dell'impresa in crisi nell'articolo 182 quater della legge fallimentare. Grazie professore e grazie anche per l'invito a relazionare in questa magnifica sede. Il tema che mi è stato assegnato è un tema eh, tutto sommato ottimista, quello dei finanziatori e dei finanziamenti delle imprese in crisi perché intanto l'impresa in crisi si trova, i finanziamenti e le imprese in crisi già sono merce più rara oggi. E poi singolare eh, che ehm, i temi della giornata siano equamente distribuiti tra i professionisti che credono a quel 5% di ipotesi di concordato conservativa, con finanziatori di imprese in crisi e via discorrendo, cioè un concordato non di cessione brutale dei beni, e, e i magistrati che invece tagliano le gambe con risoluzione, annullamento e revoca di concordati. Probabilmente diciamo, la ragione sta più eh, dall'altra parte. È certo che, come anticipava il professor Censoni, parlare di concordati di risanamento, che quindi meritano un finanziamento, che consentono la conservazione delle imprese in crisi, vuol dire parlare di fattispecie tutto sommato marginali dal punto di vista quantitativo. Non possiamo nasconderci però che il legislatore, introducendo la nuova disciplina del concordato preventivo, pensava quantomeno sicuramente a soluzioni più elastiche, d'uttili, eh, anche ad una maggiore fantasia degli operatori rispetto a ciò che è stato sino ad oggi manifestato. Eh, la norma ehm, sulla quale intendo brevemente intrattenervi. Ehm, L'articolo 182 quater della legge fallimentare di recente introduzione è una norma che effettivamente si presta ad essere utilizzata, ad operare in ragione di concordati che eh, non si limitino alla mera cessione dei beni. Qui la prededuzione che viene riconosciuta, vedremo a quali eh, soggetti beneficiari di questo eh, benefit. È sicuramente un incentivo al finanziamento, è riconosciuto affinché i finanziatori istituzionali con maggiore larghezza si prestino ad erogare il credito a favore di imprese in crisi. È un incentivo che viene riconosciuto a favore del concorato preventivo, a favore dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di quell'articolo 182 bis della legge fallimentare. Resta in disparte il piano attestato di risanamento di quell'articolo 67 che oggi è sempre più una Cenerentola di questi eh, accordi di composizione negoziata dell'insolvenza, che non solo non consente a eh, coloro che in qualche modo partecipano al piano attestato di fruire della prededuzione, ma eh, neppure consente all'imprenditore di fruire di quell'ombrellone concordato preventivo, ombrellino preventivo successivo di quell'articolo 182 bis in relazione alle possibili aggressioni da parte dei creditori dell'impresa. E quindi resta un po' sullo sfondo. È singolare anche, vedremo che questo può dare dei problemi ehm, di tenuta dell'impianto che il beneficio della prededuzione si è riconosciuto soltanto ad alcuni finanziatori, non a, a chiunque eh, si presti a finanziare un'impresa in crisi, a finanziatori diciamo qualificati, banche, intermediari finanziari, soci della società, non a qualunque altro diverso finanziatore. Forse c'è una ragione. Probabilmente già ora si può affermare che il comune denominatore di questi soggetti sta nella elevata capacità di monitoraggio della capacità di rimborso dell'imprenditore finanziato, le banche intermediari finanziari istituzionalmente sono attrezzati per valutare il merito creditizio dei soggetti affidati, i soci sono insider dell'impresa e quindi eh, naturalmente sono idoni ad acquisire informazioni qualificate. Qual è la disciplina eh, dell'articolo 182 quater che riguarda i finanziamenti? C'è una parte che riguarda anche i crediti dei professionisti di cui evidentemente non mi occuperò. Innanzitutto la norma copre i cosiddetti finanziamenti ponte, ovvero quei finanziamenti che dovrebbero essere erogati prima dell'accesso dell'imprenditore alla procedura e mi rimetterò soltanto ad esaminare la procedura di concordato preventivo e come dice la norma ehm, la norma è il secondo comma dell'articolo 182 quater finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo questi finanziamenti sono parificati meglio i crediti deri che derivano dai finanziamenti sono parificati ai prededucibili ehm, si sono già spesi i fiumi d'inchiostro sulla eh, distinzione tra crediti prededucibili e crediti parificati e prededucibili e non mi sembra si sia ancora arrivati ad una soluzione convincente del perché di questa differenza. Io chiaramente non sono in grado di darvi una spiegazione del perché, da una parte, si parli di crediti parificati e prededucibili e dall'altra parte di crediti prededucibili. Alcuni dicono perché sono prededucibili soltanto i crediti che nascono all'interno della procedura, mentre qui il credito deve nascere prima della procedura perché si è attratto dal secondo comma. Ma l'articolo 111 oggi ci pare in generale i crediti prededucibili anche sorti in funzione della procedura, allora questo in funzione potrebbe comunque riguardare crediti anteriori alla procedura. Diciamo, la, eh, la situazione non è chiara, ma è altrettanto, direi, poco rilevante dal punto di vista dell'interpretazione della norma. Alla fine questi crediti sono trattati come i, credi, i crediti prededucibili, anche se non sono crediti prededucibili, il che ritengo eh, è tutto sommato irrilevante. Qual è la condizione affinché i eh, finanziatori ottengano il benefit della prededuzione? Sono diverse condizioni. Innanzitutto... Una condizione soggettiva, quella per cui abbiamo detto eh, i finanziatori devono corrispondere a banche o intermediari finanziari di quell'articolo 106 del testo unico banca. Si deve poi trattare eh, di un credito, e qui eh, riporto la dottrina di Stanghellini, di un credito erogato che mi convince, erogato prima della eh, presentazione della domanda di ammissione nella procedura di concordato, perché solo. A questa condizione eh, rispettiamo il requisito dei, crediti, eh, dei finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di concordato. Quindi si copre un segmento temporale che eh, riguarda soltanto il momento anteriore eh, rispetto alla data del deposito della domanda di concordato. Ehm. Il che significa, peraltro, che la norma, il secondo come dell'articolo 182 quater, non riguarda eventuali finanziamenti deliberati prima del eh, deposito della domanda di concordato, ma erogati successivamente. E il, in questo caso il credito nascerebbe non al momento della deliberazione del finanziamento, ma al momento dell'effettiva erogazione. È inutile concedere un'apertura di credito prima della domanda di concordato, non è l'apertura di credito che genera il credito del finanziatore. Il credito del finanziatore deriva dall'utilizzo della disponibilità concessa con l'apertura di credito. E quindi direi che in questo caso invece ci troviamo in un momento eh, eh, anteriore dal punto di vista dell'erogazione del credito rispetto alla domanda di concordato. Ed Un'apertura di credito anteriore con un utilizzo successivo della disponibilità non potrebbe certo dirsi in funzione della presentazione della domanda di concordato. Quindi la fattispecie interessata dalla norma ritengo sia quella che deriva da un finanziamento erogato prima del deposito della domanda di concordato. Se il finanziamento è deliberato prima e erogato dopo, andrà a finire ritengo nella zona non interessata dall'articolo 182 quattro che è ancora oggi coperta dall'articolo 167 della legge fallimentare. Andiamo tra la data del deposito della domanda di concordato e la data della omologazione del concordato l'articolo 182 quater si interessa del momento anteriore al deposito della domanda e del momento successivo all'omologazione di concordato all'interno dell'ambito della procedura di concordato la disciplina dei finanziamenti e anche la disciplina della prededuzione conseguente ai finanziamenti è ancora oggi ritengo quella posta dall'articolo 167 della legge fallimentare e altra condizione affinché si applichi la norma è ehm, chiaramente che il concordato sia aperto e che il Tribunale, nel momento in cui dispone l'apertura conc del concordato, eh, disponga anche espressamente la prededuzione del credito derivante dal finanziamento erogato in funzione della presentazione della domanda di concordato, ovvero la prededuzione. Non dipende in sé dalla natura del credito, ma dipende da un espresso provvedimento del Tribunale che decide circa l'ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato. E a che livello opera questa prededuzione? Premetto che non mi convince la tesi che oggi inizia a prendere... Ehm, Prendere piede e eh, ad accogliere, a ricevere eh, sempre maggiori consensi, della eh, prededuzione come super privilegio che si pone al di sopra dei privilegi. Ritengo ancora oggi, e questo vedremo è rilevante soprattutto relativamente agli altri crediti prededucibili previsti dall'articolo 182 quater, che la prededuzione sia una regola che riguarda un riparto. Non una qualità del credito. E tuttavia, in relazione ai crediti derivanti dai finanziamenti erogati prima del deposito della domanda di concordato, di cui al secondo comma dell'articolo 182 4, direi che sicuramente la prededuzione opera sia nel fallimento successivo e ritengo non necessariamente consecutivo. L'importante è che quando si va al fallimento dell'imprenditore ci sia ancora il credito di quel finanziatore che evidentemente non è stato soddisfatto, a prescindere dal fatto che il finanziamento successivo si colleghi conseguenzialmente all'insuccesso del precedente concordato. E dicevo sicuramente opera in questo fallimento, ma opera in realtà anche all'interno dello stesso concordato, in questo senso. Se parliamo di un credito che nasce prima del deposito della domanda di concordato, parliamo necessariamente di un credito concorsuale, che quindi dovrebbe ricevere il trattamento assegnato ai creditori dall'articolo 184 legge fallimentare, ovvero dovrebbe subire. La falcidia concordataria se si tratta di un creditore privilegiato. E invece, ritengo che da questo punto di vista la prededuzione operi anche all'interno del concordato perché se ed in quanto il Tribunale riconosca espressamente la prededuzione a questo particolare credito, allora questo particolare credito potrà essere pagato integralmente anche a livello di esecuzione del concordato preventivo. E. Ehm. Quindi diciamo da questo punto di vista eh, la prededuzione significa relativamente a questi crediti disapplicazione sostanzialmente dell'articolo 184 legge fallimentare e d'altronde proprio questa caratteristica della norma giustifica il quinto comma dell'articolo 182.4, ovvero quello per cui ehm, con riferimento ai crediti indicati come secondo i creditori sono esclusi dal voto. Chiaramente se sono ammesso al, eh, al beneficio della prededuzione, qui abbiamo un creditore che non nasce, diciamo in senso tecnico, super privilegiato, ma diventa super privilegiato a seguito del provvedimento del Tribunale e quindi è comunque disinteressato all'esito della votazione, come sono disinteressati all'esito della votazione i creditori privilegiati che devono ottenere il 100% del loro rimborso. E cosa succede invece se il tribunale non riconosce la prededuzione al creditore? Perché, eh, ribadisco, non è una prededuzione dovuta a eh, qualunque creditore che presenti le caratteristiche di cui è secondo come dell'articolo 182.4, ma... Si deve trattare di una prededuzione espressamente riconosciuta dal Tribunale in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Ritengo con un provvedimento che esplica pienamente i suoi effetti nell'accertamento del passivo del fallimento eventualmente successivo, senza che il giudice delegato possa poi rivalutare la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione altrimenti sarebbe quasi una burletta questo, questo provvedimento riconosciuto, eh, previsto e disposto dal tribunale che ammette la procedura di concordato preventivo. Quindi è un provvedimento che fa Stato anche nel fallimento eventualmente successivo. Ma se eh, viene negato eh, il credito come viene trattato? Intanto eh, ritengo che il, eh, la domanda di concordato debba prevedere che, que che, che quel credito deve essere rimborsato integralmente. Ovvero, eh, eh, il piano deve fare i conti con un rimborso integrale del credito e l'attestatore deve attestare che il piano sta in piedi con il rimborso integrale, evidentemente, a prescindere da quello che deciderà poi il Tribunale. Se il Tribunale nega la eh, prededuzione... Si potrà pensare ad una eh, modifica della proposta. Ritengo che non ci sia alternativa alla modifica della proposta se il creditore non viene inserito in una apposita classe. Una classe nella quale si riconosce a questo particolare creditore chirografario il 100% del rimborso. Che se non eh, eh, va in prededuzione perché il Tribunale nega il beneficio, avrà diritto di voto perché non gli si applica l'ultimo comma dell'articolo 182 quater, ma in caso di fallimento non andrà in prededuzione nel successivo fallimento, perché non ha ricevuto il beneficio. Ritengo che tutto sommato sia possibile eh, riconoscere il pagamento del 100% dei creditori concorsuali, fermo chiaramente il pagamento del 100% dei creditori privilegiati. C'è una recente interessante... Provvedimento del Tribunale di Varese che nega la possibilità di riconoscere convenzionalmente la prededuzione a creditori, diciamo strategici, fornitori necessari alla continuazione dell'attività in corso di concordato, ma in questo caso. C'era una sorta di prededuzione volontaria, ritengo che questo non sia possibile. Altra cosa è dire pago un creditore al 100%, poi ci dovrà fare una classe, ci saranno più classi, ci sarà la votazione di tutti i creditori, ci sarà la valutazione di congruità della formazione delle classi da parte dell'autorità giudiziaria, ma ritengo che in questo modo sia possibile, ritengo che quando si tratta di... Inserire in una domanda di concordato un credito di questo tipo lo si possa fare nell'ambito di una classe specificamente organizzata all'interno della domanda stessa. È evidente che ehm, la disciplina è anche interessante, però faccio fatica a pensare che si presti ad una effettiva applicazione. Ovvero, la prededuzione diventa un incentivo al finanziamento nel momento in cui il finanziatore. Quando si mette, eh, è pronto a, eh, diciamo, a sganciare l'euro, riceve la prededuzione. Il finanziatore sgancia l'euro, ma non sa se riceve la prededuzione. Per due motivi. Perché la prededuzione dipende innanzitutto dall'iniziativa dello stesso soggetto finanziato. Ovvero, quel credito deve essere inserito nella domanda di concordato con una sorta di richiesta non del finanziatore, ma del debitore che chiede il concordato di riconoscimento della prededuzione, perché sarà il debitore che spiega nella domanda di concordato che quel credito è stato erogato in funzione della presentazione della domanda, che è caratteristica necessaria affinché il credito abbia la speranza di ricevere la prededuzione. Quindi si tratta di una fiducia che il creditore ha nei confronti dell'imprenditore che riceve il finanziamento. Peraltro non eh, è sicuramente una prestazione coercibile. L'unico modo per eh, diciamo, convincere più che costringere il debitore a riconoscere, a chiedere la prededuzione, in senso tecnico chiedere la prededuzione nella domanda di concordato, è farsi prestare una garanzia collaterale. Nel momento in cui il debitore rilascia una fideiussione, il debitore è interessato al riconoscimento della perdiduzione perché in questo modo il creditore incasserà dal... Eh, chiaramente non è la fideiussione rilasciata dal debitore, immaginiamo l'amministratore della società... Sì, c'era un problema... l'amministratore della società che è il socio, che, accede alla, che chiede di accedere alla domanda di concordato, e al finanziamento rilascia la fideiussione, in questo modo... Eh, diciamo: Alla speranza che il riconoscimento della prededuzione eh, lo tenga indenne dall'escussione della fideiussione. Ma c'è comunque un problema, perché a questo punto eh, il beneficio della prededuzione non è a favore del creditore, ma è a favore del fideiussore, perché il creditore, evidentemente, eh, valuta il merito creditizio non sulla prededuzione sperata, ma sulla fideiussione rilasciata. E quindi, in ogni caso, eh, ritengo che la disciplina, questa disciplina ehm, faccia fatica ad applicarsi, la disciplina della predisposizione relativa ai finanziamenti ponte, anche se sarebbe evidentemente eh, auspicabile che ci fosse la disponibilità a finanziare l'impresa che, eh, che sta per accedere alla procedura di concordato, in un momento in cui corre il rischio di essere aggredita da creditori e ancora non è coperta dall'ombrello dell'articolo 168 legge fallimentare, in questo momento avere un finanziatore che mette a disposizione la liquidità necessaria a soddisfare i creditori più aggressivi, chiaramente potrebbe essere importante se non fondamentale proprio per accedere alla procedura medesi. E... Aperta la procedura di concordato abbiamo detto che mh, i finanziamenti che pur possono essere necessari, specie se parliamo di un concordato non di liquidazione ma un concordato di risanamento, ehm, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 167 legge fallimentare. Solo successivamente all'omologazione, con il caveat che mi accingo ad esporre, entra in gioco il primo com dell'articolo 182 quater che non si riferisce più ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda ma si riferisce ai finanziamenti ai crediti derivanti da finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo è ehm, abbastanza pacifico che si tratti di eh, esecuzione di un concordato preventivo omologato anche se il legislatore eh, non aiuta ehm, attraverso un'interpretazione letterale della norma che parla di esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, allora forse si poteva scrivere omologati piuttosto che omologato, parlare di accordo preventivo di concordato preventivo omologato Diciamo, resta il dubbio che debba essere omologato sull'accordo di ristrutturazione, non anche il concordato preventivo, anche se è un dubbio direi ampiamente superato dagli interpreti che ritengono che la norma si applichi soltanto ai concordati già omologati, all'esecuzione del concordato omologato. E... Qui le condizioni affinché il eh, creditore, il finanziatore, fruisca del beneficio della prededuzione sono condizioni tutto sommato più semplici, anche perché non si richiede l'intervento del tribunale che espressamente nel caso del secondo comma deve riconoscere il beneficio della prededuzione. È sufficiente che il finanziatore sia sempre qualificato nei termini che abbiamo detto, banche, intermediari finanziari e soci. Ehm, nel momento in cui si parla di un eh, finanziamento in esecuzione di concordato, eh, eh, ritengo che il finanziamento debba essere previsto dalla domanda di concordato, che si debba trattare di un finanziamento che si inserisce in un percorso già tracciato e eh, che possa consentire un giudizio successivo di conformità del finanziamento erogato al percorso tracciato nella domanda di concordato, perché altrimenti non si è in grado di stabilire se si tratti o no di un finanziamento in esecuzione del concordato omologato. Qui a differenza dell'altra ipotesi parliamo di un credito non concorsuale, perché... È un credito che eh, risulta dall'erogazione di un finanziamento successiva alla presentazione della domanda di concordato, addirittura eh, successiva all'omologazione del concordato stesso. E questo giustifica perché il quinto comma dell'articolo 182 quater, che appunto riguarda il diritto di voto di questi particolari creditori, non richiami anche il comma primo della norma stessa. Perché un eh, creditore non concorsuale comunque non vota nell'ambito dell'adunanza dei creditori. Si deve trattare in ogni caso, prededuzione o non prededuzione, di un credito che eh, l'imprenditore deve rimborsare integralmente. Un credito che non subisce la faccidia concordataria di quell'articolo 184. Eh, ma a che livello opera ancora una volta la prededuzione? Sicuramente opera nei termini già visti per i finanziamenti di quel secondo comma nel, fa nel fallimento eventualmente successivo al concordato preventivo. Eh, alcuni ritengono che operi anche diciamo. A livello endoconcordatario, anche se ormai diciamo, la procedura si è chiusa con l'omologazione e inizia il momento dell'esecuzione del concordato. E, e, voci autorevoli, penso a Massimo Fabiani, che eh, riconoscono a questa, a questa prededuzione veramente una sorta, eh, una caratteristica quasi di super privilegio. E, dubito, eh, come ho già anticipato, che questa sia una soluzione corretta. Innanzitutto ci sono ragioni, parlare di efficienza a proposito di questa disciplina è sempre un'avventura, eh, parlare di giustizia è quasi peggio, ehm, diciamo eh, economiche eh, che eh, consentono di non riconoscere la prededuzione se non all'interno del fallimento successivo. Eh, innanzitutto qui abbiamo a che fare con... Un finanziamento e questa volta sicuramente nel momento in cui parliamo di ehm, finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato, un finanziamento che ehm, è incentivato dalla prededuzione. Qui la prededuzione non è rimessa alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, la prededuzione dipende dalla conformità della fattispecie al paradigma disegnato dal primo coma dell'articolo 182-4. E quindi effettivamente incentiva il finanziatore istituzionale all'erogazione del credito, ma con il pericolo che alla fine il finanziatore si preste ad erogare il credito non in funzione del merito del soggetto affidato, non in funzione della capacità effettiva del soggetto affidato di rimborsare il proprio debito fisiologicamente ma perché la banca, l'intermediario finanziario, tanto pensa che alla fine, se si va al fallimento, comunque riprende quanto ha erogato. Si tratta quindi di una sorta di finanza drogata dalla norma, con conseguenze che ehm, si riflettono sia eh, sul parco degli altri creditori, i creditori che invece non godono di questo, eh, di questo, questo diciamo benefit, che privilegio è un'altra cosa, diciamo, di questo beneficio riconosciuto dal legislatore. E anche a livello sistemico non fa bene perché eh, il credito non è una risorsa limitata, soprattutto eh, di questi tempi. Il fatto che una banca si presti a derogare 100 nei confronti di un'impresa in crisi o comunque che sta tentando di eseguire un concordato significa che quei 100 probabilmente non li andrà a derogare a favore di un'impresa in bonus. Ovvero c'è il rischio di una sorta di selezione avversa. E quel credito, risorsa limitata, va a beneficio di imprenditori che meritano o non meritano indifferente per la banca che tanto gode della prededuzione. Chi ci rimette non sono soltanto gli altri creditori dell'imprenditore de affidato, affidato perché c'è la prededuzione, ma anche gli altri imprenditori in bonus che quel credito rischiano di non ricevere, perché la banca non ha una risorsa, una capacità di credito illimitata. Quindi c'è anche una conseguenza sistemica che può essere negativa. Ma poi ancora ehm, la norma si presta a eh, creare uno squilibrio finanziario dell'impresa che sta eseguendo il concordato preventivo. Perché la prededuzione non è altro che l'altra la fa faccia della medaglia dell'esonero da revocatori. E Quei eh, soggetti che, in dell'articolo 67, terzo comma lettera E, godono dell'esonero da revocatore relativamente a atti e quindi anche i finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo, ehm, se godono anche della prededuzione, eh, finanziatori istituzionali, si pongono relativamente al pagamento, al rimborso del credito, prima o dopo il fallimento, in una posizione di quasi indifferenza. Se sono sia esonerato dal revocatorio, sia godo della prededuzione, che mi paghino prima in periodo sospetto, tanto non corro il rischio di revocatorio. Che mi paghino dopo il fallimento, ma con la prededuzione, quindi comunque prendo, è tutto sommato indifferente. Altra cosa però è se qualcuno gode soltanto delle zone da revocatorio, sono tutti soggetti che compiono atti in esecuzione di un concordato preventivo. In questo caso. Quei soggetti non sono in una posizione di quasi indifferenza rispetto al rimborso anteriore o al rimborso successivo al fallimento del proprio credito. È chiaro che o incassano subito, godono dalle zone della revocatoria, o dopo andranno nel trattamento concorsuale peraltro appesantito dalla prededuzione dei creditori istituzionali di cui si occupa l'articolo 182.4 che significa che l'impresa che sta eseguendo il suo concordato si trova aggredita sostanzialmente da quei creditori che godono dell'esonero esoner da del revocatorio ma non della prededuzione. C'è un drenaggio del cash flow da parte di questi creditori, si crea uno squilibrio finanziario. Il che eh, ulteriormente conforta il dubbio di irrazionalità della norma, è una norma irrazionale che corre il rischio di essere incostituzionale, qui abbiamo una differenza di trattamento di soggetti, creditori, finanziatori che tutto sommato meriterebbero invece un trattamento uguale, soprattutto perché tutti i creditori in esecuzione, che sono tali in esecuzione di concordato, godono poi delle zone del revocatorie. Allora bisogna trovare la giustificazione di questa disciplina, una giustificazione che restituisca a questa norma una razionalità e anche una parvenza di costituzionalità. E ritengo che questa giustificazione possa ricercarsi proprio nel fatto che i creditori, i finanziatori istituzionali, le banche, gli intermediari finanziari e anche i soci, relativamente ai finanziamenti erogati in esecuzione del concordato, ehm, non godono della prededuzione a prescindere dal fallimento. Eh, immaginiamo che chiusa l'omologazione di un concordato eh, ci sia un'esecuzione individuale sul patrimonio dell'imprenditore, cosa che è possibile, perché 168 chiude l'ombrello una volta che il concordato è omologato. Ebbene, eh, in questo caso io dubito che quel creditore che effettivamente gode della prededuzione, quella banca, quell'intermediario finanziario che ha regato credito in esecuzione del concordato preventivo se. Partecipa a una procedura di esecuzione individuale possa far valere questa sua prededuzione. Se è chirografario, parteciperà con gli altri chirografari e subirà altri privilegiati che intervengono nella procedura di esecuzione individuale. Ovvero la prededuzione non diventa un superprivilegio, opera nel fallimento successivo, se ed in quanto ci sarà un fallimento successivo. E allora questo può cambiare l'atteggiamento di questi creditori che diventa una sorta di cani da guardia dell'esecuzione del concordato preventivo. Perché nel momento in cui io banca, che ho regato credito in esecuzione del concordato, godo della prededuzione solo nel successivo fallimento, starò ben attenta a verificare che il mio debitore mi ripaghi esattamente, integralmente alle scadenze. Perché? Perché appena non mi paga ho la possibilità di chiedere il fallimento e andare a godere della prededuzione. Ed ecco perché si può giustificare il fatto che questo beneficio sia attribuito soltanto a creditori istituzionalmente attrezzati a monitorare la capacità di rimborso del debito da parte dell'imprenditore. Banche, perché lo fanno di mestiere, intermediari finanziari pure, soci, perché sono entrambi nell'impresa. Diciamo che questa qualificata capacità di assunzione delle informazioni giustifica una funzione di monitoraggio dell della corretta, esatta esecuzione, del concordato preventivo che eh, diciamo, l'interesse della quale deriva dalla prededuzione ma nel fallimento successivo di questi creditori, non nell'ambito di un eh, trattamento dei creditori diciamo, a livello di esecuzione individuale o a prescindere da un'esecuzione. Quindi è una preveduzione che comunque rileva soltanto nel fallimento successivo. E ancora 5 minuti, minuti. I soci. Ci sono anche i soci della, eh, della società, nel, in un terzo comma stringatissimo della norma, in cui si dice che in deroga agli articoli 2467. Finanziamento soci nellSRL 2497-5, finanziamento soci nell'ambito del gruppo, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare. La prima impressione è che il legislatore si è in corso in un attacco di schizofrenia perché prima diciamo fisiologicamente eh, riconosce eh, ai soci un trattamento, a finanziamenti dei soci un trattamento deteriore rispetto a qualunque altro creditore, postergato. Postergato vuol dire che prima paghi tutti gli altri e poi inizi a pagare i soci che hanno finanziato la società. Però se si tratta dell'esecuzione di un finanziamento erogato in esecuzione di concordato, allora non solo non sei più postergato, ma addirittura godi del beneficio della prededuzione nell'eventuale fallimento successivo. Non mi sembra una norma ben pensata, anche perché non viene richiamato soltanto il primo comma, non anche il secondo comma. E il secondo comma è quello che invece andrebbe a riconoscere la prededuzione ai finanziamenti ponte. E tutto sommato sarebbe più razionale attendersi dai soci un finanziamento ponte rispetto che da una banca che... Ribadisco, non eroga credito sulla speranza della prededuzione. E invece viene richiamato soltanto il, ehm, il primo comma con questo dubbio che è stato sollevato dalla dottrina mi convince ma eh, lo espongo comunque che l'ultimo comma della norma richiama tra i creditori che non hanno diritto di voto in quanto godono della prededuzione della donanza dei creditori anche i soci eh, di quel terzo comma della norma stessa ma se il finanziamento erogato dai soci è un finanziamento erogato in esecuzione concordato, non ci possiamo porre un problema di diritto di voto perché non è un credito concorsuale. E allora alcuni hanno detto: eh, la norma è mal scritta perché il fatto che si faccia riferimento nel quinto comma anche ai soci che non possono votare. Può convincere della tesi che nel momento in cui il terzo comma richiama il primo comma, non richiama il discorso del credito del finanziamento legato in esecuzione, ma richiama solo la prededucibilità, che mi sembra veramente eh, piuttosto tirata come interpretazione. Comunque, è delle due l'una, o il legislatore si è sbagliato richiamando il terzo comma che non c'entra niente, relativamente, eh, eh, richiamando diciamo, un eh, divieto di voto relativamente a, che comunque, a creditori che comunque non voterebbero mai, oppure ha scritto veramente male la norma perché ha richiamato il primo comma ma senza fare riferimento ai finanziamenti erogati in esecuzione facendo riferimento invece a soltanto alla prededuzione ma allora era più semplice scrivere che godono della, sono considerati prededucibili piuttosto che andare a richiamare il primo com qui diciamo eh, problema evidente di applicazione eh, di interpretazione della norma qual è l'ambito di estensione eh, di questa norma? è vero che si deroga gli articoli 2467 SRL e 2497 quinquies gruppi ma ritengo che anche un finanziamento soci nell'ambito di una società per azioni debba poter godere, se erogato in esecuzione in concordato preventivo, del beneficio della prededuzione. Se vogliamo, con questa differenza, eh, se vogliamo, che si potrebbe immaginare una prededuzione sul 100% anziché sull'80%, come i creditori di SRL come i soci di Assarella che diventano poi creditori della loro società. Perché qui il fatto che la prededuzione riguardi soltanto l'80% vuol dire che abbiamo un 20% del fallimento successivo che è postergato e un 80% che va in prededuzione. Quindi diciamo il credito viene fatto a pezzi e i pezzi stanno agli estremi di un ideale riparto dell'attivo fallimentare. Ancora una volta, e con questo chiudo ritengo che la deroga all'articolo 2467 rilevi soltanto ai fini della prededuzione nel fallimento eventualmente successivo. Ovvero non è una deroga sostanziale alla disciplina dell'articolo 2467. Quindi, se il concordato viene eseguito regolarmente, la società non fallisce e i soci si tengono all'articolo 2467. Sia nel corso di una esecuzione individuale, eh, sia a livello di eh, responsabilità degli amministratori che eventualmente rimborsano, anche se nel momento in cui ricordiamo che la disciplina del 2467, tutto sommato, eh, si articola in tre enunciati normativi: primo, inefficacia dei pagamenti, dei rimborsi anteriori alla eh, dichiarazione di fallimento, che forse è la parte più importante della norma dal punto di vista della disciplina, ma in questo caso, eh, in caso di fallimento successivo, si applica la norma sulla prededuzione e quindi viene comunque sterilizzato l'articolo 2467. Perché? Perché è una norma che diciamo, opera soprattutto... Nel caso di fallimento della società. Nel caso di fallimento della società i creditori riceverebbero comunque, limitatamente all'80%, il beneficio della prededuzione. Vi ringrazio dell'attenzione. Bene, ringrazio il professor Antonio Rossi per questa chiara esposizione dei numerosi problemi eh, sollevati dalla nuova disposizione dell'articolo 182 quader. Eh, soprattutto eh, molto apprezzabile il, i collegamenti che nell'ambito del sistema il professor Antonio Rossi ha voluto fare, attuando anche un, un collegamento fra la norma eh, che esenta eh, la norma dell'articolo 67 della legge fallimentare relativa alle esenzioni dalla revocatoria fallimentare e quella che appunto eh, pone queste eh, nuove fattispecie di di prededuzione eh, io credo che eh, a lato pratico almeno per quella che è l'esperienza professionale eh, a lato pratico il secondo com dell'articolo 182 quater funziona molto poco, proprio perché eh, non si trovano eh, finanziatori, banche intermediari finanziari che siano eh, disposti non solo impegnarsi eh, ad una, a derogare un finanziamento prima dell'apertura eh, della procedura concordataria, ma eh, che siano disposti addirittura a derogare il finanziamento prima dell'apertura della procedura concordataria o quantomeno prima del deposito della domanda, della domanda di eh, concordato preventivo, a meno che eh, non abbiano la garanzia non abbiano delle garanzie collaterali possono essere ipoteche o ma anche come ha ricordato il professor Rossi fideiussioni fidei di, di, di terzi eh, semmai resta eh, da verificare che ne è ma questo più dal punto di vista teorico che pratico, che ne è dei finanziamenti che vengono erogati medio tempore fra la presentazione della domanda di concordato preventivo e l'apertura della procedura concordataria perché l'articolo 182.4 fa riferimento al deposito della domanda di concordato preventivo però l'articolo 167 della legge fallimentare entra in funzione dopo il decreto di apertura per cui resta questa, come dire, questa area di assoluta incertezza della sorte di tutti gli atti che vengono compiuti tra la presentazione della domanda di concordato e il decreto di apertura e forse il legislatore originariamente ipotizzava che questo periodo dovesse essere brevissimo, eh, per la verità eh, non è così e non può essere così, perché anche la valutazione da parte del Tribunale di una domanda di concordato preventivo è operazione che può richiedere anche molto tempo, dipende anche dalla complessità naturalmente della proposta concordataria, dalle dimensioni dell'impresa, dalle dimensioni del passivo e dell'attivo eh, dell'impresa o delle problematiche che pone il progetto concordatario. Che può non consistere soltanto nella cessione dei beni, ma può consistere anche nella ristrutturazione dei debiti attraverso eh, forme di continuazione dell'attività aziendale, attraverso operazioni straordinarie, operazioni societarie, intervento di terzi e quant'altro, ciò di cui ora ci parlerà eh, il eh, professor Landino Guidotti. Eh, quindi eh, questo è tutto da, eh, ancora tutto da, da scoprire e da verificare. Eh. Resta semmai diciamo, da approfondire il, i profili di eh, contrasto fra la disposizione dell'articolo 182 di potenziale contrasto, fra la disposizione dell'articolo 182 quater e l'articolo 111 della legge fallimentare. Perché se non ci fosse l'articolo 182 quater forse sarebbe anche abbastanza agevole ricorrere semplicemente in caso di fallimento, parliamo di prededuzione, al secondo comma dell'articolo 111 eh, che, parla, che a, a, diciamo, eh, attribuisce il requisito della prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione o in occasione di procedure concorsuali. E sicuramente il concordato preventivo è una procedura concorsuale, che se semmai il problema si potrebbe eventualmente porre con riferimento agli accordi di ristrutturazione, dato che è dubbio che si possano definire procedure concorsuali gli accordi di eh, ristrutturazione, anche se un qualche procedimento evidentemente c'è perché eh, occorre un giudizio di omologazione da parte, da parte del Tribunale. E, e qui eh, si, si tratterebbe soprattutto di verificare. Se queste norme, cioè il secondo, il secondo comma dell'articolo 182 quater, ma anche il quarto comma, quello che riguarda i compensi spettanti al professionista qualificato che, che, che attesta, se queste due norme in realtà non vanno a incidere sull'applicabilità del secondo comma dell'articolo 111, ma semmai sulle, sulle particolari modalità di verifica di questi crediti prededucibili nel caso di fallimento consecutivo. Perché indubbiamente, mentre eh, per disposizione generale eh, tutti, i anche, eh, tutti i crediti anche prededucibili devono assoggettarsi poi al procedimento di verifica del passivo, quindi occorre comunque l'insinuazione, quindi occorre comunque un controllo, controllo che può arrivare appunto anche alla esclusione anziché all'ammissione o all'esclusione parziale, ammissione parziale del credito. In questi, per questi crediti invece l'accertamento avverrebbe sostanzialmente prima, nel senso che il Tribunale non potrebbe poi modificare quanto già accettato in qualche modo preventivamente, per esempio nel, eh, nel provvedimento di accoglimento della domanda di emissione al concordato preventivo in cui sostanzialmente eh, attribuisce la qualifica della prededucibilità ai crediti del secondo comma o del quarto comma, ma a quel punto esattamente individuati e anche quantificati. Voglio dire, cioè, che secondo alcuni studiosi qui la, la deroga potrebbe riguardare non tanto il fatto della prededucibilità, che sarebbe già assegnata a questi crediti dal secondo comma dell'articolo 111 dell'articolo 111 della legge fallimentare, ma quanto invece all'accertamento all di questi crediti, sotto il profilo dell'accertamento di questi crediti nel caso di fallimento consecutivo, il che lascerebbe aperta la porta a un altro problema, che è quello della possibilità di considerare prededucibili anche i crediti non solo del professionista attestatore, ma anche dei professionisti avvocati, commercialisti advisor e quanti altri professionisti si occupano della presentazione di una domanda di concordato preventivo. È un problema anche questo di notevole rilevanza perché perché mai il professionista attestatore dovrebbe essere considerato, il credito del professionista attestatore dovrebbe essere considerato prededucibile e quello degli avvocati, commercialisti, advisor e quanti altri ma anche consulenti tecnici o periti che pure come dire collaborano per la presentazione della domanda di concordato preventivo non dovrebbero essere considerati prededucibili in relazione alla disposizione, ripeto, non in negativo dell'articolo 182, quarter, ma in positivo del secondo comma dell'articolo 111 della legge fallimentare. Questa è una domanda alla quale. Anche i giudici eh, come dire, danno risposte contraddittorie, perché alcuni ritengono che questi crediti siano prededucibili, altri invece negano che questi crediti, pochi, mi ricorda, eh, ricorda il professor Rossi, ma eh, altri invece, eh, alcuni lo affermano, altri invece, invece lo, lo, lo negano. Ecco, si tratta, ripeto, anche qui di considerazioni in pillole, se vogliamo, o comunque eh, frammenti, naturalmente, di considerazioni che si possono fare su questi problemi così, così importanti. Eh, il, quanto detto inizialmente dal professor Rossi, e cioè eh, i finanziamenti eh, eh, servono soprattutto non tanto nell'ipotesi di concordato concessione di beni, quanto nell'ipotesi di concordato in cui è prevista la continuazione dell'attività aziendale, apre la porta alla relazione del eh, professor eh, Rolandino Guidotti. Eh, il quale ci parlerà appunto eh, di questo argomento, la continuazione dell'attività di dell impresa, ovviamente nell'ambito del concordato preventivo. Buongiorno, dunque, intanto mi scuso perché in realtà la mia, eh, quello che vi dirò ha pochissimo di scientifico. In realtà quello che vi dirò è che io mi sono immaginato di essere in studio e di dover scegliere come impostare un piano eh, di concordato, quindi c'è pochissimo di scientifico. Vi dirò molte cose elementari. Farò solo un rapidissimo cenno ai compiti del Tribunale sul controllo del piano, perché poi immagino che dei compiti del Tribunale, del controllo del piano, vi parlerà il dottor Farolfi, anche se in sede di revoca, posto che il controllo del piano è in sede di revoca ormai si intreccia col controllo del piano in sede di deposito della domanda e col eh, controllo del piano anche del concordato fallimentare, non parlerò del problema dei dipendenti, dei, di problemi di eh, diritto del lavoro e mi autodenuncerò in certi momenti quando convenzionalmente userò dei termini poco giuridici, proprio perché l'ottica di quello che vi dirò è un'ottica di provare a capire quale sia il piano di concordato migliore da eh, immaginare. Il, la norma di riferimento è l'articolo 160. L'imprenditore che si trova in uno stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla, bia, sulla base di un piano che può prevedere la, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. L'articolo 160 che noi eh, conosciamo oggi Prevede poi una lettera B che attribuisce la possibilità che le attività delle imprese interessate alla procedura di concordato siano prese anche attraverso un meccanismo dell'assuntore. L'obiettivo della restituzione dei debiti e del soddisfacimento dei crediti è quindi perseguibile con qualsiasi tipo di operazione la quale, attraverso la quale può essere raggiunto lo scopo. Eh, la giurisprudenza si sta attestando sul fatto, sul, eh, riten nel ritenere che la valutazione di, di fattibilità del piano compete in via esclusiva ai creditori che la esprimono tramite il voto e si fonda da un lato sulla relazione stimativa del professionista e dall'altro sui rilievi del commissario giudiziale. Alle sentenze di cui vi parlava il professor Censoni, eh, io aggiungerei, forse più per motivi di interesse concreto che per motivi scientifici, il decreto recente del Tribunale di Milano con il quale è stata ammessa la procedura della fondazione, eh, della fondazione San Raffaele del Monte Tabro, perché è un provvedimento in cui, secondo me, si vede evidentemente la difficoltà in cui si è trovato il Tribunale di Milano di fronte a un piano blindato a non poter prendere decisioni perché il Pubblico Ministero aveva, chiesta, aveva sollevato grossissime perplessità rispetto alla, non tanto alla fattibilità, ma al conflitto di interessi, poi vedremo se ne parleremo. E il Tribunale, il Presidente Lamanda, ha detto che, vista la disciplina, lui non poteva farci niente seppur il piano era blindato e addirittura la proposta irrevocabile di acquisto da parte dell'ingegnere Mascalza e di non so chi altro, era stata accettata dalla società prima che fosse depositata la domanda di concordato e quindi in realtà il Tribunale di Milano aveva le mani legate, ha ah, avuto le mani legate. In sintesi quindi si può dire, seguendo gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche se eh, c'è tanta giurisprudenza di merito che non la pensa in questo modo, che né in sede di ammissione, che il Tribunale non può... Dire che fare un giudizio di, di, di fattibilità del piano né in sede di ammissione della procedura né nel corso di un eventuale giudizio di revoca. Qui evidentemente c'è il contrasto tra chi ritiene l'autonomia contrattuale, che l'autonomia contrattuale deve avere la meglio, che invece ha un, continua ad avere una visione pubblicistica del, eh, del concordato preventivo, eh, è una. Eh, sono due teorie che probabilmente non so se riusciranno mai a trovare una sintesi. Il concordato preventivo può avere finalità puramente liquidatorie e come vi diceva il professor Censoni, i concordati preventivi con finalità puramente eh, liquidatorie sono molto sono ormai quasi mh, il 90%, oppure può avere finalità di risanamento. Ecco io. Proseguendo in quello che vi dirò, separerò i concordati preventivi con finalità puramente liquidatorie da concordati preventivi con finalità di risanamento. In realtà le due finalità possono essere perseguite contestualmente, cioè, cioè ci può tranquillamente essere un concordato preventivo che abbia finalità liquidatorie per gli asset non core e un, contestualmente un finalità di risanamento per gli asset core. La, per esempio, il provvedimento del Tribunale di Milano e il concordato preventivo della fondazione il Centro del Centro Fracciarafele del Monte Tabro è proprio costruito così: è un concordato liquidatorio, puramente liquidatorio e con risanamento esterno per le attività che l'ingegnere Mascalza e gli altri investitori ritengono invece ancora profittevoli. Finalità di risanamento. Allora, le finalità di risanamento dell'impresa, a loro volta, io non mi occuperò del concordato puramente liquidatorio, io mi occuperò solo del concordato con finalità di risanamento. Il concordato, le le scusate, la finalità di risanamento dell'impresa, a loro volta, possono essere suddivise in finalità di risanamento diretto o interno e finalità di risanamento indiretto o esterno. Perché io qui mi devo... Eh, autodenunciare, nel senso che io parlo di concordato con finalità di risanamento, però quando parlo di concordato con finalità di risanamento interno, questo è il solo vero concordato con finalità di risanamento. Perché il concordato con finalità di risanamento esterno in realtà come vedremo è un concordato liquidatorio perché c'è l'accessione dell'azienda o dei rami d'azienda a una new o a, un, a una società già esistente esterna, e quindi io lo chiamo o concordato con finalità di risanamento esterno o concordato con finalità di risanamento indiretta. Finalità di risanamento diretto interno. L'operazione prevede il soddisfacimento dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato nei tempi e nelle percentuali previste dal piano. La cosa fondamentale, quello che distingue il concordato Inter di Risanamento interno dal concordato con il risanamento esterno è il fatto che nel concordato di risanamento interno l'impresa è sempre la stessa. E vedremo che è vero che questi concordati sono pochissimi, ma è altrettanto vero che il concordato con, eh, eh, di risanamento interno CREA ha una serie di vantaggi non indifferenti. Invece il concordato con il risanamento indiretto esterno si attua normalmente attraverso l'affitto e la successiva successione dell'azienda o di rami d'azienda e qui l'impresa che esercita l'attività economica è altra e solitamente di nuova costituzione, ma può anche essere una società già operativa. Tra l'altro qui eh, le cose possono anche eh, articolarsi in maniera diversa, cioè pur sempre, è anche ipotizzabile un esercizio provvisorio dell'impresa. Scusate, dell'azienda in capo alla old company, con poi successivo trasferimento dell'azienda stessa. Quindi in realtà i due tipi di concordato possono intrecciarsi di vari modi. Io solo per semplicità espositiva divido in maniera netta le varie ipotesi. Allora, il risanamento interno, il risanamento che, fatto attraverso la stessa società che versa nello stato di crisi. Nel risanamento interno l'azienda non viene trasferita a terzi, proprio perché l'impresa debitrice, una volta che è stata risanata, continua lei stessa l'attività di impresa. In questo tipo di concordato, per esempio, non si pongono i problemi di trasparenza che possono porsi con il risanamento indiretto esterno. Mi riferisco al fatto che nei concordati con risanamento esterno, per esempio, ci sono i problemi di capire... Chi sono i soci della NUCO? Se c'è qualche, qualche problema di trasparenza nei confronti del Tribunale per comprendere chi sia il soggetto che realmente continua l'attività economica. Risanamento: torniamo al il, il risanamento interno, diretto interno del concordato, può essere fatto attraverso le forme più varie: una riduzione dei costi anche tramite la chiusura e la cessione di rami in azienda, un aumento dei flussi di cassa. Moratori dei crediti delle banche o cessione di rami d'azienda, attraverso operazioni di aumento di capitale della stessa società, questi aumenti di capitale devono essere con ogni probabilità delibere sottoposte a condizioni sospensive dell'intervenuto omologa del concordato, l'impresa in questo caso rimane sempre la stessa, oppure forse è ipotizzabile anche una soluzione diversa che a me piace meno e cioè quella di creare un termine di sottoscrizione molto lungo successivo ai tempi prevedibili per l'omologa. Trasformazione anche parziale dei crediti in capitale rischio. L'operazione di risanamento interno può essere fatta anche attraverso operazioni di fusione e di scissione che non sono più impedite in questo caso per le, in, per le società sottoposte a procedure concorsuali che però secondo me creano sempre dei problemi con riferimento sia in tema di, di fusione e in tema di scissione con riferimento alle opposizioni dei creditori. Voi sapete che i creditori insieme a in tema di fusione e di scissione possono fare opposizione all'operazione e paralizzare l'operazione. Quando ci sono di mezzo delle procedure concorsuali, quindi dei tempi molto stretti, le opposizioni di fatto possono paralizzare l'operazione, tant'è che è rarissimo che si facciano delle fusioni precedentemente al deposito di domande perché basta l'opposizione di un creditore che paralizza tutta l'operazione. Quali sono i vantaggi del risanamento diretto interno? Intanto i vantaggi sono quello che... Questo tipo di risanamento non muta l'identità dell'imprenditore. Non mutando l'identità dell'imprenditore c'è una soluzione di continuità con i fornitori e con i clienti e quindi le strutture organizzative e quindi le strutture organizzative Complesse non cambiano, per esempio, sono delle banalità: non cambiano i codici clienti, non cambia la partita IVA, e questo sotto il profilo amministrativo. Quando vengono i nostri studi dicono che eh, sotto il profilo amministrativo per l'imprenditore eh, sono eh, problemi di un qualche tipo. Un altro vantaggio vero del risanamento interno è che non è necessario acquisire in capo all alla NUCO, alla società di nuova costituzione che viene utilizzata nel risanamento esterno, particolari autorizzazioni amministrative. E anche questa è una cosa fondamentale, tant'è che nel cosiddetto all'Italia, quando fecero l'operazione all'Italia, fu necessario prevedere che il trasferimento automatico delle licenze in capo al cessionario dell'azienda, delle autorizzazioni, certificazioni, licenze eccetera, perché sennò no l'operazione all'Italia non si sarebbe mai potuta fare con la costituzione della NUCO in capo con Lannino e Soci, se ci fosse stato bisogno di ottenere presso tutti gli enti i diritti, il, le autorizzazioni per volare eccetera. Ci sono con risanamento vantaggi di risanamento interno meno problemi per la collocazione in prededuzione del finanziamento di cui ci ha parlato il professor Rossi. E col finanziamento, il risanamento interno ha tendenzialmente dei contenimenti di costi di procedura, perché non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziale. Forse la nomina del liquidatore giudiziale non è sempre necessaria neanche con risanamento esterno, però qui sicuramente non lo è. Il secondo modello, invece, risanamento indiretto o esterno. Vi dire, questo in realtà non è un risanamento, questo in realtà è un concordato liquidatorio fatto con una struttura diversa. Io lo chiamo in questo modo per semplicità. Il risanamento indiretto o esterno può essere attuato anche... Con meccanismi che prevedono quali soggetti coinvolti nella NUCO, nella nuova società che esercita l'attività, gli stessi soggetti che come imprenditori individuali o soci della società o amministratori hanno presentato la domanda di concordato o ai quali fa o faceva capo direttamente o indirettamente l'impresa sottoposta alla procedura. Non c'è nella nuova legge fallimentare nulla che impedisca al vecchio imprenditore che deposita la domanda di concordato di proseguire l'attività. Con l'aniuco. È inutile però nascondersi che questo tipo di operazioni di solito insospettiscono. I tribunali, insospettiscono moltissimo i creditori e sotto questo profilo il provvedimento di ammissione al procedura di concordato del Tribunale di Milano sulla Fondazione San Raffaele. È esemplare, perché il Tribunale si vede che gira, intondo, gira intorno, scusate, il conflitto di interessi. dice sì è vero, c'è il conflitto di interessi. sì è vero, sono le stesse persone che erano in consiglio di amministrazione della società che ha depositato il contratto preventivo, sì è vero, sì è vero, sì è vero, però io non so cosa facci. Non trovo una norma, dice a un certo punto dice sì forse queste, queste operazioni andrebbero sanzionate attraverso la disciplina del conflitto di interessi 2391, di fatto il Tribunale scrive... Dieci pagine per dire io però non posso farci niente. Ho sospetto che qui ci sia qualcosa che puzza. Ma lì, magari, in quest'operazione, poi così, anche perché è un'operazione veramente blindata dall'avvocato Francesco Gianni in una maniera incredibile, forse qui qualcosa. Però il tribunale poi prende atto della sua impossibilità di intervenire. Per ragioni di trasparenza, quindi è bene che questo, avvenga, che questo venga fatto in, in modo palese. Non è possibile rinvenire nel sistema della nuova legge fallimentare nulla che, il che vieti il coinvolgimento degli stessi soggetti a cui faceva capo l'impresa che ha depositato la domanda di concordato preventivo. Però altro è il problema dell'abuso dello strumento concordatario. Esempio banalissimo. Non è che l'imprenditore venda in nero tutti gli ass tutte le cose che hanno ancora un valore di mercato e poi dopo depositi la domanda di concordato preventivo, perché in questo caso evidentemente c'è un abuso dell'uso dello strumento, ma, que ma questa è una sanzione diversa dal sospetto che crea il fatto che della Nuco sia socio, magari unico, lo stesso socio unico della società che deposita la domanda di concordato. Siamo su un piano completamente diverso, certe condotte sono sanzionabili eh, attraverso l'abuso. Il divieto anche la violazione della buona fede dello strumento processuale, oppure attraverso le norme penali dell'articolo 236 della legge fallimentare e non so che cosa. Però non direttamente attraverso questa eh, attraverso la, eh, la denuncia del fatto che sia lo stesso imprenditore che ha depositato la domanda di concordato preventivo, che l'imprenditore scusate, che ha depositato la domanda di concordato preventivo, corrisponda con l'imprenditore che al quale fa capo la Niuco. Sotto il profilo pratico, la scelta del concordato di risanamento esterno è la scelta che si deve operare quando l'imprenditore è realmente nuovo, perché il concordato con il risanamento esterno è la miglior garanzia che riusciamo ad ottenere perché la Niuco, la nuova impresa, la società alla quale viene, vedremo, affittata, ceduta l'azienda, possa pro proteggersi dalle passività sopravvenute, latenti e occulte. Di questo tra l'altro abbiamo traccia ormai palese, nella nuova, legge nella nuova legge fallimentare, me l'ha ricordato il professor Rossi, ieri mattina al telefono, perché io ero entrato in crisi, e gli ho telefonato e gli ho detto, scusa Antonio, ma dov'è la norma? Lui mi ha detto, è l'ultimo comma, il quinto comma dell'articolo eh, dell 182, che richiama il 105 della legge fallimentare, che di fatto mette a riparo la NIUCO dalle passività della anche sopravvenute latente e occulte della Old Company. Le modalità di attuazione del risanamento indiretto o esterno. Le modalità di attuazione di questo tipo di risanamento indiretto o esterno Possono essere le più diverse tra loro. Abbiamo visto che lo stesso legislatore nell'articolo 160 dice attraverso qualsiasi forma e poi elenca una serie di forme attraverso la quale, solo esemplificative, attraverso le quale si può fare l'operazione. L'operazione, poi, nello stesso tempo può essere costruita in modo più o meno blindato. Lo scopo che si deve porre è ovviamente quello di trasferire gli asset core, le, le attività, le anime dell'azienda, i rami d'azienda alla NUCO, quelli che hanno, sono ancora profittevoli, che creano ancora, utili, che creano, che vale la pena che siano conservati. Le, gli strumenti attraverso i quali si può fare questa operazione sono infiniti. Io ho provato, guardando un po' di operazioni, a, a farne un elenco. Affitto di azienda da parte dell'impresa in crisi alla NUCO con provvisione di compravendita condizionata all'omologa del concordato. Questa forse è una delle strade più eh, limpide e la compravendita già perfezionata prima del deposito della domanda di concordato condizionata all'omologa del concordato oppure si può immaginare un contratto preliminare di acquisto dell'azienda stipulato anche in questo caso prima del deposito della domanda di del concordato e che subordini la stipulazione del definitivo alla condizione sospensiva dell'omologa ancora un'altra un ipotesi e queste hanno sempre ad oggetto l'azienda. Vedremo che poi si possono immaginare anche operazioni che non abbiano oggetto l'azienda ma abbiano ad oggetto partecipazioni azionarie e dopo lo vedremo. Oppure si può ipotizzare una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, io ho ipotizzato in questo esempio valido fino al termine di scadenza del contratto di affitto o quantomeno fino alla prima scadenza in caso di rinnovo. Con cui l'affittuaria si obbliga irrevocabilmente, ora per allora, ad acquistare l'azienda oggetto del contratto ad un prezzo già convenuto e predeterminato che verrà corrisposto nel momento della cessione definitiva. Oppure eh, ci possono essere altre soluzioni che garantiscono meto il ceto territorio e penso che rispetto a queste soluzioni, il professor Censoni a me pare di aver letto da qualche parte che avesse qualche dubbio sul fatto che si potesse ipotizzare un contratto di affitto di azienda contenente un diritto di opzione o un diritto di predazione da parte dell'acquirente, del conduttore. È, è vero che si lascia il pallino in mano all'acquirente, al conduttore, chiamiamolo come volete, di decidere se esercitare l'opzione, se esercitare la prelazione. A me sembra che però nella nuova disciplina del concordato preventivo, cioè una natura contrattuale che permea, che è imminente in tutta la nuova disciplina del concordato preventivo, non ci sia nulla che impedisca questo tipo di operazione. Altro è il problema di fattibilità, altro è il problema dell'esperto che attesterà se questa è un'operazione credibilmente fattibile o meno. O in sede di opposizione, di eventuale opposizione all'omologazione, il Tribunale scenda nel merito di queste cose. Non mi sembra che, però, ai fini dell'ammissibilità del concordato preventivo, ai, fi ai fini della revoca del concordato preventivo, una previsione di questo tipo possa essere intercettata. Un'altra ipotesi, io sto cercando di andare abbastanza veloce perché devo recuperare il tempo del professor Rossi. Eh, Un'altra ipotesi eh, può eh, prevedere che l'azienda venga conferita con un selezionato monte di passività in un ANUCO. Unipersonale. Ho fatto un esempio perché unipersonale, perché in realtà il socio dell'ANUC in questo momento è la società che ha depositato la domanda di concordato. Da cedere a terzi dopo l'omodoga del concordato mediante trasferimento delle relative azioni. Contestualmente, ovviamente, bisogna prevedere che esista una proposta irrevocabile di acquisto di azioni da parte della Nuco. Dov'è che il Tribunale nel caso del San Raffaele è stato, si è irrigidito? Si è irrigidito sul fatto che nel caso del San Raffaele la proposta irrevocabile del, da parte della Nuco è stata accettata dalla società prima del deposito della domanda di del concordato preventivo. E quindi... In questo caso il tribunale si è trovato di fronte a una domanda blindata, a un contratto che si era già perfezionato. Eh, tra l'altro in questo caso a me è venuto un dubbio rileggendo il provvedimento del tribunale di Milano, forse sto dicendo delle sciocchezze, ma eh, ehm, eh, mi chiedevo questo. La struttura dell'operazione dell San Raffaele è, quella che è, molto, è complessissima, ma nella sua, nei suoi tratti elementari è questo. Ma se il Tribunale, per esempio, avesse aderito alla, alla tesi che considera il trasferimento di un pacchettazionario un contratto reale, avesse ulteriormente aderito alla tesi o fosse vera la tesi per cui non è possibile un preliminare di un contratto reale, Oppure ancora se il tribunale avesse ritenuto che giuridicamente non è possibile un preliminare di società, sarebbe potuto intervenire. Cioè, questo è un problema di fattibilità del piano. Perché questo non è un problema di fattibilità del piano, questo è un problema di costruzione, di tecnica giuridica della costruzione del piano. Il problema il Tribunale di Milano non se l'è posto. Non se le posto perché in realtà la tesi del fatto che il trasferimento di un pacchetto azionario sia un contratto reale, non sia un contratto consessuale, con offerte così, è una tesi minoritaria, perché ormai chi dice che è il preliminare è di preliminare? Però se fosse, se fosse vero quello che dico io, sto ragionando per assurdo, e quindi la costruzione fosse giuridicamente sbagliata, il Tribunale potrebbe intercettarla, e che cos'è questo? È un problema di fattibilità? Che allora è il perito attestatore... Eh? Oppure il Tribunale può intercettare proprio che la che la costruzione giuridica, anche perché per esempio il preliminare, qui nel Sarafale c'è un problema che mi è venuto in mente stamattina, quindi può darsi che stia dicendo delle cose, ma c'è un problema di preliminare di, 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 di costituzione di una società che è fatto non per atto pubblico, l'atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico, quindi in realtà forse non è neanche un problema di validità o meno di un preliminare di società, ma il problema sta, consiste nel fatto che è un preliminare fatto per scrittura privata. Di costituzione di società e il premiare 1351, direi avrebbe dovuto essere fatto, atto per fatto pubblico. Che cos'è? Cioè, è un problema di fattibilità questo o è un problema giuridico di costruzione del non lo so. Eh, tra l'altro, non ho fatto neanche in tempo a pensarci, perché sono cose che mi sono venute in mente eh, stamattina mentre guardavo quello che volevo dirvi. Oppure è possibile una costituzione di un anuco che propone come assuntore in tale qualità. Acquista le attività della procedura, cioè il terzo acquista dal di fuori le attività della procedura e si impegna a pagare i creditori della procedura. Questa, per esempio, è stata la struttura dell'operazione che ha fatto Bondi in Parmalat. Era una legge marziana, era un'amministrazione straordinaria, però in realtà la struttura di quell'operazione, la Nuco di Parmalat ha operato come assuntore. Qui delle cose banalissime eh, che mi vergogno a dirvi, nelle clausole del, clausole del contratto di affitto di azienda stipulate prima del deposito della domanda di del concordato bisogna nel contratto di affitto d'azienda prevedere ovviamente una clausola di questo tipo, debiti e crediti cioè che restano in capo al cedente tutti i debiti, i crediti, gli oneri, le responsabilità maturate, maturande per i rapporti sorti, per le produzioni dei beni, bisogna insomma separare le passività della old company dalla new co in modo da evitare che la new co si trovi, ma io però ho visto un'operazione nella quale ci si era dimenticati di mettere una clausola di questo tipo, non ci credevo, ho dovuto leggere il contratto 50 volte per convincermi, quando la struttura eh, contrattuale lo permette probabilmente è possibile inserire una clausola che prevede il diritto degli organi della procedura di provocare lo scioglimento del contratto di affitto o di qualsiasi altro contratto perché evidentemente queste sono clausole che probabilmente non incidono sulla struttura giuridica del contratto ma è inutile, raccontarsi. È inutile raccontarsela, mi sembra che sarebbero molti graditi sia agli organi della procedura sia probabilmente al Tribunale stesso che attraverso questo meccanismo si rende conto della bontà della proposta concordataria. Poi vi dicevo, non vi ho parlato dei problemi del diritto di lavoro, dei problemi di lavoro che invece sono problemi di difficilissima risoluzione, anche perché in realtà non c'è una norma analoga al 105 della legge fallimentare, richiamata dal 182 della legge fallimentare, quindi in realtà i lavoratori, il problema dei lavoratori va risolto in un altro modo e i lavoratori in caso di affitta e cessione d'azienda eh, rimangono in capo anche alla Nuco, eccetto che non si facciano dei contratti, accordi sindacali, che non si riescano a trovare sistemi diversi. Ci sono poi degli altri problemi, ai quali, dei quali vi faccio solo cenno e se riesco a chiudere in tre minuti, ho rispettato la mezz'ora e ho recuperato il tempo che dovevo recuperare. Bisogna regolare il magazzino e i prodotti finiti che sono già in capo alla All Company e di solito in questo caso si fanno dei contratti estimatori, tipo quelli degli, degli edicolanti. Poi bisogna regolare invece l'acquisto delle materie prime da parte della NUCO e anche questo va regolato in maniera diversa secondo le società, secondo, scusate, le necessità della NUCO, che evidentemente non può avere in pancia dei costi più alti di quello che produce nel momento in cui comincia l'attività. Poi ci sono ulteriori problemi nel caso in cui l'immobile è distinto dall'azienda perché c'è un leasing eccetera e in questo caso evidentemente i problemi dell'immobile se non fanno parte dell'azienda vanno trattati separatamente. Questi sono i miei incubi notturni quando penso a queste cose e cioè l'ammontare dei canoni d'affitto perché io penso sempre ai riflessi in caso di fallimento, cioè se il canone d'affitto non è congruo stiamo distraendo attività e allo stesso tempo con riferimento al prezzo dell'azienda, riflessi in caso di fallimento, in caso di cessione, perché in, que in questi casi eh, probabilmente ci sono dei problemi, in sono dei problemi di involontaria distrazione. Qua c'è una sorta di bibliografia, vi ringrazio e ho chiuso. Ringrazio il professor Landino Guidotti per vari motivi, innanzitutto per averci consentito di recuperare il po' di tempo che si era perso all'inizio, l'unica qualità della relazione, il classico è stato quarto d'ora accademico, ma poi anche per eh, notevole serie come dire, di eh, profili eh, con una indicazione precisa anche di possibili clausole che possono essere inserite nella domanda di concordato, nei contratti stipulati, affitto stipulati prima, eccetera. E tutto questo naturalmente è, come dire, è prezioso per gli operatori del diritto per i professionisti che, si occupano, che si, occupano, si occupano di queste procedure però proprio perché la materia è così complessa e articolata io suggerirei però di dormire sonni tranquilli ugualmente senza, senza necessità naturalmente di, ave, di prendere dei calmanti la sera e soprattutto di non sognare la notte queste problematiche eh, ma la, ehm, io credo che giustamente il professor Guidotti abbia Abbia, abbia distinto come dire eh, nel tema della sua, oggetto della sua relazione i due, eh, le, i due casi diversi, cioè l'ipotesi eh, della eh, continuazione dell'azienda, il con perseguimento di una finalità sanatoria diretta o interna e finalità sanatoria indiretta o esterna. Eh, ci sono vantaggi e svantaggi, come il professor Guidotti ha giustamente sottolineato. Eh, vantaggi e svantaggi per l'una e per l'altra ipotesi. Per eh, il concordato con finalità di sanatoria diretta, ci sono i vantaggi che lui stesso ha indicato: una semplificazione di carattere burocratico-amministrativo, riduzione di costi ma eh, eh, aggiungerei anche mantenimento della clientela e, e dell'immagine soprattutto che l'impresa sull'esterno, ciò che può essere determinante, rilevante proprio ai fini del successo del concordato preventivo. Ecco. Eh, e, ci sono, e ci sono svantaggi. Io credo che uno dei problemi invece più eh, rilevanti nella proposta di concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale sia di distinguere all'interno dell'unico patrimonio dell'impresa concordataria la parte destinata in qualche misura al soddisfacimento dei creditori e la parte destinata comunque alla continuità aziendale, perché la continuità aziendale presuppone che una parte dei beni e delle risorse anche finanziarie debba essere tenuta lì ferma anche per la difficoltà dell'impresa stessa di avere nuovi finanziamenti in realtà in pendenza di concordato. Voglio dire che noi possiamo parlare di difficoltà di finanziamenti in funzione della proposta di concordato, ma abbiamo una difficoltà anche per ottenere finanziamenti nel corso del concordato. Quindi l'impresa che vuole continuare, pur eh, diciamo, in, attraverso il concordato, vuol continuare la sua attività aziendale deve anche mettere in conto di dover ricavare la finanza che serve per mandare avanti quell'attività dalle risorse che ci sono nella stessa azienda e che comporta che una parte dei beni non possa essere come dire, destinata alla liquidazione per soddisfare i creditori e reperire come dire, quella liquidità che servirà appunto a soddisfare i creditori, ma deve indirizzare una parte della, della sua, delle sue attività proprio alla continuazione del, dell'azienda, dell'attività dell di impresa. E questo naturalmente eh, crea subito una difficoltà perché i creditori dovranno allora valutare se eh, necessariamente se a loro conviene in qualche modo rinunziare a una parte dell'attività dell'impresa ma nella prospettiva di poter ricavare di più dalla continuazione dell'attività aziendale oppure invece eh, eh, giungere alla liquidazione della stessa e quindi sostanzialmente poi alla, alla, alla conversione del concordato preventivo e fallimento. Quindi è, un, è una valutazione che in realtà devono fare i creditori. E questa valutazione da che cosa può essere condizionata? Evidentemente può essere condizionata dal tipo di attività che viene svolta dall'impresa che propone il concordato preventivo. Se si tratta, distinguendo a seconda che si tratti di un'attività di tipo industriale o di un'attività di tipo commerciale, a seconda che ci sia un, un patrimonio cospicuo, per esempio costituito dai mobili, o a seconda che il, il, diciamo, le attività dell'azienda siano legate allo svolgimento della sua attività, se si tratta di un'impresa di natura commerciale per esempio che quindi può reperire liquidità soltanto se continua l'attività aziendale i creditori sanno già che potranno avere qualche soddisfacimento dei loro crediti solo se quell'attività continuerà ma se quell'attività non continuerà è presumibile che gli stessi non verranno soddisfatti che in percentuale minima o addirittura non verranno soddisfatti in nessun modo. Ecco quindi è una valutazione questa che è rimessa... E i creditori e la difficoltà dei professionisti, lasciamo da parte il caso del San Raffaele: dei professionisti che devono operare per come dire, mh, mh, giungere alla fine a consentire al debitore di presentare un concordato preventivo con continuità aziendale, sta appunto in, in questo, nella mh, oculatezza, nello scegliere quella parte di patrimonio da destinare comunque alla liquidazione e al reperimento di liquidità. Per il soddisfacimento dei creditori e quella parte invece da destinare eh, come dire, alla continuità aziendale quindi da sottrarre a una liquidazione immediata un'attività liquidatoria immediata questo per quel che riguarda eh, il concordato preventivo con finalità risanatorie dirette o interne per, però giustamente il professor Guidotti ci ha detto che anche il concordato concessione dei beni può raggiungere una finalità risanatoria anzi io direi che questo in realtà sarebbe è un auspicio fatto dallo stesso legislatore, nel momento in cui nell'articolo 182 al quinto comma ha richiamato gli articoli da 105 a 108 ter della legge fallimentare e non dimentichiamoci che il primo comma dell'articolo 105 della legge fallimentare fissa un criterio che a mio avviso costituisce un po' una norma fondamentale della liquidazione, della liquidazione fallimentare, non a caso è, la, è il primo comma della prima norma che si occupa della liquidazione fallimentare, cioè la prospettiva di mantenere in qualche modo l'unità aziendale o l'unità di rami aziendali, cosicché lo smantellamento, la liquidazione, come dire, eh, pezzo dopo pezzo del complesso aziendale costituisce soltanto una eventualità eh, successiva, subordinata, vorrei dire, in funzione solo qualora attraverso la cessione dell'azienda o di rami d'azienda non si raggiunga un migliore soddisfacimento delle pretese creditorie perché sempre l'obiettivo delle procedure concorsuali, non dimentichiamoci, è sempre quello, cioè il soddisfacimento dei creditori ed è questo enunciato anche nella. Prima disposizione sul concordato preventivo, perché la ristrutturazione dei debiti deve comunque mirare in ogni caso al soddisfacimento dei crediti e questo è espressamente enunciato. Quindi questo resta comunque, nonostante quello che è scritto nelle pagine introduttive della relazione ministeriale alla, 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 legge, alla nuova legge fallimentare, cioè eh, profili di continuazione dell'attività aziendale, di salvataggio delle imprese, eccetera. Ma, insomma, L'obiettivo però resta se delle procedure concorsuali ciò che determina anche la concorsualità è il soddisfacimento dei creditori, seppure con tutte le caratteristiche che il concordato consente, suddivisione dei creditori in classi, eh, trattamenti differenziati per classi di creditori e, e, e quant'altro. Ma mh, il problema del concordato preventivo con concessione di beni: i problemi che si pongono con riferimento al concordato preventivo con concessione di beni sono. Sono di diverso tipo e credo che anche il professor Guidotti ne abbia segnalato alcuni profili, per esempio laddove ha fatto riferimento a questo limite esterno, a questo principio generale vorrei dire, del diritto: che è l'impossibilità comunque di utilizzare una procedura concorsuale per raggiungere per conseguire una finalità di abuso, cioè abuso dello strumento processuale, abuso dello strumento concordatario. A questo ha fatto riferimento anche la Corte di Cassazione, credo che ce ne parlerà il, eh, naturalmente il eh, giudice eh, dottor Alessandro eh, Farolfi, nella, eh, mi pare nella eh, sentenza del giugno del 2011, la 13.817, in cui ha consentito, sì, naturalmente, alla, alla, come dire, alle imprese in crisi, alle imprese in difficoltà, alle imprese insolventi di ricorrere al, allo strumento concordatario. Ma però, sempre con questo limite, che l'utilizzazione dello strumento concordatario non un abuso del diritto. Le tematiche sull'abuso del diritto qui si intrecciano molto interessanti, il modo come si intrecciano le tematiche sull'abuso del diritto con queste eh, con quelle delle procedure eh, concorsuali. Bisogna dire che la figura dell'abuso del diritto è una figura che è stata ampiamente studiata dai dai civilisti fin da epoche, eh, fin da epoche eh, lontane, molto è stato scritto e detto negli anni, nel corso degli anni 50, 50 nel corso degli anni, degli anni 60, ma alla fine anche la giurisprudenza è arrivata a valorizzare questo principio. Abuso del diritto significa che non si può come dire, utilizzare un, un diritto eh, in modo da conseguire un uh, arrecare un danno che non sia come dire proporzionale rispetto all'utile che viene arrecato a colui che utilizza un certo strumento se l'utilizzazione dello strumento non produce alcuna utilità per chi utilizza lo strumento ma produce sostanzialmente un danno per, eh, per un altro soggetto, l'uso del diritto che sarebbe legittimo in sé perché naturalmente usare del diritto significa Seguire le regole fissate dall'ordinamento giuridico si trasforma in abuso del diritto, cioè l'uso in qualche modo spregiudicato di ciò che costituisce un diritto diventa un abuso se provoca un danno che non è giustificato al terzo, che non è giustificato rispetto alle utilità che in realtà l'utilizzazione corretta del diritto potrebbe, potrebbe portare. Questa è una tematica, ripeto, estremamente interessante che si intreccia proprio tra l'altro con i profili di cui dovrà occuparsi il giudice il dottor Farolfi. Eh, il quale eh, ci, eh, ci parlerà, come sapete, della, della revoca e della dichiarazione di fallimento. e appunto di revoca qui si trattava nel caso della, eh, di revoca, della, della visione, della revoca e dichiarazione, e dichiarazione di, conseguente di, di fallimento seguito naturalmente mh, successivamente all'apertura del concordato preventivo. La parola al giudice Farolfi. Benissimo, grazie professore e un ringraziamento e un caro saluto naturalmente a tutti i presenti. Modena continua a rimanere in un angolo del mio cuore nonostante oggi abbia visto alcuni professionisti ravennati, questo mi fa anche d'altra parte piacere e quindi niente, un saluto innanzitutto. Ehm, L'articolo... L'argomento che mi è stato assegnato in qualche modo probabilmente eh, richiederebbe di per sé solo l'intero spazio eh, di un convegno. Quindi mi scuso in anticipo se la mia esposizione sarà frammentaria, ma d'altra parte con un sottotitolo come frammenti di disciplina mi sì. sento autorizzato a rimanere nell'ambito del, eh, del titolo, diciamo. Non uscirò dal tema. Eh, L'articolo 173. L'articolo 173 della legge fallimentare, definito a volte un fossile normativo, dato per morto e da alcuni stigmatizzata la cosiddetta resurrezione ad opera della giurisprudenza di merito, considerato da altri un'anacronistica eh, un disposizione da rifondare. Eh, è tuttavia una disposizione eh, vigente che interroga l'interprete su, ehm, sul tema dell'intervento del tribunale nell'ambito della procedura concordataria. E devo, eh, devo dire subito che probabilmente. L'enfasi che si pone fra le teorie privatistiche e le teorie cosiddette pubblicistiche o processualistiche del concordato, questa enfasi probabilmente è esagerata, nel senso che io mi ripropongo in questi pochi minuti di evidenziare, di porre insomma, alcuni elementi per far ritenere come una piena adesione alla natura privatistica di questo istituto non sia di per sé un ostacolo a eh, consentire una valutazione da parte del Tribunale che chiaramente va eh, ricondotta, il cui oggetto va ricostruito sulla base delle disposizioni del tessuto normativo eh, di cui ci occupiamo. In primo luogo va evidenziato come l'articolo 173 parli di eh, revoca dell'ammissione al concordato ehm, esponendo una serie di situazioni, una serie di situazioni che possiamo in qualche modo ricondurre agli atti di frode, il primo comma, il compimento di operazioni che eh, non siano autorizzate, eh, ultimo comma, articolo 167, l'autorizzazione del giudice delegato, e infine il venir meno delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. Devo dire che in realtà i problemi che si pongono a livello teorico riguardano proprio quest'ultima categoria di comportamenti. In effetti sono. Se scorriamo la decisione, ad esempio, che è stata più volte evocata della Cassazione 23 giugno 2011, estensore Zanichelli, noi troviamo una seconda parte della sentenza che è autonomamente sufficiente a giustificare la bontà della decisione, nel senso che in quel caso si trattava di ehm, rilevare la possibile incidenza negativa sulle prospettive della liquidazione di contratti di disposizione che la società debitrice ammessa al concordato aveva compiuto ante ammissione e che erano stati indicati. Quindi non vi era nulla di diciamo, occultato. Basterebbe questo elemento, a mio avviso, senza in realtà ripercorrere, come viene fatta nella prima parte di questa autorevole decisione, tutte le problematiche sulla natura privatistica o pubblicistica, sui limiti di ammissibilità. Questo perché, a me pare... Anche se naturalmente sono state sostenute tesi diverse, che quando si parla di mh, occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, dolosa omissione o denuncia di crediti, passività insussistente e altri atti di frode, la norma prima ancora richieda che il commissario giudiziale accerta. Nell'accertamento sta non, io ritengo, la conferma di un qualcosa che era già stato. Nella proposta concordataria, ma l'accertamento di un eh, qualcosa di nuovo, appunto, che è tale da incidere sul consenso che consapevolmente i creditori devono esprimere, sono chiamati ad esprimere, e che è in qualche modo viziato proprio dalla presenza di questo atto di frode che appunto viene accertato. Quindi nel caso trattato eh, ad esempio dalla decisione del 23 giugno 2011 non vi è un atto di frode in senso tecnico, vi può essere un, com un comportamento che incide sul valore dei beni aziendali e vedremo dopo quale può essere questo, questo, questo risultato, ma non vi è, io credo, un atto di frode in senso tecnico. Da questo punto di vista, ehm, ad esempio, eh, io penso che fra l'altro eh, l'esame di questa categoria di atti debba essere in qualche modo, mh, diciamo, eh, verificata in relazione ai diversi tipi di concordati che possono nella realtà proporsi. Eh, ad esempio, il problema dell'occultamento o della dissimulazione di parte dell'attivo si pone, a mio avviso, in termini diversi a seconda che ci troviamo dinanzi ad un concordato puramente liquidatorio oppure ad un concordato misto con prestazione di garanzia, nella quale in realtà eh, il tema si sposta non tanto sui sulla Attività di liquidazione prevista, che pure può essere prevista, quanto sulla serietà delle garanzie che sono in realtà inserite nel piano al fine di eh, raggiungere quelli che sono gli obiettivi del piano concordatario. Eh, dico anche subito una, una cosa che potrebbe sembrare sorprendente, ma in realtà anch'io penso che la percentuale che è indicata nel piano non sia vincolante e eh, non è neanche irrilevante, aggiungo. Eh, e, e quindi da questo punto di vista eh, occorre, credo, eh, prendere in esame quelle che possono essere, diciamo, le, portare alle estreme conseguenze quelle che possono essere, quella che può essere l'adesione alla teoria privatistica eh, del concordato preventivo. È intervenuto, ad esempio, e la cosa è abbastanza curiosa perché in realtà l'estensore faceva parte anche del collegio eh, che ha eh, deciso la sentenza del 23 giugno del 2011. È intervenuta una recente sentenza, sempre della prima sezione civile della Cassazione, che eh, relatore Bernabai depositata poco tempo fa, il 15 settembre del 2011, dove adottando questo per dimostrare in realtà come possa a volte essere sopravvalutato eh, quel problema di conflittualità fra opposte visioni del concordato, partendo da una concezione non dico Identica, ma pressoché identica alla base di partenza da cui si muoveva o nell'ottica della quale si muoveva l'estensore Zanichelli, giunge a delle conclusioni radicalmente diverse per quanto riguarda la parte emotiva circa il vaglio affidato al Tribunale in sede concordataria. Per poi, ancora una volta, passare alla considerazione di un comportamento che andiamo a vedere che anche qui eh, indubitabilmente invece costituisce eh, un atto frodatorio tale da giustificare in questo caso il rigetto del ricorso, ma probabilmente anche in questo caso senza l'esigenza di eh, ricostruire a livello teorico eh, quello che era o che è nella visione del relatore, eh, il vaglio concesso al Tribunale. In particolare eh, qui eh, si, fa, eh, si fa riferimento ad una problematica che purtroppo eh, in realtà si può porre nella pratica e che riguarda la decadenza della società in crisi da finanziamenti agevolati, mirati concessi eh, ad esempio dal Ministero delle attività produttive che si ripercuotono in senso ovviamente negativo sulla prospettiva di liquidazione eh, del patrimonio aziendale perché determinano l'insorgenza di un credito particolarmente importante e tale da spostare completamente quelli che erano gli equilibri inizialmente previsti. In questo caso diciamo la parte in non è particolarmente estesa, ma mi pare diciamo, abbastanza chiaro che dell'esistenza di, di questo tipo di credito non vi era nessun accenno nell'ambito del piano concordatario. Ora è possibile che questo sia stato, questo la, eh, mi pare la sentenza non lo chiarisca perché si occupa del profilo in diritto. È possibile che il credito, ad esempio, non fosse ancora sorto nel momento in cui è stato predisposto il piano, perché ad esempio non vi era stata una decadenza eh, pronunciata dal Ministero che richiedeva l'immediata restituzione dell'intero. In questo caso saremmo al di fuori degli atti di frode in senso proprio. E dovremmo piuttosto preoccuparci se questa situazione determina la possibile applicazione dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 173. Diverso invece sarebbe il caso, qui non è dato chiaramente comprendere, se invece la, ehm, il Ministero aveva già pronunziato la decadenza e quindi il piano in questo caso ha totalmente omesso di esporre questa passività. Chiaramente le due situazioni sono, sono diverse, quello che la Cassazione sembra dire però è che la conseguenza è sì alla revoca. E dice in questo caso sì alla revoca perché vi è, non si occupa in termini precisi di percentuali, ma dice, evidentemente il credito è importante, vi è uno stravolgimento delle stesse prospettive liquidatorie. In realtà eh, è proprio quest'ultimo comma probabilmente a porre i problemi, i problemi maggiori. Per quanto riguarda gli atti di frode, in realtà una particolare attenzione credo che ad esempio eh, per quanto riguarda l'omessa indicazione di crediti o l'esposizione di passività insussistenti, eh, questo, questo, questa categoria di atti si intrecci anche in modo molto stretto con il problema se il concordato prevede la suddivisione in classi oppure no. È evidente che, ad esempio, l'esposizione di un privilegio inesistente o l'indicazione di, ovvero l'omessa indicazione di un privilegio in realtà sussistente potrebbe alterare i meccanismi di voto. In sostanza, qui vi è una stretta anche una stret uno stretto collegamento di questa disposizione con quelli che sono i poteri di verifica del Tribunale per quanto, riguarda, per quanto riguarda la regolare formulazione delle classi. La categoria di atti relativi che siano stati commessi in assenza di eh, autorizzazione da parte del giudice delegato. Questi chiaramente si pongono in uno spazio che eh, riguarda l'ammissione già avvenuta. Eh, io penso di ritenere che qui la norma vada interpretata non in senso diciamo, eh, punitivo, cioè eh, mi pare di condividere la tesi che la meritevolezza ormai è stranea, è estranea alla procedura concordataria e quindi l'atto non autorizzato, intanto, potrà dare luogo a revoca dell'ammissione concordataria, in quanto sia idoneo a incidere negativamente sul patrimonio. È stato fatto, ma è arrivato anche eh, agli onori di una decisione. Quindi, il problema della vendita di autoveicoli che era stata effettuata al giusto prezzo. E a mio parere, giustamente, si è detto che non è motivo sufficiente di revoca proprio perché in questo caso l'omissione è di carattere formale e non è tale da riflettersi negativamente sulle prospettive della liquidazione. Arriviamo all'ultima, velocemente all'ultimo comma dell'articolo 173, perché altrimenti potreste pensare che sto in qualche modo aggirando il problema fondamentale. Eh, in una, eh, in una nota di penta sul problema della, della revoca e su diciamo anche mh, i collegamenti che si pongono rispetto al tema della risoluzione del concordato preventivo, si è a mio avviso correttamente evidenziato che non si può dare un'importanza così eh, elevata alla distonia testuale che esiste. Nell'articolo 173 laddove si dice mancano le condizioni rispetto all'articolo 162 quando si parla unicamente di presupposti. Eh, probabilmente si tratta di un difetto di coordinamento cui il nostro legislatore. Ci ha ormai eh, abituato, e eh, il nucleo del problema ritorna probabilmente ad essere eh, quello della verifica: quello della verifica di ammissibilità. Ora, a me sembra però chiaramente eh, è una proposta interpretativa eh, da giudice di merito. Quindi, eh, peraltro ehm, Noto che questa decisione della Cassazione, che appunto dico curiosamente, non evidenzia neanche l'esistenza di quella del 23 giugno, quindi non si pone in motivato dissenso, semplicemente ne prescinde e adotta uno schema eh, ricostruttivo completamente. la base di partenza è la stessa, ma gli approdi sono, sono diversi. Ecco, io credo che eh, il tema della valutazione di ammissibilità del concordato eh, in realtà eh, rifletta alcuni elementi, alcuni elementi che eh, possono darsi per certi e altri in qualche modo, per quello che di certo viene il diritto, e altri eh, in qualche modo siano più dubbi. Primo abbiamo detto è esclusa una valutazione di meritevolezza. Un esempio che è stato posto in dottrina, a me pare abbastanza calzante, è questo. Diciamo che un'impresa abbia operato sul mercato prima dell'ammissione alla procedura concordataria in modo allegro, non voglio ricorrere alle categorie penalistiche del dolo, e eh, abbia inserito nel proprio bilancio dei crediti molto consistenti senza operarne le dovute svalutazioni, cosa che invece fa prima dell'ammissione al concordato e quindi la proposta concordataria riflette una eh, valutazione in quel momento veritiera. Bene, credo che siamo fuori dal problema della valutazione di ammissibilità. I creditori faranno le loro valutazioni in cuor loro, eh, facendo qualche conto e in ciò aiutati dal commissario giudiziale al fine di capire se l'eventuale prospettiva fallimentare possa essere più o meno conveniente. Credo anche che sia fuori dallo spazio di valutazione in sede di ammissione alla procedura concordataria, quella che può essere la convenienza in sé del concordato. Sotto questo punto di vista ecco ritengo appunto corretto in sé l'affermazione di dire il fatto che prospetti una certa percentuale non è per me vincolante. Ma io credo se accediamo alla tesi che da un lato la convenienza è stata affidata ai creditori e riemerge in sede di omologa soltanto in caso di opposizione, dall'altro dall il tema della meritevolezza è stato del tutto espunto dal problema, il problema della, invece centrale dell'ammissibilità. Non possa ricondursi a, uso un'espressione forte ma che è contenuta, non è mia e quindi mi permetto di appropriarmene, e eh, in questa sentenza del 15 settembre la Cassazione dice letteralmente, non può essere una spunta dei documenti elencati dalle disposizioni in tema di ammissione del concordato, in particolare dall'articolo 161. Ora si tratta quindi di capire esattamente che cosa, che cosa fare. Siamo di fronte a una proposta contrattuale, una proposta contrattuale che è destinata a poter essere accettata o non accettata. La natura negoziale del concorato mi pare che non possa più essere in qualche modo rimessa in discussione. Però è un accordo che in qualche modo è vigilato perché altrimenti non vi sarebbe non vi sarebbe un iter procedimentalizzato. Ecco, sotto questo punto di vista, diciamo l'unico passaggio su cui eh, diciamo proprio fatico a, ehm, a concordare nella sentenza del 23 giugno, è un passaggio apparentemente piccolo ed è quando eh, si afferma che la, che la relazione del commissario giudiziale è destinata unicamente ai creditori io aggiungerei destinata anche ai creditori, perché se il 173 disciplina espressamente il fatto e la circostanza che il commissario giudiziale riferisca al tribunale e il tribunale d'ufficio, guardate non, non, non esiste questo tipo di potere ufficioso nell'ambito della, eh, della dichiarazione di fallimento ad esempio eh, io Sottocco un tema, ma personalmente, eh, situazioni in cui vi sia una desistenza, adesso è un tema molto dibattuto, anche se guardiamo il caso, in cui vi sia una desistenza e eh, il tribunale eh, sollecita il pubblico ministero perché eh, svolga un ruolo vicario del creditore che ha prestato la desistenza, come mi pare un, un tema in qualche modo che eh, trova già una risposta nella, nella riforma e quindi, eh, quindi c'è un ridimensionamento dei poteri ufficiosi salvo, salvo qui in realtà la relazione del commissario giudiziale si rivolge proprio e prima ancora che ai creditori anche al tribunale affinché prima che questi esprimano la propria volontà o anche dopo, come vedremo, purché non sia intervenuta l'omologa, se è stata falsata in qualche modo la possibilità di percepire la realtà dal piano concordatario, vi possa essere questa volta sì un intervento. Del Tribunale, che non è detto porti al fallimento, non lo è nel caso in cui ad esempio il concordato nascesse senza precedenti istanze di fallimento, perché il Pubblico Ministero potrebbe non proporre lui un'istanza di fallimento, ma non lo è neanche nel caso in cui attivato il, il subprocedimento tendente alla revoca. Diciamo la società debitrice, eh, mossa da o, o il debitore, eh, mossa da resibiscenza o riperite fonti di finanziamento da soggetti terzi, eccetera, modificasse la proposta e a questo punto io credo si dovrebbe passare alla verifica rispetto alla nuova proposta. In qualche modo come se fossimo davanti a a una cessazione della materia del contendere sulla prima. Facciamo un'ipotesi, un'ipotesi che neanche questa è di scuola, perché purtroppo la realtà offre, offre esempi maggiori della di, di, di quanto la nostra fantasia potrebbe immaginare. Um, un piano liquidatorio prevede eh, la valorizzazione attraverso procedura competitiva di un eh, immobile che eh, è nella disponibilità della società ammessa al concordato sulla scorta di un contratto di leasing. Sulla base di questa proposta di per sé non indecente la società è stata ammessa alla procedura concordataria. Peccato che... Per equilibri finanziari della stessa carente non sia in grado di continuare nel pagamento dei canoni, che costituiscono chiaramente, in relazione ai principi sui rapporti pendenti applicabili alla materia concordataria, un debito che la società deve onorare in prededuzione se vuole continuare. Sarebbero possibili accolli da parte di altri soggetti, però, diciamo che il piano nulla prevede a questo punto sopravviene la comunicazione di recesso della società di leasing stanca di eh, è chiaro che siamo di fronte a una modifica radicale ora il punto nei concordati liquidatori diventa tolta la, la possibilità che vi fosse stata frode, quindi non si era detto che era in leasing, ma si era trattato come se fosse in proprietà e quindi fuori da questo caso limite. Nell'ipotesi in cui questo si verifichi, vi è il problema appunto della vincolatività della percentuale. Ma vi è, io credo, ancora prima un problema di carattere negoziale. Se il Tribunale può intervenire d'ufficio sulla base di una relazione del commissario giudiziale, probabilmente la sua valutazione, la valutazione del Tribunale in questa fase può, nell'ambito della proposta concordataria, se la riteniamo una proposta contrattuale, ne potrà valutare eventualmente quelle che sono state definite anche eccezioni rilevabili d'ufficio. La proposta, ad esempio, potrebbe contenere A un'operazione del tutto illecita. È chiaro che per questa parte saremmo di fronte a una nullità. Si tratterà di verificare se sia scindibile questo tipo di, di operazione. Eh, con riferimento alla, ad esempio alla nullità parziale, se sia tale da determinare una caducazione dell'intero piano o se lo stesso possa sopravvivere magari per una percentuale più modesta, che però andrà chiaramente identificata. B, si potrebbe eh, verificare l'ipotesi eh, di una indeterminatezza, pensiamo a un a un piano che non sia fattibile alla luce della eh, relazione del commissario giudiziale perché indica degli elementi oggettivi, cioè non semplicemente una convenienza economica pura e semplice, ma vengono indicati una serie di elementi eh, che possono essere il caso che vi dicevo prima, possono essere, può essere la sopravvenienza di un credito che inizialmente non si era correttamente indicato perché non c'era ma si è, è divenuto esigibile ed è in qualche modo verificabile e accertabile dal commissario giudiziale soltanto in corso di, in corso di procedimento eh, insomma una serie di eh, situazioni obiettive che rendono non fattibile anche da punto di vista astratto a questo punto il piano probabilmente siamo di fronte ha una nullità, vorrei dire, per impossibilità dell'oggetto contrattuale. Quindi il fatto che il Tribunale in questo momento lo accerti non mi sembra una deviazione rispetto, rispetto ai principi privatistici che vengono spesso evocati. Ecco, io credo quindi, mh, per cercare in qualche modo anche di... Di, di raccogliere le mie idee prima di tutto: eh, che ehm, parlare di concezione privatistica del concordato preventivo non sia in, ant in antitesi con una verifica da parte del tribunale esclusa la possibilità di incidere su che cosa? Ancora una volta, meritevolezza, convenienza e merito delle proposte, nel senso di sostituire con una sorta di visione paternalistica le operazioni con altre, perché piacciono di più, perché no, non vi è un'invasione di campo. Il Tribunale a quel punto prende atto della situazione e la rappresenta. E in realtà, appunto, a mio parere, vi può essere ancora, ad esempio, ammettiamo che questa situazione si verifichi, si verifichi prima delle votazioni, correttamente io credo che il giudice dovrebbe arrestare un attimo la procedura, quindi non andare al voto su una proposta che ormai diciamo, è emerso alla luce della relazione del commissario giudiziale come non fattibile o viziata, in modo da consentire alla società o al debitore ammesso alla procedura di modificare eventualmente oppure correggere il tiro quando ciò sia possibile e, e quindi andare in votazione su una proposta a questo punto diciamo correttamente percepibile. Io mi fermo, mi fermo qui nel senso che eh, poi posso ad esempio Richiamare un caso in cui di fronte a una possibilità di, e quindi a un mh, parere del commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 172 circa la non fattibilità del piano alla luce di una serie di. A, sopravvenienze, B, verifica di esistenza di una eh, garanzia reale, eccetera, non, non indicata, ma forse non in modo doloso, eccetera. Eh, la società è intervenuta eh, proponendo una serie di, di modifiche che hanno consentito di mandare al voto una proposta ridimensionata nelle sue prospettive, chiaramente, ma... E qui torniamo al punto di partenza, probabilmente la percentuale in sé non è vincolante nel senso che l'accordo non si forma sulla percentuale, perché altrimenti saremmo nell'ambito della garanzia, ma si forma però sul, non solo sulla cessione dei beni, ma sul tipo di cessione. Quindi si tratta di modalità che devono essere appunto verificate in modo da essere valutate nella loro attendibile fattibilità. Il fatto che in quel caso poi i creditori abbiano deciso, visto il ridimensionamento, di non votarlo eh, è un incidente di percorso eh, che, non, che non esclude a mio avviso la correttezza di un percorso che abbia comunque dato la possibilità alla eh, società messa al concordato di mh, modificare, diciamo aggiustare in corso d'opera quello che era il, il piano proposto. Per quanto riguarda, eh, ancora eh, poche cose, per quanto riguarda eh, il procedimento, il procedimento eh, si svolge eh, chiaramente attraverso un riferimento all'articolo 15, quindi siamo di fronte a un eh, procedimento nel quale eh, la società debitrice deve, o il debitore deve necessariamente essere in condizioni di interloquire. Eh, a mio avviso, quindi, ma penso sia comunque abbastanza normale, va fissata un'udienza apposita per la decisione sulla revoca nel senso che, prospettata ad esempio, alla all'adunanza dei creditori la sussistenza di una fattispecie astrattamente idonea a portare alla revoca non sarebbe consentito sol perché ad esempio la relazione è stata depositata ad esempio 16 giorni prima a deciderla seduta stante ma occorrerebbe comunque la fissazione di un'udienza ad hoc. E questo non toglie che anche la stessa sentenza eh, la stessa sentenza Zanichelli lo ha chiarito, occorre tenere distinti procedimenti. Si tratta sempre di un unico procedimento eh, all'esito del quale eh, se vi è richiesta, perché anche qui non, non ci si muove eh, d'ufficio, se vi è istanza, eh, alla revoca dell'ammissione potrà conseguire la sentenza di fallimento. In questo caso cosa è reclamabile? Chiaramente la sentenza di fallimento, ma potendo far valere nell'ambito del reclamo la sentenza i vizi eventualmente relativi al decreto, perché si tratta di una fattispecie a formazione complessa in cui senza un legittimo decreto di revoca dell'ammissione non si può parlare di una legittima sentenza di fallimento. E... Resta sullo sfondo il tema dell'eventuale revoca dell'ammissione non seguita da sentenza di fallimento. Ho visto prospettate diverse ipotesi in questo caso per far valere questa doglianza. Io credo sarebbe percorribile in questo caso il ricorso diretto in Cassazione ai sensi del 111 e non lo dico perché, eh, perché credo che in questo modo. Effettivamente il semplice fatto della possibilità di reiterare il ricorso per concordato preventivo non sia sufficiente ad escludere uno strumento di tutela immediato rispetto a un decreto di revoca che fosse ad esempio viziato o... O, comunque, in qualche modo censurabile. Ecco, io mi fermerei qui, e credo di essere stato sufficientemente frammentario per, <ride> per, per mantenere il tutto. <ride> Ringraziamo il dottor Farolfi, che è stato tutt'altro che frammentario, devo dire, eh, avendo. Puntualmente inquadrato anche dal punto di vista sistematico i vari problemi che l'articolo 173 pone. Sono assolutamente d'accordo con lui che l'articolo 173 non è una norma così en passant, ma è ancora oggi, ancora oggi, come per il passato, un pilastro fondamentale della disciplina del concordato. Sulla quale, tra l'altro, poggia anche l'interpretazione e, 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 e la significatività di altre norme di rilievo, i fini per esempio della consecuzione delle procedure concorsuali come l'articolo 167 della legge fallimentare il collegamento con l'articolo 167 il senso dell'inefficacia di quell'articolo 167 secondo comma per gli atti di straordinaria amministrazione che intanto si comprende in quanto al concordato preventivo poi segue il fallimento, cioè voglio dire da tanti punti di vista questa mi pare una norma che resta ancora fondamentale certo i due temi eh, eh, principali sono quelli legati alla, alla, alla lettura e interpretazione della norma oggi dopo che eh, come dire, tutto il resto del sistema è stato rivisto, sia con riferimento all'accertamento eh, della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato, vedi soprattutto il giudizio di fattibilità su cui si è, si è soffermato il Dottor Farolfi, sia con riferimento alla eh, corretta qualifica degli atti di frode, quali sono, cioè, perché questo poi coinvolge per la verità anche il tema della soppressione o non soppressione completa del giudizio di meritevolezza che insomma è un tema eh, che richiederebbe una, una, una specifica relazione. Fattibilità: credo che eh, abbia assolutamente eh, ragione il dottor Farolfi, così come aveva così come prima eh, il. Professor Guidotti, sul fatto che indubbiamente non si, forse al Tribunale può essere sottratto il giudizio di fattibilità economica. Eh, al Tribunale non è, che, non è richiesto di eh, esercitare un giudizio di fattibilità economica, ma però resta, pur sempre io ho distinto già da tempo questo duplice profilo del giudizio di fattibilità, resta il potere di verificare invece la fattibilità giuridica che vabbè, se si tratta di concordato concessione dei beni forse c'è anche poco da verificare, ma se si tratta di concordato con ristrutturazione e, e operazioni societarie, operazioni straordinarie di particolare tipo, costituzione di nuove società, eh, interventi di terzi e quant'altro io credo che sia indispensabile che il Tribunale svolga anche una, un, eserciti un giudizio di fattibilità giuridica sul piano giuridico, che non lo può fare quella, come dire, il professionista attestatore. Nella, nella, nella relazione iniziale, quella, quella che deve essere allegata alla, alla domanda di concordato preventivo. Per quel che riguarda questa norma, l'articolo 173, per ciò che riguarda, eh, per ciò che riguarda eh, la qualificazione degli atti in frode, eh, mi lascia ancora mh, diverse perplessità. Mh, perché sì, è vero, la Cassazione ha cercato di, nella sentenza del giugno del giugno 2011 ha cercato di eh, come dire, ridurre in qualche modo l'impatto sulla procedura dell'interpretazione della nozione di atti di frode. Atti di frode che, non, eh, che insomma, sarebbero mh, da valutare solo se in grado di ingannare i creditori circa le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio. E questo tanto con riferimento alla... Ipotesi atipica alla fattispecie generica, altri atti di frode, quanto con riferimento alle fattispecie tipiche precisamente indicate nel primo comma ha occultato, dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di annunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti ecco, o commesso altri atti di frode. Ehm, è indubbio che se il debitore nel momento della presentazione della domanda ha nascosto qualcosa e ha nascosto qualcosa di molto serio. Probabilmente, anche tenuto conto di ciò che potrebbe accadere in caso di omologazione e poi di successivo eventuale annullamento del concordato, di cui ci parlerà il dottor Pasquariello, è chiaro che questo comportamento può rivelarsi grave in se stesso, cioè nel fatto di avere nascosto. Ma secondo me, qui occorre proprio il dolo. Cioè, voglio dire che l'atto deve essere comunque in frode e la frode ci richiama comunque il concetto di dolo, non un concetto di semplice negligenza e neanche men meno di diversa valutazione di poste dell'attivo. Perché se, voglio dire, la discussione verte su una diversa valutazione delle poste dell'attivo, ho l'impressione che non ci possa essere spazio per una revoca del fallimento, per una revoca del concordato e una dichiarazione, una dichiarazione di fallimento. Ma il problema è, se leggiamo attentamente la sentenza della Cassazione, qui si ipotizza come dire, un giudizio a posteriori che avviene dopo, sostanzialmente, che dovrebbe avvenire dopo che i creditori hanno votato sulla proposta concordataria. Perché come si fa a dire prima che i creditori si pronunziano sulla proposta concordataria, come si fa dire che sono rilevanti quegli atti che, o quelle circostanze che, o situazioni che se conosciute avrebbero presumibilmente comportato una diversa, ovviamente negativa, valutazione della proposta, fin tanto che questa valutazione della proposta non è stata fatta perché l'udienza ancora, la donanza dei creditori ancora non c'è stata. E voglio dire, se anche astrattamente fosse possibile questo, nel breve tempo che intercorre fra il decreto di apertura e la donanza dei creditori, se anche questo fosse possibile, però qui parliamo... Di un commissario giudiziale che accerta nella relazione e la relazione, e la relazione deve essere depositata prima dell'udienza. Ma dico, se anche fosse vero, eh, bisogna anche osservare, e mi sembra che il dottor Farofi l'abbia correttamente sottolineato, che il debitore può sempre modificare la proposta concordataria fino a che non si apre la votazione. E allora, come conciliamo questa facoltà che viene data al debitore di modificare? La domanda, il contenuto della proposta concordataria con quella conseguenza che sembra ineludibile della revoca del concordato preventivo e dell'eventuale dichiarazione di fallimento, prima ancora che lo stesso debitore abbia avuto la possibilità di modificare la proposta e i creditori abbiano avuto la possibilità di valutare la domanda, perché voglio dire, può darsi che i creditori in sede di adunanza di creditori, in sede di votazione, approvino ugualmente il concordato, anche se queste cose, tutto sommato, sono emerse a seguito degli accertamenti compiuti dal commissario giudiziale. Per cui questa norma, l'articolo 173, così come impostata, oggi sembrerebbe più rivolta a fatti accertati dopo la votazione che non fatti accertati prima della votazione e magari evidenziati nella relazione del commissario giudiziale. Questo questo crea, tutta, come dire, crea molta incertezza sull'interpretazione della norma e direi da un certo punto di vista anche sulla, su, sulla motivazione della stessa sentenza della Cassazione del, 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 giugno, del giugno di, eh, di quest'anno. Ecco. Proprio da questo punto di vista io, dico, io penso che se invece diamo questa interpretazione e quindi non limitiamo in questa, nella direzione indicata dalla Cassazione la portata... Eh, ermeneutica dell'articolo 173, allora in effetti però ridiamo in qualche modo spazio al giudizio di meritevolezza, perché è vero che il giudizio di meritevolezza è stato eliminato. Ma se interpretiamo la norma in questo modo, in fondo dovremmo dire che il giudizio di meritevolezza cacciato dalla, dalla porta rientra dalla finestra sotto le specie, sotto le specie delle, situazioni, delle, delle situazioni delle circostanze. Eh, tali che possono condurre appunto alla revoca del fallimento dell'articolo 173. Quindi io eh, rivedrei un, un momento questo, questa affermazione che pure è fatta comunemente da tutti, cioè che oggi il giudizio di meritevolezza non, non, non c'è più, però c'è ancora questo articolo 173 e dobbiamo decidere prima come interpretare l'articolo 173. Tutto questo, come vedete ci conduce all'ultima eh, all fase patologica dell'istituto concordatario, perché la revoca rappresenta sicuramente eh, un momento eh, fortemente patologico del regolare percorso della proposta concordataria, ma eh, in realtà questi vizi del, del procedimento possono emergere anche in una fase successiva e soprattutto nella fase dell'esecuzione che è poi la fase che interessa di più i creditori perché è in quella fase che i creditori ricevono in qualche modo soddisfacimento ed è in quella fase che eventualmente l'impresa può essere sanata se c'è ristrutturazione. Di questi problemi ci parlerà adesso ora il vostro eh, giudice fallimentare del, del vostro tribunale il dottor Domenico Pasquariello, risoluzione e annullamento del concordato. Grazie. E in effetti devo parlare della, della patologia della patologia, perché già il concordato è un modo per risolvere una vicenda patologica, no? la crisi di impresa, se non il dissesto, sia pure sotto forma di soluzioni negoziali. E An anticipo eh, che eh, nel dibattito accademico che inevitabilmente prorompe qualsiasi sia il tema di un incontro sul concordato, cioè eh, concezione privatistica, pubblicistica, impostazione negoziale o processuale, eh, per il quale eh, Alessandro Farossi ha provato un po'... Ad avvicinare gli opposti opinamenti, io incidentalmente non vi farò mancare una quarta posizione che mi sembra dopo un po' inevitabile, quantomeno con riferimento alla risoluzione. Tranquillizzo anche, vorrei dare un contributo da penalista, qual sono ogni tanto sporadico intruso ai convegni fallimentari. Un contributo alla serenità dei sogni del, di, del, del professor Guidotti, una volta che eh, l'atto solutorio è, rientra in un piano omologato dal Tribunale, a meno che l'omologa non sia frutto di eh, dolosa attestazione in cui il debitore è, è il correo. Toglie l'elemento soggettivo del reato. L'omologazione è una patente di viceità postuma di tutto ciò che è fatto prima, quindi puoi dormire tranquillo. Se c'è l'omologa, si può fare no, da un certo punto in poi. Posso dormire tranquillo? Dall'omologa eh. Dall almeno quello. Eh, poi... Aspettala, no? Cioè... Il timbro Vabbè. del tribunale, almeno quello. No, nei miei incubi c'è il concorso esterno di professionisti. Allora, evidentemente tu hai, devi cioè, starti a telecinare la sera. Del, che... del, cioè, il concorso esterno, non del cliente. Che... Va bene cercato un po' di alleviare perché eh, l'argomento la, certamente non, non, non è leggero. È Va bene, eh, frammenti di una disciplina. Eh, un, altro titolo, un altro titolo possibile eh, per questi incontri che a, affrontano. Eh, vari aspetti dell'iter concordatario e eh, quello de, pot, può essere quello di tappe di uh, una vicenda uh, tormentata o comunque molto difficoltosa che è la vicenda concordataria che io uh, a, amo definire anzi forse un po abusato di questa similitudine come un'avventura, quella del concordato, della procedura concordataria in tutte le sue fasi, dalla, pro, dalla proposta, ammissione, votazione, omologazione, esecuzione, fino al post factum eventuale della risoluzione, post factum patologico, amo definire come quella di un'avventura in, in, in territori sconosciuti e molto insidiosi, sconosciuti insidiosi, per di più dai confini incerti, variegati, mh, sconosciuti anche i confini, l'estensione dei territori in cui ci si addentra, perché sono tanto variabili quanto eh, è variabile eh, lo scopo, il contenuto, eh, la modalità di struttura dei concordati. Abbiamo, ne abbiamo sentito alcuni aspetti appunto dal professor Guidotti. E, e, non, e nonostante siano ormai passati sei anni dalla riforma, perché... La parte eh, relativa al concordato ha riempito l'anticipazione nel 2005 di tutta la riforma con, eh, eh, fallimentare. A sei anni di distanza dalla novella, chiamiamola così, siamo ben lontani, ben lontani eh, di avere dei, eh, dei punti di riferimento, dei checkpoint giurisprudenziali sui quali la dottrina eh, converge in maniera, non dico unanime ma maggioritaria in tutti gli snodi fondamentali del, 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 dell'iter concordatario Su, sulla formazione delle classi sul, mh, sulle modalità ammissibilità di trattamento differenziato sulla falcidia del, del credito erariale sui poteri contenuti del sindacato del tribunale eh, eh. O, ogni passo è insidioso e questi sono solo quelli fondamentali lasciando perdere quelli di dettaglio eh, il voto anticipato dei creditori, la, la modifica in peius o in meius, la sorte dei voti primi, ne possiamo elencare decine. È veramente un'avventura. Chi poi ha esperienza pratica come me, eh, nel dei, dei concordati, nel Tribunale di Modena è un istituto che ha avuto molto successo, devo dire. Abbiamo dal 2008 ad oggi una media di una trentina di concordati l'anno, su 180 fallimenti quindi il 20%, non tutti arrivano a omologa, ma. Considerando che qualitativamente la procedura concordataria ha ad oggetto in, imprese più rilevanti rispetto alla media di quelle fallite, mi sembra un dato di molto successo locale. Un altro dei misteri del concordato, che è a chiazza di Leopardo nel territorio nazionale: un dato di, di successo dell'istituto come mezzo per, per risolvere la crisi. Dicevo. Con l'esperienza pratica che questo dato statistico di successo mi ha consentito di avere, vedo che gli stessi problemi, eh, la stessa avventura non finisce certamente con l'omologa, ne inizia un'altra, da, da, dai confini altrettanto vasti e dai contenuti altrettanto modulabili e variegabili. Basti dire che l'esecuzione del concordato, se giustamente come i, i, il professor... Eh, Censoni diceva che la risoluzione è la patologia dell'esecuzione. L'esecuzione è la fisiologia. Quindi, prima di studiare, affrontare la, la, la patologia, devo fare due parole su, su, sulla fisiologia: l'esecuzione del concordato, e con ciò rifuggendo a qualsiasi impostazione dogmatica su privatistico, può, può essere sia a scelta del debitore, accettata con la con l'accettazione dei creditori, può essere interamente negoziale, con, in qualsiasi tipo di concordato, con atti liquidatori posti in essere anche dal debitore a trattativa libera, se ciò è nella proposta è stato affrontato. Quindi con tutto ciò che ne consegue, per quanto riguarda poi l'eventuale contenzioso, la disciplina della cancellazione dell'ipoteca, interamente negoziale. È definita attività negoziale giu giudizialmente assistita, l'esecuzione di questo tipo. All'estremo opposto può essere un'attività una liquidatoria fallimentarizzata, i commi del 182 seguente introdotti nella novella, sul modello fallimentare, quindi comitato dei creditori, procedure a evidenza pubblica e competitive, liquidatore nominato dal tribunale e quant'altro. Fra questi due poi opposti ci sta tutto, tutto ciò che è la libera fantasia negoziale, scissioni societarie, trasformazioni, atti di trasformazione societaria, trust, tutto ciò che c'è nel codice civile e oltre, se è legittimo, può entrare nella fisiologia dell'esecuzione del concordato secondo piano. E in fondo in questo, devo dire, nonostante stiamo parlando di crisi di impresa, quindi di, di, di vicende sostanziali purtroppo tristemente d'attualità, però in questo sta, devo dire, il fascino giuridico dell'Istituto, in questa vitalità, multiformità, poliedricità, libertà di scopi, di strutture e forme, e con le però difficoltà che inevitabilmente comporta. Tutto ciò. Veniamo ecco, alla, alla possibile patologia di, di, di questa eh, molteplicità di piani concordatari che devono essere eseguiti. In precedenza, prima, pri, prima della riforma, eh, le ipotesi della, della, di risolvibilità erano delineate molto chiaramente: c'erano solo due tipi di concordato: l'accesso bonorum pura, concordato puramente liquidatorio, e il concordato con garanzia. Quindi la patologia, sì, posso abusare della, del suo termine, della sua similitudine, perché si a, a, adatta perfettamente a, a quanto devo dire. Ehm, la patologia, sanzionata civilisticamente con la risoluzione, ovviamente, eh, era limitata a due ipotesi eh, principali, due binari fondamentali. La mancata prestazione delle garanzie, nel concordato con garanzia, e la mancata messa a disposizione dei beni oggetto dell'accesso a bonorum. C'è altro da dire, ma diciamo che i due, i due binari fondamentali erano questi. Ora, ripeto, per conseguenza di questi vasti territori negoziali che il piano concordatario può, può, può esplorare, anche la possibile patologia, le ipotesi di patologia si moltiplicano quasi all'infinito. Abbiamo, eh, il professor Guidotti ce ne ha dato qualche anticipazione: abbiamo varie forme di, di concordato anche solo per gli scopi. Il concordato puramente liquidatorio, il concordato di puro risanamento, in cui non c'è lo spossessamento del debitore dai propri beni, ma si continua l'attività d'impresa con la libera non solo eh, titolarità, ma anche la, tut, disponibilità di tutti i beni d'impresa. Abbiamo i concordati misti. Abbiamo i concordati a scopo di risanamento, ma con forma apparentemente liquidatoria, attraverso il contratto d'affitto d'azienda, il trust liquidatorio, varie possono essere, costituzione di Nuco, vari sono, ne ha parlato il professor Guidotti. Abbiamo anche, in teoria, i concordati misti, in parte con, eh, con forma di risanamento, cioè che non prevedono l'accesso, ma con funzione liquidatoria attraverso trasformazioni societarie, che so, un piano concordatario che preveda la scissione della debitrice in due società, in una immobiliare vengono conferiti immobili o eh, leasing a soddisfazione di taluni creditori o in genere dei privilegiati, l'altra operativa che continuando l'attività di un ramo d'azienda o di tutti persegue il risanamento e paga. E paga e paga gli altri. Qui la forma in realtà è di risanamento ma lo scopo può essere prevalentemente, eh, prevalentemente liquidatorio. Quindi potete già immaginare quali e quanti eh, problemi si possono porre, anche solo dal punto di vista astratto, in ipotesi di risoluzione di, corda di concordati di questo tipo che per esempio prevedano costituzione di un trust atti di trasformazioni societarie tutti problemi nuovi che prima non si potevano porre e devo dire in prima battuta quasi irresolubili. non so se riuscirò a arrivare fino alla fine delle variazioni sono vari argomenti, ma la conclusione è che per alcuni di questi problemi che mi viene da dire che ci sono dei tipi di concordato non risolubili se non risolubili solo apparentemente vedremo Tanto stiamo sulle cose semplici e principali, allora Cosa dicevo? Eh, tutta questa eh, ipotesi eh, tendenti a infinito di forme, strutture e modalità di piani concordatari sono regolati nel caso della patologia da una sola norma. Tre, perché ne richiama altre due. All'apparenza semplice, chiara, con un dettato chiaro. e, e, e preciso ed è l'articolo 186 che dice leggo brevemente ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza l'ultimo comma le 186 richiama l'applicabilità con la solita clausola di compatibilità delle norme articoli 137 e 38 Stabilite per la risoluzione del concordato fallimentare e l'annullamento. Sostanzialmente, l'articolo 137, richiamato, storia essenziale, dice: se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può richiederne la, la risoluzione. Tutto qua. Tutto chiaro e tutto preciso e devo dire che mh, apparentemente mh, per una vo rara volta negli ultimi trent'anni sono d'accordo col legislatore nello scrivere il meno possibile, perché a fronte di, di, di una casistica potenziale sterminata forse è meglio tutto quello che eh, mh, si può scrivere eh, mh, può fare più danno che no, è meglio fissare una sola regola chiara e poi lasciare l'interprete. Gli tutti gli aggiustamenti, gli aggiustamenti inevitabili. La regola chiara è quella, e lo dice la stessa relazione al correttivo che ha introdotto, ha eh, eh, novellato l'articolo 186 legge fallimentare nell'attuale formulazione, la regola chiara, eh, ripeto lo dice la relazione, la volontà del legislatore è stata chiarissima, è quella della importanza dell'inadempimento posta dall'articolo 1455 Codice Civile per la risoluzione dei contratti. Quindi però già lì in prima battuta si deve osservare subito come l'articolo 1455 del Codice Civile pone questa regola dell'importanza del L'inadempimento e ne pone altre, in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive. Il concordato, abbiamo sentito, è tutto, è tantissime cose, tranne che un contratto a prestazioni corrispettive. Questo saremo tutti d'accordo. Quindi, recuperando trasferendo. Trasportando nella patologia del concordato preventivo dell'esecuzione del concordato preventivo i principi cardine elaborati dalla giurisprudenza e in relazione all'articolo 1455, vediamo che ci sono problemi di trasposizione immediata. I principi cardine essenzialmente erano questi: quelli dell'imputabilità dell'inadempimento, della definitività dell'inadempimento e dell'importanza del divinadempimento sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Per quanto riguarda l'imputabilità del divinadempimento è assolutamente, secondo me, recuperabile tutta la giurisprudenza precedente che già con riferimento al concordato vecchio regime, chiamiamolo così, aveva dato un assetto definitivo al principio specificando che L'inadempimento degli obblighi concordatari è un fatto oggettivo, cioè da accertarsi come fatto oggettivo, esula da ogni accertamento inerente l'imputabilità al debitore, opera quindi automaticamente, prescindendo da valutazioni soggettive del comportamento di questi. È una giurisprudenza assolutamente travatizia. Tra L'ultima Cassazione in questo senso è del 2007, io non credo che la riforma abbia introdotto motivi per i quali potersene riscostare, che giustifichino in qualche modo un revirem. L'altro punto, definitività dell'inadempimento, l'altro principio. Ora faccio il caso concreto. Nel caso di il concordato per cessio bonorum in cui i beni siano ceduti ai creditori uh, uh, si, 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 consistono in un immobile non venduto nell'esecuzione, sono scaduti tutti i termini previsti nel piano concordatario. L'inadempimento è, 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 è attuale, l'adempimento futuro è possibile. È il dato quotidiano dei concordati di oggi. I concordati di oggi che vengono a scadenza oggi, sono tutti fatti in base a piani eh, di liquidazione o piani industriali ad, ad, connessi al trattamento, alla ristrutturazione del debito mh, fatti nel 2008, quindi sulla base dello scenario di un mondo che non esiste più, non solo per quanto riguarda le stime immobiliari o le stime dei cespiti patrimoniali ma anche per quanto riguarda i piani industriali. Tutti, quasi nella quasi, penso che anche Alessandro me lo possa confermare, la, la totalità dei concordati che arrivano a scadenza dell'esecuzione oggi siano, siano constino di massiccio inadempimento per i tempi e per le percentuali finali. In realtà la risoluzione sarebbe un argomento di fortissima attualità. Non lo è per fortuna solo perché crea più problemi di quanti non ne voglia risolvere e alla fine nessuna convenienza ai creditori, altrimenti avremmo una percentuale massiccia di concordati da risolvere. Dicevo, quindi l'adempimento in ritardo è sanzionabile con la risoluzione. In passato c'era una posizione rigida di, di, do, di dottrina e giurisprudenza e come per ogni adempimento c'è una scadenza. Anche. Certo, se nelle more del procedimento di risoluzione si arriva all'adempimento, allora viene a cadere, si diceva la giurisprudenza, l'interesse ad agire del creditore. Ma altrimenti se il concordato, e dopo rettificherò il tiro, il concordato che non consista solo in una, in, una, in una generica cessione di beni senza promessa di percentuali. Il concordato alla scadenza non vede eh, realizzati i pagamenti previsti, anche se questi sono possibili, devo dire che bisogna opinare per la risolubilità di questo accordo concordatorio. Se però l'obbligazione non è di pagamento, altre operazioni straordinarie, società, eh, altre at, eh, attribuzioni di azioni, L'indagine può essere ancora più variegata. La semplice non esecuzione di operazioni previste dal piano è inadempimento? È difficile da dare risposte a priori. Verrebbe da dire in prima battuta è inadempimento solo ciò che si riflette sulla realizzabilità dei flussi finanziari necessari per eseguire i pagamenti come da riparti concordatari previsti e, e, e però questo apre eh, il campo che sarà da recuperare dopo con, con un'analisi più approfondita della risolvibilità eh, dei concordati per i quali l'inadempimento di pagamento è solo prognostico, di nuovo, e non solo attuale. Torniamo per un attimo all'ultimo eh, aspetto eh, sui principi del cardine della risoluzione per l'inadempimento, quello del requisito eh, della scarsa import importanza è menzionata direttamente dall'articolo 186. Eh, la giurisprudenza ha, ha già, ha già ehm, tenuto fermo come questo comporti un requisito oggettivo consistente nella valutazione dell'idadempienza nell'ambito dell'economia complessiva del contratto, ma come dicevamo prima qui un contratto non c'è. E un requisito di natura soggettiva, incentrato nel 1455 ultimo comma, sull'interesse della parte fedele, cioè sulla vittima dell'inadempimento. E anche questo requisito soggettivo ovviamente non è importabile o esportabile a seconda dei punti di vista. Quindi, in definitiva, co come utilizzare i, i principi civilistici, quasi quasi... Eh, basilari, eh, codicistici sull'importanza del videadempimento nella vicenda eh, concorsuale concordataria. È impossibile, a questi fini, un'indagine sull'economia complessiva del contratto, il contratto non c'è. Si potrà ritenere eh, rilevante un'indagine complessiva sulle obbligazioni di pagamento o altro, a seconda delle impostazioni, nascenti dalla omologazione concordataria. Ma anche in questo caso i problemi sono molteplici. Richiamo per un attimo il già letto primo comma dell'articolo 186 che dice ciascun creditore può agire per la risoluzione del contratto. Ciascun creditore e solo ciascun creditore. Non più, come prima, un organo della procedura, cioè il commissario giudiziale, né l'organo rappresentativo dei creditori, il comitato dei creditori, che invece era stato legittimato alla risoluzione nel regime intermedio fra la riforma e la novella del 2008. Ciascun creditore. Questo cosa vuol dire? Ci si chiede. Vuol dire che l'inadempimento dedotto nell'azione di risoluzione è l'inadempimento del singolo creditore? È solo quello? O vuol dire che oggetto del giudizio di inadempimento che porta alla risoluzione sono tutte le obbligazioni previste? Nel piano concordatario e globalmente considerati e quindi i principi sullo scarso adempimento, rilevanza e lo scavano rapportati a una singola obbligazione o a più a seconda di quanti sono i ricorrenti, o a tutti globalmente considerati, ovviamente. ovviamente su questo campo di eh, disputa accademica si scontrano i due eserciti della concezione privatistica e della concezione pubblicistica del concordato. Chi opina per un inquadramento sistematico di natura pubblicistica dice che l'istituto del concordato nel suo complesso è, è stato rimodulato, ovviamente, con l'introduzione di una sorta di favor debitoris in funzione dello scopo di risanamento delle imprese in crisi. Questo scopo è pubblicistico e sorregge la ratio dell'interpretazione, quindi dell'estensione necessaria del giudizio di risoluzione a tutto il concordato nel suo complesso. Vi faccio un esempio estremo, così si capisce, anche perché gli esempi estremi servono a, a verificare la tenuta eh, delle soluzioni. Concordato che prevede il pagamento di 100 creditori, no? 99 sono pagati. Il centesimo che è creditore per una somma infima eh, riceve zero. Allora se riteniamo che eh, oggetto eh, del giudizio di risoluzione solo l'obbligazione inadempiuta di questo creditore, e via, abbiamo sicuramente avuto zero rispetto alla somma che doveva avere, è chiaramente importante il inadempimento. Il concordato si risolve per tutti. Eh. Se riteniamo invece che Oggetto del giudizio di inadempimento trattino risoluzione siano tutte le obbligazioni nascenti dal piano dall'omologazione concordataria, sia pure come fa il ex articolo 184, eccetera, 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 allora dobbiamo ritenere che in quel caso è pacifico, non c'è un inadempimento rilevante che giustifica la risoluzione. Allora, come diceva, se ci muoviamo sul piano, su un piano. Di concezione pubblicistica, dicevo, uno de, si dice uno dei nuovi scopi dell'istituto è quello di favorire il risanamento dell'impresa anche attraverso una sorta di vero e proprio favor debitoris, eh, la falcidia dei privilegiati, che altrimenti non sarebbe possibile, il trattamento differenziato di, di classi di creditori mh, chirografari, eccetera. C'è un presidio pubblicistico che vuole conservare conservare l'impresa e la stabilità della procedura. Se prendiamo non solo la procedura, la causa di risoluzione deve seguire le forme dell'articolo 15 legge fallimentare, quindi con poteri ufficiosi del, del, del tribunale, assolutamente incongrui con la domanda di parte e l'oggetto del giudizio delimitato a una sola obbligazione. Quindi se segu seguiamo questa imp impostazione arriviamo a una certa soluzione. Si, si replica con osservazioni assolutamente speculari e, con, e che portano al risultato opposto, ovviamente, si dice no, è come è stata la riforma che ha detto questo deve essere un istituto di, di stampo marcatamente negoziale, ce cioè, lo continua a dire anche la Cassazione. Non solo, se prima il controllo sulla regolare esecuzione e anche ciò è nel concordato fallimentare, ce l'hanno gli organi pubblicistici della procedura, perché prima il commissario giudiziale, ripeto, poteva chiedere la risoluzione, nel periodo intermedio fra riforma e correttivo, persino il comitato dei creditori, ultimo regime, solo ciascuno dei creditori. Ci dice se agli organi pubblicistici è stato tolto la titolarità dell'etero tutela, cioè della legalità dell'esecuzione del concordato nel suo complesso. È assurdo questa eterotutela darla a un solo creditore e quindi lasciare lui titolare del potere di annullare, annullare vanificare, risolvere e o annullare tutte le obbligazioni concordatarie. Però, appunto, secondo me questa obiezione eh, è conclusiva, cioè che però gli effetti della risoluzione sono riguardano, vanificano tutte, tutte, tutte le obbligazioni concordatarie, ha un peso che non può essere ignorato. Eh, qualcuno fuma in bagno, ci avevo pensato anch'io perché non ce la facevo più. essere male. Vabbè, concludo rapidamente. Dicevo, c'è anche un, una terza posizione. Penso che sia eh, il professor Censoni abbia ritenuto che alternativamente, mi pare di ricordare, abbia... Sì, sì. Ho qualcuno che non ne può più della mia relazione, ha trovato il modo di andare. <ride> posso capirlo. Posso capirlo. Concludo, ho capito l'antifona, concludo brevemente. Non è cosa faccio? Vado avanti? Un po Va bene, terza posizione alternativamente. Non vi faccio mancare la quarta posizione, la mia. La, la, la sottopongo al vaglio critico dei presenti. Dicevo, secondo me, sono necessarie cumulativamente entrambe le condizioni perché? Perché da prima, ciascun creditore può agire opera necessariamente sicuramente sul piano dell'interesse ad agire. Un creditore soddisfatto non potrà mai essere legittimato a chiedere la risoluzione. Quindi eh, un giudizio eh, limitato al eh, singolo rapporto obbligatorio preclude in alcune ipotesi eh, l'interesse ad agire la ravvisabilità. Nemmeno però possiamo, eh, possiamo dimenticare appunto gli effetti della risoluzione che sono sul piano delle obbligazioni che coinvolgono tutti, tutti, tutti i creditori e tutte le operazioni potenzialmente poste in essere durante il concordato. Ciò vuol dire che necessariamente, necessariamente l'oggetto della domanda di risoluzione non può essere limitato all'accertamento dell'inadempimento di una singola obbligazione, ma deve essere esteso alla verifica de dell'intero piano concordatario e quindi ciò comporta per derivazione anche alla rilevanza dell'inadempimento del globalmente considerando l'intero concordato. La prima, ripeto, la prima condizione opera immediatamente sul piano de della domanda di parte, la seconda sul piano dell'oggetto di giudizio. Il concordato necessariamente è un ibrido. Se eh, io verifico che in qualsiasi step della fase concordataria ci troviamo, eh, risolvere le, le, le soluzioni in maniera dogmatica e induttiva, cioè è un istituto negoziale quindi, è, un istituto, è una procedura pubblicistica quindi, ci, po ci porta a conseguenze non sempre soddisfacenti. Ripeto. È una procedura negoziale, è, è definita con un ossimoro già, questo già ci dice tutto: con un aggettivo che nega il sostantivo. È un ibrido, è una procedura sui generis, è certo negoziale, ma anche pubblicistica, è, 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 è privatistica, ma anche processuale, è veltroniana, mi verrebbe da dire, tutte queste cose. E quindi. C'è una certa, occorre una certa duttività nel dare le soluzioni, senza rimanere legati necessariamente a, a schemi, a, a, proprio a un metodo induttivo in base a classificazioni, a tipi radicalmente già dati. La stessa cosa nella risoluzione, io credo. Questa ambivalenza, questa contraddizione fra legittimazione del singolo e effetti per tutti ci deve portare a una soluzione in qualche modo altrettanto duttive e non ancorata a, a rigidità precostituite dal dogma. Ora, quanto tempo ho? Non ne ho più. Non sono neanche a, a, un, a, un, qua, a un quarto della... della io direi... Mi, eh sì. È colpa nostra. Io proprio vorrei di andare avanti finché no. non, fin non spengono. No. <ride> io c'è da parlare del concordate fallimento, conseguuzione delle procedure. Eh, diritto in, intertemporale perché si succedono eh, tre regimi diversi su eh, regole del concordato eh, procedura regole della risoluzione quindi io, eh, io, io mi fermerei veramente qui magari lasciamo un po di spazio al dibattito perché non mi veramente... Se no, se no Bene, io da, da coordinatore dei lavori non posso che ringraziare il, il, il giudice dottor Pasquariello per la notevole eh, eh, come dire, massa di eh, elementi che ci ha fornito, elementi problematici che ci ha fornito su, 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 su un tema che spesso dottrina e giurisprudenza, ma dottrina soprattutto ha un po' liquidato. Troppo, troppo rapidamente, devo dire, come se la risoluzione fosse un argomento che oramai sia quasi fuori dal, dal concordato, mentre come sappiamo invece è l'evoluzione patologica, scusate se riprendo questo oggettivo, questo dell'esecuzione, dell della fase di esecuzione del, del concordato preventivo, e quindi torna a coinvolgere nuovamente tutte quelle problematiche eh, di carattere eh, do, generale, ma anche eh, vuol dire specifico. Dal, Giudizi che ritornano sul merito, sull'importanza dell'inadempimento, sulla, eh, sulla legittimazione, sui su, su soggetti tutelati, sugli interessi tutelati. Quali sono i soggetti tutelati dalla risoluzione? La massa, il singolo creditore insoddisfatto? Eh, eh, tutto questo naturalmente non fa che, eh, credo. Condivido, di condividere pienamente l'espressione che ha usato il dottor Pascherello. Il condado operativo è, è un ibrido, dobbiamo andare via, lo so perché mi sembra che qui sono molto rigidi nella, nella cosa. Quindi eh, non possiamo che ringraziarlo dottor Pascherello per, per tutta, la, per tutta la, la, diciamo la, per il quadro che lei ci ha dato. Naturalmente è peccato non, non aver potuto, eh, come dire, non aver avuto il tempo di, di ascoltarla anche eh, sulle problematiche sugli aspetti successivi che lei ci ha sintetizzato, per esempio quelli relativi alla consecuzione delle procedure concorsuali e gli effetti della risoluzione, tutto, che cosa il fallimento si porta dietro del concordato risolto, perché questo è un problema nel problema, perché qui non abbiamo assolutamente elementi e non abbiamo neppure quei pochi elementi che il legislatore ci dà con riferimento alla risoluzione e all'annullamento del concordato fallimentare, quindi alla riapertura del fallimento. Ecco, e, e non abbiamo neanche quelli, quindi di tutto diventa ancora, ancora più difficile. Bene, io colgo l'occasione eh, anche per ringraziare eh, gli organizzatori eh, di, questo, di questo convegno: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, la Fondazione Forense Modenese, in particolare il professor Guidotti che mi ha. Che mi ha voluto coinvolgere e io mi faccio coinvolgere sempre volentieri, credo che quest'anno è già la seconda volta mi pare che vengo qui, che vengo qui a Modena ma, eh, ma eh, da, da, da buon bolognese eh, eh, a me piace venire a Modena ecco, non, eh, devo dire anche che mi dispiace che il Modena non ritorni in Serie A ecco perché è tifoso ma forse ci ritroveremo in Serie B magari <ride> tra, tra qualche anno visto che Bologna non sta andando molto bene io vi ringrazio tutti per questa vostra massiccia parte. Eh? Eh venne... Mi dispiace per il dottor Parofi, ma, ma io la è una combinata di crude e di cotte da quello che, da quello che mi risulta. E grazie a, voi, a tutti coloro che sono rimasti fino all'ultimo momento e al prossimo appuntamento, al quale, ripeto, io verrò sempre molto volentieri. Grazie. Meglio la riviera, però che non le nebbie. Ma il Tribunale di Roma ha detto di no, perché manca la causa del contratto. No? Eh, beh, il Grazie per aver resistito. Buonasera. A livello endoconcordatario, anche se ormai diciamo, la procedura si è chiusa con l'omologazione, inizia il momento dell'esecuzione del concordato. E, e, voci autorevoli, penso a Massimo Fabiani, che eh, riconoscono a questa prededuzione veramente una sorta, una caratteristica quasi di super privilegio. E, dubito, eh, come ho già anticipato, che questa sia una soluzione corretta. Innanzitutto ci sono ragioni, parlare di efficienza a proposito di questa disciplina è sempre un'avventura, eh, parlare di giustizia è quasi peggio, ehm, diciamo eh, economiche eh, che eh, consentono di non riconoscere la prededuzione se non all'interno del fallimento successivo. Eh, innanzitutto qui abbiamo a che fare con... Un finanziamento e questa volta sicuramente nel momento in cui parliamo di ehm, finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato, un finanziamento che ehm, è incentivato dalla prededuzione. Qui la prededuzione non è rimessa alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, la prededuzione dipende dalla conformità della fattispecie al paradigma disegnato dal primo coma dell'articolo 182-4. E quindi effettivamente incentiva il finanziatore istituzionale all'erogazione del credito, ma con il pericolo che alla fine il finanziatore si preste ad erogare il credito non in funzione del merito del soggetto affidato, non in funzione della capacità effettiva del soggetto affidato di rimborsare il proprio debito fisiologicamente. Ma perché la banca, l'intermediario finanziario, tanto pensa che alla fine, se si va al fallimento, comunque riprende quanto ha erogato? Si tratta quindi di una sorta di finanza drogata dalla norma, con conseguenze che ehm, si riflettono sia eh, sul parco degli altri creditori. I creditori che invece non godono di questo, eh, di questo, questo diciamo, benefit, che privilegio è un'altra cosa, diciamo, di questo beneficio riconosciuto dal legislatore. E anche a livello sistemico non fa bene, perché eh, il credito non è una risorsa limitata, soprattutto eh, di questi tempi, il fatto che una banca si presti a derogare 100 nei confronti di un'impresa in crisi o comunque che sta tentando di eseguire un concordato significa che quei 100 probabilmente non li andrà a derogare a favore di un'impresa in bonus. Ovvero c'è il rischio di una sorta di selezione avversa. E quel credito, risorsa limitata, va a beneficio di imprenditori che meritano o non meritano indifferente per la banca che tanto gode della prededuzione. Chi ci rimette non sono soltanto gli altri creditori dell'imprenditore de affidato, affidato perché c'è la prededuzione, ma anche gli altri imprenditori in bonus che quel credito rischiano di non ricevere, perché la banca non ha una risorsa, una capacità di credito illimitata. Quindi c'è anche una conseguenza sistemica che può essere negativa. Ma poi ancora, ehm, la norma si presta... A eh, creare uno squilibrio finanziario dell'impresa che sta eseguendo il concordato preventivo. Perché la prededuzione non è altro che l'altra la fa faccia della medaglia dell'esonero da revocatore. E quei eh, soggetti che essenzialmente dell'articolo 67 terzo comma lettera E godono dell'esonero da revocatore relativamente a agnatto e quindi anche i finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo, eh, se godono anche della prededuzione, eh, finanziatori istituzionali, si pongono relativamente al pagamento, al rimborso del credito, prima o dopo il fallimento, in una posizione di quasi indifferenza. Se sono sia esonerato dalle revocatorio, sia godo della prededuzione, che mi paghino prima in periodo sospetto, tanto non corro il rischio di revocatorio. Che mi paghino dopo il fallimento, ma con la prededuzione, quindi comunque prendo, è tutto sommato indifferente. Altra cosa però è se qualcuno gode soltanto dell'esonero da revocatorio, sono tutti soggetti che compiono atti in esecuzione di un concordato preventivo. In questo caso. Quei soggetti non sono in una posizione di quasi indifferenza rispetto al rimborso anteriore o al rimborso successivo al fallimento del proprio credito. È chiaro che o incassano subito, godono delle zone della revocatoria o dopo andranno nel trattamento concorsuale peraltro appesantito dalla prededuzione dei creditori istituzionali di cui si occupa l'articolo 182.4 che significa che l'impresa che sta eseguendo il suo concordato si trova aggredita sostanzialmente da quei creditori che godono delle del da revocatorio ma non della prededuzione. C'è un drenaggio del cash flow da parte di questi creditori, si crea uno squilibrio finanziario. Il che eh, ulteriormente conforta il dubbio di irrazionalità della norma, è una norma irrazionale che corre il rischio di essere incostituzionale. Qui abbiamo una differenza di trattamento di soggetti, creditori, finanziatori che tutto sommato meriterebbero invece un trattamento uguale, soprattutto perché tutti i creditori in esecuzione, che sono tali in esecuzione di concordato, godono poi delle zone del revocatorie. Allora bisogna trovare la giustificazione di questa disciplina, una giustificazione che restituisca a questa norma una razionalità e anche una parvenza di costituzionalità. E ritengo che questa giustificazione possa ricercarsi proprio nel fatto che i creditori, i finanziatori istituzionali, le banche, i intermediari finanziari e anche i soci relativamente ai finanziamenti erogati in esecuzione del concordato ehm, non godono della prededuzione a prescindere dal fallimento. Eh, immaginiamo che, chiusa l'omologazione di un concordato, eh, ci sia un'esecuzione individuale sul patrimonio dell'imprenditore, cosa che è possibile, perché 168 chiude l'ombrello una volta che il concordato è omologato. Ebbene, eh, in questo caso io dubito che quel creditore che effettivamente gode della prededuzione, quella banca, quell'intermediario finanziario che ha regato credito in esecuzione del concordato preventivo, se... Partecipa a una procedura di esecuzione individuale possa far valere questa sua prededuzione. Se è chirografario, parteciperà con gli altri chirografari e subirà altri privilegiati che intervengono nella procedura di esecuzione individuale. Ovvero la prededuzione non diventa un superprivilegio, opera nel fallimento successivo, se ed in quanto ci sarà un fallimento successivo. E allora questo può cambiare l'atteggiamento di questi creditori che diventa una sorta di cani da guardia dell'esecuzione del concordato preventivo. Perché nel momento in cui io banca, che ho regato credito in esecuzione del concordato, godo della prededuzione solo nel successivo fallimento, sarò ben attenta a verificare che il mio debitore mi ripaghi esattamente, integralmente alle scadenze. Perché? Perché appena non mi paga ho la possibilità di chiedere il fallimento e andare a godere della prededuzione. Ed ecco perché si può giustificare il fatto che questo beneficio sia attribuito soltanto a creditori istituzionalmente attrezzati a monitorare la capacità di rimborso del debito da parte dell'imprenditore. Banche, perché lo fanno di mestiere, intermediari finanziari pure, soci perché sono entrane nell'impresa. Diciamo che questa qualificata capacità di assunzione delle informazioni giustifica una funzione di monitoraggio dell della corretta, esatta esecuzione, del concordato preventivo che eh, diciamo, l'interesse della quale deriva dalla prededuzione ma nel fallimento successivo di questi creditori, non nell'ambito di un eh, trattamento dei creditori diciamo, a livello di esecuzione individuale o a prescindere da un'esecuzione. Quindi è una prededuzione che comunque rileva soltanto nel fallimento successivo. E ancora 5 minuti, minuti. I soci, ci sono anche i soci della, eh, della società, nel, in un terzo comma stringatissimo della norma, in cui si dice che in deroga gli articoli 2467 finanziamento soci nell'SRL, 2497 equinques, finanziamento soci nell'ambito del gruppo, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare. La prima impressione è che il legislatore si è incorso in un attacco di schizofrenia, perché prima, diciamo fisiologicamente... Eh, riconosce eh, ai soci un trattamento, a finanziamenti dei soci un trattamento deteriore rispetto a qualunque altro creditore, postergato. Postergato vuol dire che prima paghi tutti gli altri e poi inizi a pagare i soci che hanno finanziato la società. Però se si tratta dell'esecuzione di un finanziamento erogato in esecuzione di concordato, allora non solo non sei più postergato ma addirittura godi del beneficio della prededuzione nell'eventuale fallimento successivo. Non mi sembra una norma ben pensata, anche perché non viene richiamato soltanto il primo comma, non anche il secondo comma. E il secondo comma è quello che invece andrebbe a riconoscere la prededuzione ai finanziamenti ponte. E tutto sommato sarebbe più razionale attendersi dai soci un finanziamento ponte rispetto che da una banca che ribadisco, non eroga credito sulla speranza della prededuzione e invece viene richiamato soltanto il, ehm, il primo comma con questo dubbio che è stato sollevato dalla dottrina non mi convince, ma eh, lo espongo comunque, che l'ultimo comma della norma richiama tra i creditori che non hanno diritto di voto in quanto godono della prededuzione della donanza dei creditori anche i soci eh, di quel terzo comma della norma stessa. Ma se il finanziamento erogato dai soci è un finanziamento erogato in esecuzione concordato, non ci possiamo porre un problema di diritto di voto perché non è un credito concorsuale. E allora alcuni hanno detto: eh, la norma è mal scritta perché il fatto che si faccia riferimento nel quinto comma anche ai soci che non possono votare. Può convincere della tesi che nel momento in cui il terzo comma richiama il primo comma, non richiama il discorso del credito del finanziamento legato in esecuzione, ma richiama solo la prededucibilità, che mi sembra veramente eh, piuttosto tirata come interpretazione. Comunque, è delle due l'una, o il legislatore si è sbagliato richiamando il terzo comma che non c'entra niente, relativamente, eh, eh, richiamando diciamo, un eh, divieto di voto relativamente a, che comunque, a creditori che comunque non voterebbero mai, oppure ha scritto veramente male la norma perché ha richiamato il primo comma ma senza fare riferimento ai finanziamenti erogati in esecuzione facendo riferimento invece soltanto alla prededuzione, ma allora era più semplice scrivere che godono della sono considerati deducibili, piuttosto che andare a richiamare il primo comma. Quindi diciamo, un eh, problema evidente di applicazione eh, di interpretazione della norma. Qual è l'ambito di estensione eh, di questa norma? È vero che si deroga gli articoli 2467 SRL e 2497 quinquies gruppi, ma ritengo che anche un finanziamento soci nell'ambito di una società per azioni debba poter godere, se erogato in esecuzione in concordato preventivo, del beneficio della prededuzione. Se vogliamo, con questa differenza, eh, se vogliamo, che si potrebbe immaginare una prededuzione sul 100% anziché sull'80%, come i creditori di SRL come i soci di Assarella che diventano poi creditori della loro società. Perché qui il fatto che la prededuzione riguardi soltanto l'80% vuol dire che abbiamo un 20% del fallimento successivo che è postergato e un 80% che va in prededuzione. Quindi diciamo il credito viene fatto a pezzi e i pezzi stanno agli estremi di un ideale riparto dell'attivo fallimentare. Ancora una volta, e con questo chiudo ritengo che la deroga all'articolo 2467 rilevi soltanto ai fini della prededuzione nel fallimento eventualmente successivo, ovvero non è una deroga sostanziale alla disciplina dell'articolo 2467. Quindi se il concordato viene eseguito regolarmente, la società non fallisce e i soci si tengono all'articolo 2467. Sia nel corso di una esecuzione individuale, eh, sia a livello di eh, responsabilità degli amministratori che eventualmente rimborsano, anche se nel momento in cui ricordiamo che la disciplina del 2467, tutto sommato, eh, si articola in tre enunciati normativi: primo, inefficacia dei pagamenti, dei rimborsi anteriori. Alla eh, dichiarazione di fallimento, che forse è la parte più importante della norma dal punto di vista della disciplina, ma in questo caso eh, in caso di fallimento successivo si applica la norma sulla prededuzione e quindi viene comunque sterilizzato l'articolo 2467. Perché? Perché è una norma che diciamo opera soprattutto. Nel caso di fallimento della società. Nel caso di fallimento della società i creditori riceverebbero comunque, limitatamente all'80%, il beneficio delle prededuzioni. Vi ringrazio dell'attenzione. Bene, ringrazio il professor Antonio Rossi per questa chiara esposizione dei numerosi problemi eh, sollevati dalla nuova disposizione dell'articolo 182 quadra eh, soprattutto eh, molto apprezzabile il, i collegamenti che nell'ambito del sistema il professor Antonio Rossi ha voluto fare attuando anche un, un collegamento fra la norma eh, che esenta eh, la norma dell'articolo 67 della legge fallimentare relativa alle esenzioni dalla revocatoria fallimentare e quella che appunto eh, pone queste eh, nuove fattispecie di di prededuzione. Eh, io credo che eh, a lato pratico, almeno per quella che è l'esperienza professionale, eh, a lato pratico il secondo com dell'articolo 182 quater funziona molto poco, proprio perché eh, non si trovano eh, finanziatori, banche, intermediari finanziari che siano eh, disposti non solo impegnarsi eh, a derogare un finanziamento prima dell'apertura eh, della procedura concordataria, ma eh, che siano disposti addirittura a derogare il finanziamento prima dell'apertura della procedura concordataria o quantomeno prima del deposito della domanda, della domanda di eh, concordato preventivo, a meno che eh, non abbiano la garanzia. Non abbiano delle garanzie collaterali, possono essere ipoteche, o, ma anche, come ha ricordato il professor Rossi, fideiussioni di fidei usioni di, di, di terzi. Eh, semmai resta eh, da verificare, che ne è, ma questo più dal punto di vista teorico che pratico, che ne è dei finanziamenti che vengono erogati medio tempore fra la presentazione della domanda di concordato preventivo e l'apertura della procedura concordataria perché l'articolo 182.4 fa riferimento al deposito della domanda di concordato preventivo però l'articolo 167 della legge fallimentare entra in funzione dopo il decreto di apertura per cui resta questa, come dire, questa area di assoluta incertezza della sorte di tutti gli atti che vengono compiuti tra la presentazione della domanda di concordato e il decreto di apertura e forse il legislatore originariamente ipotizzava che questo periodo dovesse essere brevissimo, eh, per la verità eh, non è così e non può essere così, perché anche la valutazione da parte del Tribunale di una domanda di concordato preventivo è operazione che può richiedere anche molto tempo, dipende anche dalla complessità naturalmente della proposta concordataria, dalle dimensioni dell'impresa, dalle dimensioni del passivo e dell'attivo eh, dell'impresa o delle problematiche che pone il progetto concordatario. Che, può non consistere soltanto nella cessione dei beni, ma può consistere anche nella ristrutturazione dei debiti attraverso eh, forme di continuazione dell'attività aziendale, attraverso operazioni straordinarie, operazioni societarie, intervento di terzi e quant'altro, ciò di cui ora ci parlerà eh, il eh, professor Landino Guidotti. Eh, quindi eh, questo è tutto da, eh, ancora tutto da, da scoprire e da verificare. Eh. Resta semmai diciamo, da approfondire il, i profili di eh, contrasto. Fra la disposizione dell'articolo 182 di potenziale contrasto, fra la disposizione dell'articolo 182 quater e l'articolo 111 della legge fallimentare, perché se non ci fosse l'articolo 182 quater forse sarebbe anche abbastanza agevole ricorrere semplicemente in caso di fallimento, parliamo di prededuzione, al secondo comma dell'articolo 111, eh, che parla, che a, a, diciamo, eh, attribuisce il requisito della prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione o in occasione di procedure concorso e sicuramente il concordato preventivo è una procedura concorsuale, che se semmai il problema si potrebbe eventualmente porre con riferimento agli accordi di ristrutturazione, dato che è dubbio che si possano definire procedura concorsuale gli accordi di eh, ristrutturazione, anche se un qualche procedimento evidentemente c'è perché eh, occorre un giudizio di omologazione da parte, da parte del Tribunale. E, e qui eh, si, tratta soprattutto, si tratterebbe soprattutto di verificare. Se queste norme, cioè il secondo, il secondo comma dell'articolo 182 quater, ma anche il quarto comma, quello che riguarda i compensi spettanti al professionista qualificato che, che, che attesta, se queste due norme in realtà non vanno a incidere sull'applicabilità del secondo comma dell'articolo 111, ma semmai sulle, sulle particolari modalità di verifica di questi crediti prededucibili nel caso di fallimento consecutivo. Perché indubbiamente, mentre eh, per disposizione generale eh, tutti, i anche, eh, tutti i crediti anche prededucibili devono assoggettarsi poi al procedimento di... Verifica del passivo, quindi occorre comunque l'insinuazione, quindi occorre comunque un controllo controllo che può arrivare appunto anche all'esclusione anziché all'ammissione o all'esclusione parziale, ammissione parziale del credito. In questi, per questi crediti invece l'accertamento avverrebbe sostanzialmente prima, nel senso che il Tribunale non potrebbe poi modificare quanto già accettato in qualche modo preventivamente, per esempio nel, eh, nel provvedimento. Di accoglimento della domanda di emissione al concordato preventivo in cui sostanzialmente eh, attribuisce la qualifica della prededucibilità ai crediti del secondo comma o del quarto comma, ma a quel punto esattamente individuati e anche quantificati. Voglio dire, cioè, che secondo alcuni studiosi qui la, la deroga potrebbe riguardare non tanto il fatto della prededucibilità, che sarebbe già assegnata a questi crediti dal secondo comma dell'articolo 111 dell'articolo 111 della legge fallimentare, ma quanto invece all'accertamento all di questi crediti, sotto il profilo dell'accertamento di questi crediti nel caso di fallimento consecutivo, il che lascerebbe aperta la porta a un altro problema, che è quello della possibilità di considerare prededucibili anche i crediti non solo del professionista attestatore, ma anche dei professionisti, avvocati, commercialisti. Advisor e quanti altri professionisti si occupano della presentazione di una domanda di concordato preventivo. È un problema anche questo di notevole rilevanza, perché perché mai il professionista attestatore dovrebbe essere considerato? Il credito del professionista attestatore dovrebbe essere considerato prededucibile e quello degli avvocati, commercialisti, advisor e quanti altri, ma anche consulenti tecnici o periti che pure, come dire, collaborano. Per la presentazione della domanda di concordato preventivo non dovrebbero essere considerati prededucibili in relazione alla disposizione, ripeto, non in negativo dell'articolo 182 quater ma in positivo del secondo comma dell'articolo 111 della legge fallimentare. Questa è una domanda alla quale anche i giudici eh, come dire, danno risposte contraddittorie perché alcuni ritengono che questi crediti siano prededucibili, altri invece negano che questi crediti, pochi, mi ricorda ricordo del professor Rossi, ma eh, altri invece eh, alcuni lo affermano, altri invece, invece lo, lo, lo negano. Ecco, si tratta, ripeto, anche qui di considerazioni in pillole, se vogliamo, o comunque eh, frammenti, naturalmente, di considerazioni che si possono fare su questi problemi così, così importanti. Eh, il, il, quanto mh, detto inizialmente dal professor Rossi, e cioè eh, i finanziamenti eh, eh, servono soprattutto non tanto nell'ipotesi di concordato concessione di beni, quanto nell'ipotesi di concordato in cui è prevista la continuazione dell'attività aziendale, apre la porta alla relazione del eh, professor eh, Rolandino Guidotti, eh, il quale ci parlerà appunto eh, di questo argomento, la continuazione dell'attività di dell impresa, ovviamente nell'ambito del concordato preventivo. Buongiorno, Dunque, intanto mi scuso perché in realtà la mia, eh, quello che vi dirò ha pochissimo di scientifico, in realtà quello che vi dirò è che io mi sono immaginato di essere in studio e di dover scegliere come impostare un piano eh, di concordato, quindi c'è pochissimo di scientifico, vi dirò molte cose elementari, farò solo un rapidissimo cenno ai compiti del Tribunale sul controllo del piano, perché poi immagino che dei, dei compiti del Tribunale il controllo del piano... Vi parlerà il dottor Farolfi, anche se in sede di revoca, posto che il controllo del piano è in sede di revoca ormai si intreccia col controllo del piano in sede di deposito della domanda e col eh, controllo del piano anche del concordato fallimentare. Non parlerò del problema dei dipendenti, dei di problemi di eh, diritto del lavoro e mi autodenuncerò in certi momenti quando convenzionalmente userò dei termini poco giuridici proprio perché. L'ottica di quello che vi dirò è un'ottica di provare a capire quale sia il piano di concordato migliore da eh, immaginare. Il, la norma di riferimento è l'articolo 160. L'imprenditore che si trova in uno stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla, sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. L'articolo 160 che noi eh, conosciamo oggi prevede poi una lettera B che attribuisce la possibilità che le attività delle imprese interessate alla procedura di concordato siano prese anche attraverso un meccanismo dell'assuntore. L'obiettivo della restituzione dei debiti e del soddisfacimento dei crediti è quindi perseguibile con qualsiasi tipo di operazione la quale, attraverso la quale può essere raggiunto lo scopo. Eh, la giurisprudenza si sta attestando sul fatto, sul, eh, nel ritenere che la valutazione di, fa, di fattibilità del piano Compete in via esclusiva ai creditori che la esprimono tramite il voto e si fonda da un lato sulla relazione stimativa del professionista e dall'altro sui rilievi del commissario giudiziale. Alle sentenze di cui vi parlava il professor Censoni, eh, io aggiungerei, forse più per motivi di interesse concreto che per motivi scientifici, il decreto recente del Tribunale di Milano con il quale è stata ammessa la procedura della Fondazione, eh, della fondazione San Raffaele del Monte Tabro, perché è un provvedimento in cui, secondo me, si vede evidentemente la difficoltà in cui si è trovato il Tribunale di Milano di fronte a un piano blindato a non poter prendere decisioni, perché il pubblico ministero aveva che aveva sollevato grossissime perplessità rispetto alla, non tanto alla fattibilità ma al conflitto di interessi, poi vedremo se ne parleremo, e il Tribunale, il Presidente Lamanda ha detto che vista la disciplina lui non poteva farci niente seppur il piano era blindato e addirittura la proposta irrevocabile di acquisto da parte dell'ingegnere Mascalza e di non so chi altro era stata accettata dalla società prima che fosse depositata la domanda di concordato e quindi in realtà il Tribunale di Milano aveva le mani legate ha avuto le mani legate. In sintesi, quindi, si può dire, seguendo gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche se eh, c'è tanta giurisprudenza di merito che non la pensa in questo modo, che né in sede di ammissione che il Tribunale non può Dire, fare un giudizio di, di, di fattibilità del piano né in sede di ammissione della procedura né nel corso di un eventuale giudizio di revoca. Qui, evidentemente c'è il contrasto tra chi ritiene l'autonomia contrattuale, che l'autonomia contrattuale debba avere la meglio, che invece ha un, continua a avere una visione pubblicistica del, eh, del concordato preventivo. Eh, è una eh, sono due teorie che probabilmente non so se riusciranno mai a trovare una sintesi. Il concordato preventivo può avere finalità puramente liquidatorie e come vi diceva il professor Censoni, i concordati preventivi con finalità puramente eh, liquidatorie sono molto sono ormai quasi mh, il 90%. Oppure può avere finalità di risanamento. Ecco, io Proseguendo in quello che vi dirò, separerò i concordati preventivi con finalità puramente liquidatorie da concordati preventivi con finalità di risanamento. In realtà le due finalità possono essere perseguite contestualmente, cioè, cioè ci può tranquillamente essere un concordato preventivo che abbia finalità liquidatorie per gli asset non core e un, contestualmente un finalità di risanamento per gli asset core. La, per esempio il provvedimento del Tribunale di Milano e il concordato preventivo della Fondazione il Centro del Centro Fracciarafele del Monte Tabor è proprio costruito così. È un concordato liquidatorio, puramente liquidatorio e con risanamento esterno per le attività che l'ingegnere Mascalza e gli altri investitori ritengono invece ancora profittevoli. Finalità di risanamento. Allora, le finalità di risanamento dell'impresa, a loro volta, io non mi occuperò del concordato puramente liquidatorio, io mi occuperò solo del concordato con finalità di risanamento. Il concordato, le le scusate, la finalità di risanamento dell'impresa, a loro volta, possono essere suddivise in finalità di risanamento diretto o interno e finalità di risanamento indiretto o esterno. Perché io qui mi devo... Eh, autodenunciare, nel senso che io parlo di concordato con finalità di risanamento, però quando parlo di concordato con finalità di risanamento interno, questo è il solo vero concordato con finalità di risanamento. Perché il concordato con finalità di risanamento esterno in realtà come vedremo è un concordato liquidatorio. Perché c'è l'accessione dell'azienda o dei rami d'azienda a una NUC o a, un, a una società già esistente esterna, e quindi io lo chiamo o concordato con finalità di risanamento esterno o concordato con finalità di risanamento indiretta. Finalità di risanamento diretto interno. L'operazione prevede il soddisfacimento dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato nei tempi e nelle percentuali previste dal piano. La cosa fondamentale, quello che distingue il concordato, Inter di risanamento interno dal concordato con risanamento esterno è il fatto che nel concordato di risanamento interno l'impresa è sempre la stessa. E vedremo che è vero che questi concordati sono pochissimi, ma è altrettanto vero che il concordato con, eh, eh, di risanamento interno CREA ha una serie di vantaggi non indifferenti. Invece il concordato con il risanamento indiretto esterno si attua normalmente attraverso l'affitto e la successiva successione dell'azienda o di rami d'azienda e qui l'impresa che esercita l'attività economica è altra e solitamente di nuova costituzione, ma può anche essere una società già operativa. Tra l'altro qui eh, le cose possono anche eh, articolarsi in maniera diversa, cioè è, pur sempre, è anche ipotizzabile un esercizio provvisorio dell'impresa. Scusate, dell'azienda in capo alla old company, con poi successivo trasferimento dell'azienda stessa. Quindi, in realtà i due tipi di concordato possono intrecciarsi di vari modi. Io solo per semplicità espositiva divido in maniera netta le varie ipotesi. Allora, il risanamento interno. Il risanamento che, fatto attraverso la stessa società che versa nello stato di crisi. Nel risanamento interno l'azienda non viene trasferita a terzi, proprio perché l'impresa debitrice, una volta che è stata risanata, continua lei stessa l'attività di impresa. In questo tipo di concordato, per esempio, non si pongono i problemi di trasparenza che possono porsi col risanamento indiretto esterno. Mi riferisco al fatto che nei concordati con risanamento esterno, per esempio, ci sono i problemi di capire. Chi sono i soci della NUCO, se c'è qualche, qualche problema di trasparenza nei confronti del Tribunale per comprendere chi sia il soggetto che realmente continua l'attività economica. Risanamento torniamo al il, il risanamento interno, diretto interno del concordato può essere fatto attraverso le forme più varie. Una riduzione dei costi anche tramite la chiusura e la cessione di rami in azienda, un aumento dei flussi di cassa moratorie dei crediti delle banche o cessione di rami d'azienda attraverso operazioni di aumento di capitale della stessa società questi aumenti di capitale devono essere con ogni probabilità delibere e sottoposte a condizioni sospensive dell'intervenuto omologa del concordato l'impresa in questo caso rimane sempre la stessa oppure forse è ipotizzabile anche una soluzione diversa che a me piace meno e cioè quella di creare un termine di sottoscrizione molto lungo successivo ai tempi prevedibili per l'omologa. Trasformazione anche parziale dei crediti in capitale rischio, l'operazione di risanamento interno può essere fatta anche attraverso operazioni di fusione e di scissione che non sono più impedite in questo caso per le, in, per le società sottoposte a procedure concorsuali che però secondo me creano sempre dei problemi con riferimento se in tema di, di fusione e in tema di scissione, con riferimento alle opposizioni dei creditori. Voi sapete che i creditori insieme a in tema di fusione e di scissione possono fare opposizione all'operazione e paralizzare l'operazione. Quando ci sono di mezzo delle procedure concorsuali, quindi dei tempi molto stretti, le opposizioni di fatto possono paralizzare l'operazione, tant'è che è rarissimo che si facciano delle fusioni precedentemente al deposito delle domande perché basta l'opposizione di un creditore che paralizza tutta l'operazione. Quali sono i vantaggi del risanamento diretto interno? Intanto i vantaggi sono quello che... Questo tipo di risanamento non muta l'identità dell'imprenditore. Non mutando l'identità dell'imprenditore c'è una soluzione di continuità con i fornitori e con i clienti e quindi le strutture organizzative e quindi le strutture organizzative Complesse non cambiano, per esempio sono delle banalità, non cambiano i codici clienti, non cambia la partita IVA e questo sotto il profilo amministrativo. Quando vengono i nostri studi dicono che eh, sotto il profilo amministrativo per l'imprenditore eh, sono eh, problemi di un qualche tipo, un altro vantaggio vero del risanamento interno è che non è necessario acquisire in capo all alla NUCO, alla società di nuova costituzione che viene utilizzata nel risanamento esterno, particolari autorizzazioni amministrative. E anche questa è una cosa fondamentale, tant'è che nel cosiddetto all'Italia, quando fecero l'Operazione all'Italia, fu necessario prevedere che il trasferimento automatico delle licenze in capo al cessionario dell'azienda, delle autorizzazioni, certificazioni di licenze, eccetera, perché sennò l'operazione all'Italia non si sarebbe mai potuta fare con la costituzione della NUCO in capo con Lannino e Soci se ci fosse stato bisogno di ottenere presso tutti gli enti i diritti, il, le autorizzazioni per volare, eccetera. Ci sono con risanamento, vantaggi di risanamento interno meno problemi per la collocazione in prededuzione del finanziamento di cui ci ha parlato il professor Rossi. E col finanziamento, il risanamento interno ha tendenzialmente dei contenimenti di costi di procedura, perché non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziale. Forse la nomina del liquidatore giudiziale non è sempre necessaria neanche con il risanamento esterno. però qui sicuramente non lo è. Il secondo modello, invece, risanamento indiretto o esterno. Vi dire, questo in realtà non è un risanamento, questo in realtà è un concordato liquidatorio fatto con una struttura diversa. Io lo chiamo in questo modo per semplicità. Il risanamento indiretto o esterno può essere attuato anche... Con meccanismi che prevedono quali soggetti coinvolti nella NUCO, nella nuova società che esercita l'attività, gli stessi soggetti che come imprenditori diventuali o soci della società o amministratori hanno presentato la domanda di concordato o ai quali fa o faceva capo direttamente o indirettamente l'impresa sottoposta alla procedura. Non c'è nella nuova legge fallimentare nulla che impedisca al vecchio imprenditore che deposita la domanda di concordato di proseguire l'attività. Con l'ANUCO. È, è inutile però nascondersi che questo tipo di operazioni di solito insospettiscono. I tribunali, insospettiscono moltissimo i creditori e sotto questo profilo il provvedimento di ammissione al procedura di concordato da, del Tribunale di Milano sulla Fondazione San Raffaele. È esemplare perché il tribunale si vede che gira, intondo, gira intorno, scusate, al conflitto di interessi, dice sì, è vero, c'è il conflitto di interessi, sì, è vero, sono le stesse persone che erano in consiglio di amministrazione della società che ha depositato il contratto preventivo. Sì, è vero, sì è vero, sì è vero, però io non so cosa farci. Non trovo una norma, dice: a un certo punto dice: Sì, forse queste, queste operazioni andrebbero sanzionate attraverso la disciplina del conflitto di interessi 2391. Di fatto il tribunale scrive. Dieci pagine per dire: io però non posso farci niente. Ho il sospetto che qui ci sia qualcosa che puzza. Ma lì, magari, in quest'operazione, poi così, anche perché è un'operazione veramente blindata dall'avvocato Francesco Gianni in una maniera incredibile, forse qui qualcosa. però il tribunale poi prende atto della sua impossibilità di intervenire. Per ragioni di trasparenza, quindi, è bene che questo, avvenga, che questo venga fatto in, in modo palese. Non è possibile rinvenire nel sistema della nuova legge fallimentare nulla che vieti il, coinvolg il coinvolgimento degli stessi soggetti a cui faceva capo l'impresa che ha depositato domande di concordato preventivo. Però altro è il problema dell'abuso dello strumento concordatario. Esempio banalissimo. Non è che l'imprenditore venda in nero tutti gli ass tutte le cose che hanno ancora un valore di mercato e poi dopo depositi la domanda di concordato preventivo, perché in questo caso evidentemente c'è un abuso dell'uso dello strumento, ma, que ma questa è una sanzione diversa dal sospetto che crea il fatto che della Nuco sia socio, magari unico, lo stesso socio unico della società che deposita la domanda di concordato. Siamo su un piano completamente diverso, certe condotte sono sanzionabili eh, attraverso l'abuso il divieto anche, la violazione della buona fede dello strumento processuale, oppure attraverso le norme penali dell'articolo 236 della legge fallimentare e non so che cosa. Però non direttamente attraverso questa eh, attraverso la, eh, la denuncia del fatto che sia lo stesso imprenditore che ha depositato la domanda di concordato preventivo che l'imprenditore, scusate, che ha depositato la domanda di concordato preventivo corrisponda con l'imprenditore che al quale fa capo la NUCO. Sotto il profilo pratico, la scelta del concordato di risanamento esterno è la scelta che si deve operare quando l'imprenditore è realmente nuovo perché il concordato con il risanamento esterno è la miglior garanzia che riusciamo ad ottenere. Perché la NUCO, il nuovo, la nuova impresa, la società alla quale viene vedremo affittata, ceduta l'azienda, possa proteggersi dalle passività sopravvenute, latenti e occulte. Di questo, tra l'altro, abbiamo traccia ormai palese. Nella nuova, legge nella nuova legge fallimentare, me l'ha ricordato il professor Rossi ieri mattina al telefono perché io ero entrato in crisi e gli ho telefonato e gli ho detto scusa Antonio ma dov'è la norma? Lui mi ha detto è l'ultimo comma dell'articolo, il quinto comma dell'articolo eh, dell 182 che richiama il 105 della legge fallimentare che di fatto mette a riparo la Niuco dalle passività della anche sopravvenute latente e occulte della Old Company. Le modalità di attuazione del risanamento indiretto o esterno. Le modalità di attuazione di questo tipo di risanamento indiretto o esterno. Possono essere le più diverse tra loro. Abbiamo visto che lo stesso legislatore nell'articolo 160 dice attraverso qualsiasi forma e poi elenca una serie di forme attraverso la quale solo esemplificative, attraverso le quale si può fare l'operazione. L'operazione, poi, nello stesso tempo, può essere costruita in modo più o meno blindato. Lo scopo che si deve porre è ovviamente quello di trasferire gli asset core, le, le attività, le anime dell'azienda, i rami d'azienda, alla NUCO, quelli che hanno, sono ancora profittevoli, che creano ancora, utili, che creano, che vale la pena che siano conservati. Le, gli strumenti attraverso i quali si può fare questa operazione sono infiniti. Io ho provato, guardando un po' di operazioni, a, a farne un elenco. Affitto di azienda da parte dell'impresa in crisi alla NUCO con previsione di compravendita condizionata all'omologa del concordato. Questa forse è una delle strade più eh, limpide e la compravendita già perfezionata prima del deposito della domanda di concordato, condizionata all'omologa del concordato. Oppure si può immaginare un contratto preliminare di acquisto dell'azienda stipulato anche in questo caso prima del deposito della domanda di del concordato e che subordini la stipulazione del definitivo alla condizione sospensiva dell'omologa. Ancora un'altra un ipotesi e queste hanno sempre ad oggetto l'azienda. Vedremo che poi si possono immaginare anche operazioni che non abbiano oggetto l'azienda ma abbiano ad oggetto partecipazioni azionarie e dopo lo vedremo. Oppure si può ipotizzare una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, io ho ipotizzato in questo esempio valido fino al termine di scadenza del contratto di affitto o quantomeno fino alla prima scadenza in caso di rinnovo. Con cui l'affittuaria si obbliga irrevocabilmente, ora per allora, ad acquistare l'azienda oggetto del contratto, ad un prezzo già convenuto e predeterminato che verrà corrisposto nel momento della cessione definitiva. Oppure eh, ci possono essere altre soluzioni che garantiscono metodo il ceto territorio. E penso che rispetto a queste soluzioni, il professor Censoni a me pare di aver letto da qualche parte che avesse qualche dubbio sul fatto che si potesse ipotizzare un contratto di affitto di azienda contenente un diritto di opzione o un diritto di prelazione da parte dell'acquirente, del conduttore. È, è vero che si lascia il pallino in mano all'acquirente al conduttore chiamiamolo come volete di decidere se esercitare l'opzione, se esercitare la prelazione. A me sembra che però nella nuova disciplina del concordato preventivo, cioè la natura contrattuale che permea che è imminente in tutta la nuova disciplina del concordato preventivo, non ci sia nulla che impedisca questo tipo di operazione. Altro è il problema di fattibilità. Altro è il problema dell'esperto che attesterà se questa è un'operazione credibilmente fattibile o meno. O in sede di opposizione, di eventuale opposizione all'omologazione, il Tribunale scenda nel merito di queste cose. Non mi sembra che però, ai fini dell'ammissibilità del concordato preventivo, ai, fi ai fini della revoca del concordato preventivo, una previsione di questo tipo possa essere intercettata. Un'altra ipotesi, io sto cercando di andare abbastanza veloce perché devo recuperare il tempo del professor Rossi. Eh, Un'altra ipotesi eh, può eh, prevedere che l'azienda venga conferita con un selezionato monte di passività in un ANIUCO Unipersonale, ho fatto un esempio perché unipersonale, perché in realtà il socio dell'ANUC in questo momento è la società che ha depositato la domanda di concordato. Da cedere a terzi dopo l'omodoga del concordato mediante trasferimento delle relative azioni. Contestualmente, ovviamente bisogna prevedere che esista una proposta irrevocabile di acquisto di azioni da parte Nuco. Dov'è che il Tribunale nel caso del San Raffaele è stato, si è irrigidito? Si è irrigidito sul fatto che nel caso del San Raffaele la proposta irrevocabile del, da parte Nuco è stata accettata dalla società prima del deposito della domanda di del concordato preventivo. E quindi... In questo caso il tribunale si è trovato di fronte a una domanda blindata, a un contratto che si era già perfezionato. Eh, tra l'altro in questo caso a me è venuto un dubbio rileggendo il provvedimento del tribunale di Milano, forse sto dicendo delle sciocchezze, ma eh, ehm, eh, mi chiedevo questo. La struttura dell'operazione dell Raffaele è, quella che è, molto, è complessissima. Ma nella sua, nei suoi tratti elementari è questo. Ma se il Tribunale, per esempio, avesse aderito alla, alla tesi che considera il trasferimento di un pacchetto azionario un contratto reale, avesse ulteriormente aderito alla tesi, o fosse vera la tesi per cui non è possibile, un preliminare di un contratto reale. Oppure ancora se il Tribunale avesse ritenuto che giuridicamente non è possibile un preliminare di società, sarebbe potuto intervenire. Cioè questo è un problema di fattibilità del piano, perché questo non è un problema di fattibilità del piano, questo è un problema di costruzione, di tecnica giuridica della costruzione del piano. Per me il problema del Tribunale di Milano non se l'è posto. Non se le posto perché in realtà la tesi del fatto che il trasferimento di un pacchetto azionario sia un contratto reale, non sia un contratto consessuale con offerte così è una tesi minoritaria, perché ormai chi dice che è il preliminare è di preliminare. Però se fosse, se fosse vero quello che dico io e sto ragionando per assurdo, e quindi la costruzione fosse giuridicamente sbagliata, il Tribunale potrebbe intercettarla. È un, che cos'è questo? È un problema di fattibilità, che allora è il perito attestatore eh? oppure il Tribunale può intercettare? Proprio che la. Che la costruzione giuridica, anche perché, per esempio, il preliminare. Qui nel Serafraele c'è un problema che mi è venuto in mente stamattina, quindi può darsi che stia dicendo delle cose. Ma c'è un problema di preliminare di, 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 di costituzione di una società che è fatto non per atto pubblico. L'atto costitutivo è fatto per atto pubblico, quindi, in realtà, forse non è neanche un problema di validità o meno di un preliminare di società. Ma il problema sta... consiste nel fatto che è un preliminare fatto per scrittura privata di costituzione di società, e il premiare, 1351, direi, avrebbe dovuto essere fatto atto per fatto pubblico. Che cos'è? Cioè, è un problema di fattibilità questo, o è un problema giuridico di costruzione del... Non lo so, eh, tra l'altro non ho fatto neanche in tempo a pensarci, perché sono cose che mi sono venute in mente eh, stamattina, mentre riguardavo quello che volevo dirvi. Oppure è possibile una costituzione di un agnuco che propone come assuntore, in tale qualità... Acquista le attività della procedura, cioè il terzo acquista dal di fuori le attività della procedura e si impegna a pagare i creditori della procedura. Questa per esempio è stata la struttura dell'operazione che ha fatto Bondi in Parmalat. Era una legge marziana, era un'amministrazione straordinaria, però in realtà la struttura di quell'operazione, la Nuco di Parmalat ha operato come assuntore. Qui delle cose banalissime eh, che mi vergogno a dirvi: nelle clausole del, clausole del contratto di affitto di azienda stipulate prima del deposito della domanda di del concordato, bisogna nel contratto di affitto d'azienda prevedere ovviamente una clausola di questo tipo: debiti e crediti, cioè che restano in capo al cedente tutti i debiti, i crediti, gli oneri le responsabilità maturate, madurande per i rapporti sorti, per le produzioni dei beni, bisogna insomma separare le passività della old company dalla new co in modo da evitare che la new co si trovi, ma io però ho visto un'operazione nella quale ci si era dimenticati di mettere una clausola di questo tipo, non ci credevo, ho dovuto leggere il contratto 50 volte per convincermi, quando la struttura eh, contrattuale lo permette, probabilmente è possibile inserire una clausola che prevede il diritto degli organi della procedura di provocare lo scioglimento del contratto di affitto o di qualsiasi altro contratto, perché evidentemente queste sono clausole che probabilmente non incidono sulla struttura giuridica del contratto, ma è inutile raccontarsi è inutile raccontarsela, mi sembra che sarebbero molti graditi sia agli organi della procedura sia probabilmente al Tribunale stesso che attraverso questo meccanismo si rende conto della bontà. Della proposta concordataria. Poi vi dicevo, non vi ho parlato dei problemi del diritto di lavoro, dei problemi di lavoro che invece sono problemi di difficilissima risoluzione, anche perché in realtà non c'è una norma analoga al 105 della legge fallimentare, richiamata dal 182 della legge fallimentare, quindi in realtà i lavoratori, il problema dei lavoratori va risolto in un altro modo e i lavoratori, in caso di affitta e cessione d'azienda. Eh, rimangono in capo anche alla Nuco, eccetto che non si facciano dei contratti, accordi sindacali, che non si riescano a trovare sistemi diversi. Ci sono poi degli altri problemi, ai quali, dei quali vi faccio solo cenno e se riesco a chiudere in tre minuti, ho rispettato la mezz'ora e ho recuperato il tempo che dovevo recuperare. Bisogna regolare il magazzino e i prodotti finiti che sono già in capo alla All Company e di solito in questo caso si fanno dei contratti estimatori, tipo quelli degli, degli edicolanti. Poi bisogna regolare invece l'acquisto delle materie prime da parte della NUCO e anche questo va regolato in maniera diversa secondo le società, secondo, scusate le necessità della NUCO, che evidentemente non può avere in pancia dei costi più alti di quello che produce nel momento in cui comincia l'attività. Poi ci sono ulteriori problemi nel caso in cui l'immobile è distinto dall'azienda perché c'è un leasing, eccetera, in questo caso evidentemente i problemi degli immobili se non fanno parte dell'azienda vanno trattati separatamente. Questi sono i miei incubi notturni quando penso a queste cose e cioè l'ammontare dei canoni d'affitto perché io penso sempre ai riflessi in caso di fallimento, cioè se il canone d'affitto non è congruo, stiamo distraendo attività e allo stesso tempo con riferimento al prezzo dell'azienda, riflessi in caso di fallimento, in caso di cessione, perché in, que in questi casi eh, probabilmente ci sono dei problemi, in ci sono dei problemi di involontaria distrazione. Qua c'è una sorta di bibliografia. Vi ringrazio e ho chiuso. Ringrazio il professor Landino Guidotti per vari motivi, innanzitutto per averci consentito di recuperare il po' di tempo che si era perso all'inizio. L'unica qualità della relazione del classico è stato quarto d'ora accademico, ma poi anche per eh, notevole serie come dire, di eh, profili eh, con una indicazione precisa anche di possibili clausole che possono essere inserite. Nella domanda di concordato, nei contratti stipulati, affitto, stipulati prima, eccetera. E tutto questo naturalmente è, come dire, è prezioso per gli operatori del diritto per i professionisti che, si occupano, che si, occupano, si occupano di queste procedure però proprio perché la materia è così complessa e articolata io suggerirei però di dormire sonni tranquilli ugualmente senza, senza necessità naturalmente di, ave, di prendere dei calmanti la sera e soprattutto di non sognare la notte queste problematiche eh, ma la, ehm, io credo che giustamente il professor Guidotti abbia Abbia, abbia distinto come dire eh, nel tema della sua, oggetto della sua relazione i due, eh, le, i due casi diversi, cioè l'ipotesi eh, della eh, continuazione dell'azienda con per il perseguimento di una finalità sanatoria diretta o interna e finalità sanatoria indiretta o esterna. Eh, ci sono vantaggi e svantaggi, come il professor Guidotti ha giustamente sottolineato. Eh, vantaggi e svantaggi per l'una e per l'altra ipotesi. Per eh, il concordato con finalità di sanatoria diretta, ci sono i vantaggi che lui stesso ha indicato: semplificazione di carattere burocratico-amministrativo, riduzione di costi ma eh, eh, aggiungerei anche mantenimento della clientela e, e dell'immagine soprattutto che l'impresa sull'esterno, ciò che può essere determinante e rilevante proprio ai fini del successo del concordato preventivo. Ecco. Eh, e, ci sono, e ci sono svantaggi. Io credo che uno dei problemi invece più eh, rilevanti nella proposta di concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale sia di distinguere all'interno dell'unico patrimonio dell'impresa concordataria la parte destinata in qualche misura al soddisfacimento dei creditori e la parte destinata comunque alla continuità aziendale, perché la continuità aziendale presuppone che una parte dei beni e delle risorse anche finanziarie debba essere tenuta lì ferma anche per la difficoltà dell'impresa stessa di avere nuovi finanziamenti in realtà in pendenza di concordato. Voglio dire che noi possiamo parlare di difficoltà di finanziamenti in funzione della proposta di concordato, ma abbiamo una difficoltà anche per ottenere finanziamenti nel corso del concordato, quindi l'impresa che vuole continuare pur eh, diciamo, in, attraverso il concordato vuol continuare la sua attività aziendale deve anche mettere in conto di dover ricavare la finanza che serve per mandare avanti quell'attività, dalle risorse che ci sono nella stessa azienda, il che comporta che una parte dei beni non possa essere come dire, destinata alla liquidazione per soddisfare i creditori e reperire come dire, quella liquidità che servirà appunto a soddisfare i creditori, ma deve indirizzare una parte della, della sua, delle sue attività proprio alla continuazione del, dell'azienda, dell'attività dell di impresa. E questo naturalmente eh, crea subito una difficoltà, perché i creditori dovranno allora valutare se eh, necessariamente se a loro conviene in qualche modo rinunziare a una parte dell'attività dell'impresa ma nella prospettiva di poter ricavare di più dalla continuazione dell'attività aziendale oppure invece eh, eh, giungere alla liquidazione della stessa e quindi sostanzialmente poi alla, alla, alla conversione del concordato preventivo e fallimento. Quindi è, un, è una valutazione che in realtà devono fare i creditori. E questa valutazione da che cosa può essere condizionata? Evidentemente può essere condizionata dal tipo di attività che viene svolta dall'impresa che propone il concordato preventivo. Se si tratta, distinguendo a seconda che si tratti di un'attività di tipo industriale o di un'attività di tipo commerciale, a seconda che ci sia un, un patrimonio cospicuo, per esempio costituito dai mobili, o a seconda che il, il, diciamo, le attività dell'azienda siano legate allo svolgimento della sua attività, se si tratta di un'impresa di natura commerciale per esempio, che quindi può reperire liquidità soltanto se continua l'attività aziendale, i creditori sanno già che potranno avere qualche soddisfacimento dei loro crediti solo se quell'attività continuerà, ma se quell'attività non continuerà è presumibile che gli stessi non verranno soddisfatti, che in percentuale minima o addirittura non verranno soddisfatti in nessun modo. Ecco, quindi è una valutazione questa che è rimessa... E i creditori e la difficoltà dei professionisti, lasciamo da parte il caso del San Raffaele, dei professionisti che devono operare per come dire mh, mh, giungere alla fine, a consentire al debitore di presentare un concordato preventivo con continuità aziendale, sta appunto in, in questo, nella mh, oculatezza, nello scegliere quella parte di patrimonio da destinare comunque alla liquidazione e al reperimento di liquidità per il soddisfacimento dei creditori e quella parte invece da destinare eh, come dire, alla continuità aziendale, quindi da sottrarre a una liquidazione immediata, un'attività liquidatoria immediata. Questo per quel che riguarda eh, il concordato preventivo con finalità risanatorie dirette o interne. Per, però giustamente il professor Guidotti ci ha detto che anche il concordato concessione dei beni può raggiungere una finalità risanatoria. Anzi, io direi che questo in realtà sarebbe... È un auspicio fatto dallo stesso legislatore, nel momento in cui nell'articolo 182 al quinto comma ha richiamato gli articoli da 105 a 108 ter della legge fallimentare e non dimentichiamoci che il primo comma dell'articolo 105 della legge fallimentare fissa un criterio che a mio avviso costituisce un po' una norma fondamentale della liquidazione, della liquidazione fallimentare. Non a caso è, la, è il primo comma, della prima norma che si occupa della liquidazione fallimentare, cioè la prospettiva di mantenere in qualche modo l'unità aziendale o l'unità di rami aziendali, cosicché lo smantellamento, la liquidazione, come dire, eh, pezzo dopo pezzo del complesso aziendale costituisce soltanto una eventualità eh, successiva, subordinata, vorrei dire, in funzione solo qualora attraverso la cessione dell'azienda o di rami d'azienda non si raggiunga un migliore soddisfacimento delle pretese creditorie perché sempre l'obiettivo delle procedure concorsuali, non dimentichiamoci, è sempre quello, cioè il soddisfacimento dei creditori ed è questo enunciato anche nella. Prima disposizione sul concordato preventivo, perché la ristrutturazione dei debiti deve comunque mirare in ogni caso al soddisfacimento dei crediti e questo è espressamente enunciato, quindi questo resta comunque nonostante quello che è scritto nelle pagine introduttive della relazione ministeriale alla, 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 legge, alla nuova legge fallimentare, cioè il, eh, il profili di continuazione dell'attività aziendale, di salvataggio delle imprese, eccetera. Ma, insomma, L'obiettivo però resta se delle procedure concorsuali ciò che determina anche la concorsualità è il soddisfacimento dei creditori, seppure con tutte le caratteristiche che il concordato consente, suddivisione di creditori in classi, eh, trattamenti differenziati per classi di creditori e, e, e quant'altro. Ma mh, il problema del concordato preventivo con concessione di beni, i problemi che si pongono con riferimento al concordato preventivo con concessione di beni sono. Sono di diverso tipo e credo che anche il professor Guidotti ne abbia segnalato alcuni profili, per esempio laddove ha fatto riferimento a questo limite esterno, a questo principio generale vorrei dire, del diritto: che è l'impossibilità comunque di utilizzare una procedura concorsuale per raggiungere per conseguire una finalità di abuso, cioè abuso dello strumento processuale, abuso dello strumento concordatario. A questo ha fatto riferimento anche la Corte di Cassazione, credo che ce ne parlerà il, eh, naturalmente il eh, giudice eh, dottor Alessandro eh, Farolfi, nella, eh, mi pare nella eh, sentenza del giugno del 2011, la 13.817, in cui ha consentito, sì, naturalmente, alla, alla, come dire, alle imprese in crisi alle imprese in difficoltà, alle imprese insolventi di ricorrere al, allo strumento concordatario ma però sempre con questo limite che l'utilizzazione dello strumento concordatario non un abuso del diritto le tematiche sull'abuso del diritto qui si intrecciano molto interessanti il modo come si intrecciano le tematiche sull'abuso del diritto con, queste, eh, con quelle delle procedure eh, concorsuali bisogna dire che la figura dell'abuso del diritto è una figura che è stata ampiamente studiata dai dai civilisti fin da epoche, eh, fin da epoche eh, lontane, molto è stato scritto e detto negli anni, nel corso degli anni 50, 50 nel corso degli anni, degli anni 60, ma alla fine anche la giurisprudenza è arrivata a valorizzare questo principio. Abuso del diritto significa che non si può come dire, utilizzare un, un diritto eh, in modo da conseguire un uh, arrecare un danno che non sia come dire, proporzionale rispetto all'utile che viene arrecato a colui che utilizza un certo strumento se l'utilizzazione dello strumento non produce alcuna utilità per chi utilizza quello strumento ma produce sostanzialmente un danno per, eh, per un altro soggetto l'uso del di diritto che sarebbe legittimo in sé perché naturalmente usare del diritto significa Seguire le regole fissate dall'ordinamento giuridico si trasforma in abuso del diritto, cioè l'uso in qualche modo spregiudicato di ciò che costituisce un diritto diventa un abuso se provoca un danno che non è giustificato al terzo, che non è giustificato rispetto alle utilità che in realtà l'utilizzazione corretta del diritto potrebbe, potrebbe portare. Questa è una tematica, ripeto, estremamente interessante che si intreccia proprio tra l'altro con i profili di cui dovrà occuparsi il giudice il dottor Farolfi. Eh, il quale eh, ci, eh, ci parlerà, come sapete, della, della revoca e della dichiarazione di fallimento. e appunto di revoca qui si trattava nel caso della, eh, di revoca, della, della visione, della revoca e dichiarazione, e dichiarazione di, conseguente di, di fallimento seguito naturalmente mh, successivamente all'apertura del concordato preventivo. La parola al giudice Farronfitto. Benissimo, grazie professore e un ringraziamento e un caro saluto naturalmente a tutti i presenti. Modena continua a rimanere in un angolo del mio cuore nonostante oggi abbia visto alcuni professionisti ravennati, questo mi fa anche d'altra parte piacere e quindi niente, un saluto innanzitutto. Ehm, L'articolo... L'argomento che mi è stato assegnato in qualche modo probabilmente eh, richiederebbe di per sé solo l'intero spazio eh, di un convegno. Quindi mi scuso in anticipo se la mia esposizione sarà frammentaria, ma d'altra parte con un sottotitolo come frammenti di disciplina mi sì, sì. sento autorizzato a rimanere nell'ambito del, eh, del titolo, diciamo, non uscirò dal tema. Eh, L'articolo 173. L'articolo 173 della legge fallimentare, definito a volte un fossile normativo dato per morto, e da alcuni stigmatizzata la cosiddetta resurrezione ad opera della giurisprudenza di merito, considerato da altri un'anacronistica eh, un disposizione da rifondare. Eh, è tuttavia una disposizione eh, vigente che interroga l'interprete su, ehm, sul tema dell'intervento del Tribunale nell'ambito della procedura concordataria. E devo, eh, devo dire subito che probabilmente... L'enfasi che si pone fra le teorie privatistiche e le teorie cosiddette pubblicistiche o processualistiche del concordato, questa enfasi probabilmente è esagerata, nel senso che io mi ripropongo in questi pochi minuti di evidenziare, di porre insomma, alcuni elementi per far ritenere come una piena adesione alla natura privatistica di questo istituto non sia di per sé un ostacolo a eh, consentire una valutazione da parte del Tribunale che chiaramente va eh, ricondotta, il cui oggetto va ricostruito sulla base delle disposizioni del tessuto normativo eh, di cui ci occupiamo. In primo luogo va evidenziato come l'articolo 173 Parli di eh, revoca dell'ammissione al concordato, ehm, esponendo una serie di situazioni, una serie di situazioni che possiamo in qualche modo ricondurre agli atti di frode, il primo comma. Il compimento di operazioni che eh, non siano autorizzate, eh, ultimo comma, articolo 167, l'autorizzazione del giudice delegato, e infine il venir meno delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. Devo dire che in realtà i problemi che si pongono a livello teorico riguardano proprio quest'ultima categoria di comportamenti. In effetti sono. Se scorriamo la decisione, ad esempio, che è stata più volte evocata della Cassazione 23 giugno 2011, estensore Zanichelli, noi troviamo una seconda parte della sentenza che è autonomamente sufficiente a giustificare la bontà della decisione, nel senso che in quel caso si trattava di ehm, rilevare la possibile incidenza negativa sulle prospettive della liquidazione di contratti di disposizione che la società debitrice ammessa al concordato aveva compiuto ante ammissione e che erano stati indicati. Quindi non vi era nulla di diciamo occultato. Basterebbe questo elemento, a mio avviso, senza in realtà ripercorrere, come viene fatta nella prima parte di questa autorevole decisione, tutte le problematiche sulla natura privatistica o pubblicistica, sui limiti di ammissibilità. Questo perché, a me pare... Anche se naturalmente sono state sostenute tesi diverse, che quando si parla di mh, occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, dolosa omissione o denuncia di crediti, passività insussistente e altri atti di frode, la norma prima ancora richieda che il commissario giudiziale accerta. Nell'accertamento sta non, io ritengo, la conferma di un qualcosa che era già stato. Tritto nella proposta concordataria, ma l'accertamento di un eh, qualcosa di nuovo, appunto, che è tale da incidere sul consenso che consapevolmente i creditori devono esprimere, sono chiamati ad esprimere e che è in qualche modo viziato proprio dalla presenza di questo atto di frode che appunto viene accertato. Quindi nel caso trattato eh, ad esempio dalla decisione del 23 giugno 2011 non vi è un atto di frode in senso tecnico, vi può essere un, com un comportamento che incide sul valore dei beni aziendali e vedremo dopo quale può essere questo, questo, questo risultato, ma non vi è, io credo, un atto di frode in senso tecnico. Da questo punto di vista, ehm, ad esempio, eh, io penso che fra l'altro eh, l'esame di questa categoria di atti debba essere in qualche modo, mh, diciamo, eh, verificata in relazione ai diversi tipi di concordati che possono nella realtà proporsi. Eh, ad esempio, il problema dell'occultamento o della dissimulazione di parte dell'attivo si pone a mio avviso in termini diversi a seconda che ci troviamo dinanzi ad un concordato puramente liquidatorio oppure ad un concordato misto con prestazione di garanzia, nella quale in realtà eh, il tema si sposta non tanto sui sulla Attività di liquidazione prevista, che pure può essere prevista, quanto sulla serietà delle garanzie che sono in realtà inserite nel piano al fine di eh, raggiungere quelli che sono gli obiettivi del piano concordatario. Eh, dico anche subito una, una cosa che potrebbe sembrare sorprendente, ma in realtà anch'io penso che la percentuale che è indicata nel piano non sia vincolante e eh, però non è neanche irrilevante, aggiungo. Eh, e, e quindi da questo punto di vista eh, occorre, credo, eh, prendere in esame quelle che possono essere, diciamo, le portare alle estreme conseguenze quelle che possono essere, quella che può essere l'adesione alla teoria privatistica eh, del concordato preventivo. È intervenuto, ad esempio, e la cosa è abbastanza curiosa perché in realtà l'estensore faceva parte anche del collegio eh, che ha eh, deciso la sentenza del 23 giugno del 2011. È intervenuta una recente sentenza, sempre della prima sezione civile della Cassazione, che eh, relatore Bernabai depositata. Poco tempo fa, il 15 settembre del 2011, dove adottando questo per dimostrare in realtà come possa a volte essere sopravvalutato eh, quel problema di conflittualità fra opposte visioni del concordato, partendo da una concezione, non dico, Identica, ma pressoché identica alla base di partenza da cui si muoveva o nell'ottica della quale si muoveva l'estensore Zanichelli, giunge a delle conclusioni radicalmente diverse per quanto riguarda la parte emotiva circa il vaglio affidato al Tribunale in sede concordataria. Per poi, ancora una volta, passare alla considerazione di un comportamento che andiamo a vedere che anche qui eh, indubitabilmente invece costituisce eh, un atto frodatorio tale da giustificare in questo caso il rigetto del ricorso, ma probabilmente anche in questo caso senza l'esigenza di eh, ricostruire a livello teorico eh, quello che era o che è nella visione del relatore, eh, il vaglio concesso al Tribunale. In particolare eh, qui eh, si, fa, eh, si fa riferimento ad una problematica che purtroppo eh, in realtà si può porre nella pratica e che riguarda la decadenza della società in crisi da finanziamenti agevolati, mirati concessi eh, ad esempio dal Ministero delle attività produttive che si ripercuotono in senso ovviamente negativo sulla prospettiva di liquidazione eh, del patrimonio aziendale perché determinano l'insorgenza di un credito particolarmente importante e tale da spostare completamente quelli che erano gli equilibri inizialmente previsti. In questo caso... Diciamo, la parte in non è particolarmente estesa, ma mi pare, diciamo, abbastanza chiaro che dell'esistenza di, di questo tipo di credito non vi era nessun accenno nell'ambito del piano concordatario. Ora, è possibile che... Questo sia stato, questo la, eh, mi pare la sentenza non lo chiarisca perché si occupa del profilo indiritto. È possibile che il credito, ad esempio, non fosse ancora sorto nel momento in cui è stato predisposto il piano, perché ad esempio non vi era stata una decadenza eh, pronunciata dal Ministero che richiedeva l'immediata restituzione dell'intero. In questo caso. Saremmo al di fuori degli atti di frode in senso proprio e dovremmo piuttosto preoccuparci se questa situazione determina la possibile applicazione dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 173. Diverso invece sarebbe il caso, qui non è dato chiaramente comprendere, se invece la, ehm, il Ministero aveva già pronunziato la decadenza e quindi il piano in questo caso ha totalmente omesso di esporre questa passività. Chiaramente le due situazioni sono, sono diverse, quello che la Cassazione sembra dire però è che la conseguenza è sì alla revoca. E dice in questo caso sì alla revoca perché vi è, non si occupa in termini precisi di percentuali, ma dice: evidentemente il credito è importante, vi è uno stravolgimento delle stesse prospettive liquidatorie. In realtà eh, è proprio quest'ultimo comma probabilmente a porre i problemi, i problemi maggiori. Per quanto riguarda gli atti di frode, in realtà una particolare attenzione credo che ad esempio eh, per quanto riguarda l'omessa indicazione di crediti o l'esposizione di passività insussistenti, eh, questo, questo, questa categoria di atti si intrecci anche ehm, in modo molto stretto con il problema se il concordato prevede la suddivisione in classi oppure no. È evidente che, ad esempio, L'esposizione di un privilegio inesistente o l'indicazione di, ovvero l'omessa indicazione di un privilegio in realtà sussistente, potrebbe alterare i meccanismi di voto. In sostanza, qui vi è una stretta, anche una stretta, uno stretto collegamento di questa disposizione con quelli che sono i poteri di verifica del Tribunale per quanto riguarda per quanto riguarda la regolare formulazione delle classi. La categoria di atti relativi che siano stati commessi in assenza di eh, autorizzazione da parte del giudice delegato. Questi chiaramente si pongono in uno spazio che eh, riguarda l'ammissione già avvenuta. Eh, io penso di ritenere che qui la norma vada interpretata non in senso, diciamo, eh, punitivo, cioè eh, mi pare di condividere la tesi che la meritevolezza ormai è estranea è alla procedura concordataria e quindi l'atto non autorizzato intanto potrà dare luogo a revoca della missione concordataria in quanto sia idoneo a incidere negativamente sul patrimonio. È stato fatto, ma è arrivato anche eh, agli onori di una decisione, quindi il problema della vendita di autoveicoli che era stata effettuata al giusto prezzo e a mio parere, giustamente, si è detto non è motivo sufficiente di revoca proprio perché in questo caso l'omissione è di carattere formale. E non è tale da riflettersi negativamente sulle prospettive della liquidazione. Arriviamo all'ultima velocemente all'ultimo comma dell'articolo 173 perché altrimenti potreste pensare che sto in qualche modo aggirando il problema fondamentale. Eh, in, una, eh, in una nota di penta sul problema della, della revoca e su diciamo anche mh, i collegamenti che si pongono rispetto al tema della risoluzione del concordato preventivo sia a mio avviso correttamente evidenziato che non si può dare un'importanza così eh, elevata alla distonia testuale che esiste nell'articolo 173 laddove si dice mancano le condizioni rispetto all'articolo 162 quando si parla unicamente di presupposti eh, probabilmente si tratta di un difetto di coordinamento cui il nostro legislatore ci ha ormai eh, abituato e eh, il nucleo del problema ritorna probabilmente ad essere eh, quello della verifica, quello della verifica di ammissibilità. Ora a me sembra però chiaramente eh, è una proposta interpretativa eh, da giudice di merito, quindi. Eh, peraltro eh, noto che questa decisione della Cassazione che appunto dico curiosamente non evidenzia neanche l'esistenza di quella del 23 giugno, quindi non si pone in motivato dissenso, semplicemente ne prescinde e adotta uno schema eh, ricostruttivo completamente, la base di partenza è la stessa, ma gli approdi sono, sono diversi. Ecco, io credo che eh, il tema della valutazione di ammissibilità del concordato eh, in realtà eh, rifletta alcuni elementi alcuni elementi che eh, possono darsi per certi e altri in qualche modo, per quello che di certo viene il diritto, e altri eh, in qualche modo siano più dubbi. Primo abbiamo detto è esclusa una valutazione di meritevolezza. Un esempio che è stato posto in dottrina, a me pare abbastanza calzante, è questo. Diciamo che un'impresa abbia operato sul mercato prima dell'ammissione alla procedura concordataria in modo allegro, non voglio ricorrere alle categorie penalistiche del dolo, e eh, abbia inserito nel proprio bilancio dei crediti molto consistenti senza operarne le dovute svalutazioni, cosa che invece fa prima dell'ammissione al concordato e quindi la proposta concordataria riflette una eh, valutazione in quel momento veritiera. Bene, credo che siamo fuori dal problema della valutazione di ammissibilità i creditori faranno le loro valutazioni in cuor loro eh, facendo qualche conto e in ciò aiutati dal commissario giudiziale al fine di capire se l'eventuale prospettiva fallimentare possa essere più o meno conveniente. Credo anche che sia fuori dallo spazio di valutazione in sede di ammissione alla procedura concordataria quella che può essere la convenienza in sé del concordato. Sotto questo punto di vista, ecco, ritengo appunto corretto in sé l'affermazione di dire il fatto che prospetti una certa percentuale non è per me vincolante. Ma io credo, se accediamo alla tesi che da un lato la convenienza è stata affidata ai creditori e riemerge in sede di omologa soltanto in caso di opposizione, dall'altro, dall'altro, il tema della meritevolezza è stato del tutto espunto dal problema, il problema della invece centrale dell'ammissibilità non possa ricondursi a, uso un'espressione forte ma che è contenuta, non è mia quindi mi permetto di appropriarmene, e in questa sentenza del 15 settembre la Cassazione dice letteralmente non può essere una spunta dei documenti elencati dalle disposizioni in tema di ammissione del concordato, in particolare dall'articolo 161. Ora si tratta quindi di capire esattamente che cosa, che cosa fare. Siamo di fronte a una proposta contrattuale, una proposta contrattuale che è destinata a poter essere accettata o non accettata. La natura negoziale del concordato mi pare che non possa più essere in qualche modo rimessa in discussione. Però è un accordo che in qualche modo è vigilato, perché altrimenti non vi sarebbe, non vi sarebbe un iter procedimentalizzato. Ecco, sotto questo punto di vista, diciamo l'unico passaggio su cui diciamo proprio fatico a, um, a concordare nella sentenza del 23 giugno, è un passaggio apparentemente piccolo. Ed è quando eh, si afferma che la, che la relazione del commissario giudiziale è destinata unicamente ai creditori. Io aggiungerei destinata anche ai creditori, perché se il 173 disciplina espressamente il fatto e la circostanza che il commissario giudiziale riferisca al tribunale, e il tribunale d'ufficio, guardate, non esiste questo tipo di potere ufficioso nell'ambito della, eh, della dichiarazione di fallimento, ad esempio. Eh, io tocco un tema, ma personalmente eh, situazioni in cui vi sia una desistenza, adesso è un tema molto dibattuto anche se guardiamo il caso, in cui vi sia una desistenza e eh, il Tribunale eh, sollecita il pubblico ministero perché eh, svolga un ruolo vicario del creditore che ha prestato la desistenza, come mi pare un, un tema in qualche modo che eh, trova già una risposta nella, nella riforma e quindi, eh, quindi c'è un ridimensionamento dei poteri ufficiosi salvo, salvo qui in realtà la relazione del commissario giudiziale si rivolge proprio e prima ancora che ai creditori anche al tribunale affinché prima che questi esprimano la propria volontà o anche dopo, come vedremo, purché non sia intervenuta l'omologa, se è stata falsata in qualche modo la possibilità di percepire la realtà dal piano concordatario, vi possa essere questa volta sì un intervento. Del Tribunale, che non è detto porti al fallimento, non lo è nel caso in cui ad esempio il concordato nascesse senza precedenti istanze di fallimento, perché il Pubblico Ministero potrebbe non proporre lui un'istanza di fallimento, ma non lo è neanche nel caso in cui attivato il, il subprocedimento tendente alla revoca. Diciamo la società debitrice, eh, mossa da o, o il debitore, eh, mossa da resipiscenza o riperite fonti di finanziamento da soggetti terzi, eccetera, modificasse la proposta, e a questo punto io credo si dovrebbe passare alla verifica rispetto alla nuova proposta. In qualche modo come se fossimo davanti a una cessazione della materia del contendere sulla prima. Facciamo un'ipotesi, un'ipotesi che neanche questa è di scuola, perché purtroppo la realtà offre, offre esempi maggiori della di, di, di quanto la nostra fantasia potrebbe immaginare. Um, un piano liquidatorio prevede eh, la valorizzazione attraverso procedura competitiva di un eh, immobile che eh, è nella disponibilità della società ammessa al concordato sulla scorta di un contratto di leasing. Sulla base di questa proposta di per sé non indecente la società è stata ammessa alla procedura concordataria. Peccato che per equilibri finanziari della stessa carente non sia in grado di continuare nel pagamento dei canoni che costituiscono chiaramente in relazione ai principi sui rapporti pendenti applicabili alla materia concordataria un debito che la società deve onorare in prededuzione se vuole continuare. Sarebbero possibili accolli da parte di altri soggetti, però diciamo che il piano nulla prevede. A questo punto sopravviene la comunicazione di recesso della società di leasing stanca di... Eh, è chiaro che siamo di fronte a una modifica radicale. Ora il punto nei concordati liquidatori diventa tolta la, la possibilità che vi fosse stata frode, quindi non si era detto che era in leasing, ma si era trattato come se fosse in proprietà e quindi fuori da questo caso limite. Nell'ipotesi in cui questo si verifichi, vi è il problema appunto della vincolatività della percentuale. Ma vi è, io credo, ancora prima un problema. Eh, di carattere negoziale. Se il Tribunale può intervenire d'ufficio sulla base di una relazione del commissario giudiziale, probabilmente la sua valutazione, la valutazione del Tribunale in questa fase può, nell'ambito della proposta concordataria, se la riteniamo una proposta contrattuale, ne potrà valutare eventualmente quelle che sono state definite anche eccezioni rilevabili d'ufficio. La proposta, ad esempio, potrebbe contenere A un'operazione del tutto illecita. È chiaro che per questa parte saremmo di fronte a una nullità. Si tratterà di verificare se sia scindibile questo tipo di, di operazione. Eh, con riferimento alla, ad esempio alla nullità parziale, se sia tale da determinare una caducazione dell'intero piano o se lo stesso possa sopravvivere magari per una percentuale più modesta, che però andrà chiaramente identificata. B, si potrebbe eh, verificare l'ipotesi eh, di una indeterminatezza, pensiamo a un a un piano che non sia fattibile alla luce della eh, relazione del commissario giudiziale perché indica degli elementi oggettivi, cioè non semplicemente una convenienza economica pura e semplice, ma vengono indicati una serie di elementi eh, che possono essere il caso che vi dicevo prima, possono essere, può essere la sopravvenienza di un credito che inizialmente non si era correttamente indicato perché non c'era, ma si è, è divenuto esigibile ed è in qualche modo verificabile e accertabile dal commissario giudiziale soltanto in corso di, in corso di procedimento. Eh, insomma una serie di eh, situazioni obiettive che rendono non fattibile anche da punto di vista astratto a questo punto il piano, probabilmente siamo di fronte ha una nullità, vorrei dire, per impossibilità dell'oggetto contrattuale. Quindi il fatto che il tribunale in questo momento lo accerti non mi sembra una deviazione rispetto, rispetto ai principi privatistici che vengono spesso evocati. Ecco, io credo quindi, mh, per cercare in qualche modo anche di... Di, di raccogliere le mie idee prima di tutto: eh, che ehm, parlare di concezione privatistica del concordato preventivo non sia in, ant in antitesi con una verifica da parte del tribunale esclusa la possibilità di incidere su che cosa? Ancora una volta, meritevolezza, convenienza e merito delle proposte, nel senso di sostituire con una sorta di visione paternalistica le operazioni con altre, perché piacciono di più, perché no, non vi è un'invasione di campo. Il Tribunale a quel punto prende atto della situazione e la rappresenta. E in realtà, appunto, a mio parere, vi può essere ancora, ad esempio, ammettiamo che questa situazione si verifichi, si verifichi prima delle votazioni, correttamente io credo che il giudice dovrebbe arrestare un attimo la procedura, quindi non andare al voto su una proposta che ormai diciamo, è emerso alla luce della relazione del commissario giudiziale come non fattibile o viziata, in modo da consentire alla società o al debitore ammesso alla procedura di modificare eventualmente oppure correggere il tiro quando ciò sia possibile e, e quindi andare in votazione su una proposta a questo punto diciamo correttamente percepibile. Io mi fermo, mi fermo qui nel senso che eh, poi posso ad esempio eh, richiamare un caso in cui di fronte a una Possibilità di e quindi a un mh, parere del commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 172 circa la non fattibilità del piano alla luce di una serie di a sopravvenienze, b verifica di esistenza di una eh, garanzia reale eccetera non, non indicata, ma forse non in modo doloso, eccetera. Eh, la società è intervenuta proponendo una serie di, di modifiche che hanno consentito di mandare al voto una proposta ridimensionata nelle sue prospettive, chiaramente, ma, e qui torniamo al punto di partenza, probabilmente la percentuale in sé non è vincolante nel senso che l'accordo non si forma sulla percentuale. Perché altrimenti saremmo nell'ambito della garanzia. Ma si forma però sul, non solo sulla cessione dei beni, ma sul tipo di cessione, quindi si tratta di modalità che devono essere appunto verificate in modo da essere valutate nella loro attendibile fattibilità. Il fatto che in quel caso poi i creditori abbiano deciso, visto il ridimensionamento, di non votarlo eh, è un incidente di percorso eh, che, non, che non esclude, a mio avviso, la correttezza di un percorso che abbia comunque dato la possibilità alla eh, società messa al concordato di mh, modificare, diciamo, aggiustare in corso d'opera quello che era il, il piano proposto. Per quanto riguarda, eh, ancora eh, poche cose, per quanto riguarda eh, il procedimento, il procedimento eh, si svolge eh, chiaramente attraverso un riferimento all'articolo 15, quindi siamo di fronte a un eh, procedimento nel quale eh, la società debitrice deve, o il debitore deve necessariamente essere in condizioni di interloquire. Eh, a mio avviso, quindi, ma penso sia comunque abbastanza normale, va fissata un'udienza apposita per la decisione sulla revoca: nel senso che, prospettata ad esempio, alla all'adunanza dei creditori la sussistenza di una fattispecie astrattamente idonea a portare alla revoca, non sarebbe consentito, sol perché ad esempio la relazione è stata depositata ad esempio 16 giorni prima a deciderla seduta stante, ma occorrerebbe comunque la fissazione di un'udienza ad hoc. E questo non toglie che anche la stessa sentenza... Eh, la stessa sentenza Zanichelli lo ha chiarito, occorra tenere distinti procedimenti. Si tratta sempre di un unico procedimento eh, all'esito del quale eh, se vi è richiesta, perché anche qui non, non ci si muove eh, d'ufficio, se vi è istanza eh, alla revoca dell'ammissione potrà conseguire la sentenza di fallimento. In questo caso cosa è reclamabile? Chiaramente la sentenza di fallimento, ma potendo far valere nell'ambito del reclamo la sentenza i vizi eventualmente relativi al decreto, perché si tratta di una fattispecie a formazione complessa in cui senza un legittimo decreto di revoca dell'ammissione non si può parlare di una legittima sentenza di fallimento. E... Resta sullo sfondo il tema dell'eventuale revoca dell'ammissione non seguita da sentenza di fallimento. Ho visto prospettate diverse ipotesi in questo caso per far valere questa doglianza. Io credo sarebbe percorribile in questo caso il ricorso diretto in Cassazione ai sensi del 111 e non lo dico perché, eh, perché credo che in questo modo. Effettivamente il semplice fatto della possibilità di reiterare il ricorso per concordato preventivo non sia sufficiente ad escludere uno strumento di tutela immediato rispetto a un decreto di revoca che fosse ad esempio viziato o... O, comunque, in qualche modo censurabile. Ecco, io mi fermerei qui e credo di essere stato sufficientemente frammentario per, per, per mantenere il tutto. <ride> Ringraziamo il dottor Farolfi, che è stato tutt'altro che frammentario, devo dire, eh, avendo puntualmente inquadrato anche dal punto di vista sistematico i vari problemi che l'articolo 173 pone. Sono assolutamente d'accordo con lui che l'articolo 173 non è una norma così en passant, ma è ancora oggi, ancora oggi, come per il passato, un pilastro fondamentale della disciplina del concordato, sulla quale tra l'altro poggia anche l'interpretazione e, 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 e la significatività di altre norme di rilievo ai fini per esempio della consecuzione delle procedure concorsuali come l'articolo 167 della legge fallimentare il collegamento con l'articolo 167 il senso dell'inefficacia di quell'articolo 167 secondo comma per gli atti di straordinaria amministrazione che intanto si comprende in quanto al concordato preventivo poi segue il fallimento, cioè voglio dire da tanti punti di vista questa mi pare una norma che resta ancora fondamentale certo i due temi eh, eh, principali sono quelli legati alla, alla, alla lettura e interpretazione della norma oggi dopo che eh, come dire, tutto il resto del sistema è stato rivisto, sia con riferimento all'accertamento eh, della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato, vedi soprattutto il giudizio di fattibilità su cui si è, si è soffermato il dottor Farolfi, sia con riferimento alla eh, corretta qualifica degli atti di frode, quali sono, cioè, perché questo poi coinvolge per la verità anche il tema della soppressione o non soppressione completa del giudizio di meritevolezza, che insomma è un tema eh, che richiederebbe una, una, una specifica relazione. Fattibilità, credo che eh, abbia assolutamente eh, ragione il dottor Farolfi, così come, aveva, così come prima eh, il Professor Guidotti, sul fatto che indubbiamente non si, forse al Tribunale può essere sottratto il giudizio di fattibilità economica. Eh, al Tribunale non è, che, non è richiesto di eh, esercitare un giudizio di fattibilità economica, ma però resta, pur sempre io ho distinto già da tempo questo duplice profilo del giudizio di fattibilità, resta il potere di verificare invece la fattibilità giuridica. Che, vabbè, se si tratta di concordato concessione dei beni forse c'è anche poco da verificare ma se si tratta di concordato con ristrutturazione e, e operazioni societarie operazioni straordinarie di particolare tipo, costituzione di nuove società eh, interventi di terzi e quant'altro io credo che sia indispensabile che il Tribunale svolga anche una, un, eserciti un giudizio di fattibilità giuridica sul piano giuridico che non la può fare quella come dire, il professionista attestatore. Nella, nella, nella relazione iniziale, quella, quella che deve essere allegata alla, alla domanda di concordato preventivo. Per quel che riguarda questa norma, norma l'articolo 173, per ciò che riguarda, eh, ciò che riguarda eh, la qualificazione degli atti in frode, eh, mi lascia ancora mh, diverse perplessità. Mh, perché sì, è vero, la Cassazione ha cercato di, nella sentenza del giugno. Eh, del giugno eh, 2011 ha cercato di eh, come dire, ridurre in qualche modo l'impatto sulla procedura dell'interpretazione della nozione di atti di frode. Atti di frode che, non, eh, che insomma, sarebbero mh, da valutare solo se in grado di ingannare i creditori circa le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio. E questo tanto con riferimento alla... Ipotesi atipica, alla fattispecie generica, altri atti di frode, quanto con riferimento alle fattispecie tipiche precisamente indicate nel primo comma, ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di annunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti ecco, o commesso altri atti di frode. Ehm, è indubbio che se il debitore. Nel momento della presentazione della domanda ha nascosto qualcosa e ha nascosto qualcosa di molto serio. Probabilmente, anche tenuto conto di ciò che potrebbe accadere in caso di omologazione e poi di successivo eventuale annullamento del concordato, di cui ci, ci parlerà il dottor Pasquariello, è chiaro che questo comportamento può rivelarsi grave in se stesso, cioè nel fatto di avere nascosto. Ma secondo me, qui occorre proprio il dolo. Cioè, voglio dire che l'atto deve essere comunque in frode e la frode ci richiama comunque il concetto di dolo, non un concetto di semplice negligenza e men che meno di diversa valutazione di poste dell'attivo. Perché se, voglio dire, la discussione verte su una diversa valutazione delle poste dell'attivo, ho l'impressione che non ci possa essere spazio per una revoca del fallimento, per una revoca del concordato e una dichiarazione, una dichiarazione di fallimento. Ma il problema è, se leggiamo attentamente la sentenza della Cassazione, qui si ipotizza come dire, un giudizio a posteriori che avviene dopo, sostanzialmente, che dovrebbe avvenire dopo che i creditori hanno votato sulla proposta concordataria. Perché come si fa a dire prima che i creditori si pronunziano sulla proposta concordataria, come si fa dire che sono rilevanti quegli atti che, o quelle circostanze che, o situazioni che se conosciute avrebbero presumibilmente comportato una diversa, ovviamente negativa, valutazione della proposta, fintanto che questa valutazione della proposta non è stata fatta perché l'udienza ancora, la donanza dei creditori ancora non c'è stata. E voglio dire, se anche astrattamente fosse possibile questo, nel breve tempo che intercorre fra il decreto di apertura e la donanza dei creditori, se anche questo fosse possibile, però qui parliamo... Di un commissario giudiziale che accerta nella relazione e la relazione, e la relazione deve essere depositata prima dell'udienza. Ma dico, se anche fosse vero, eh, bisogna anche osservare, e mi sembra che il dottor Farofi l'abbia correttamente sottolineato, che il debitore può sempre modificare la proposta concordataria fino a che non si apre la votazione. E allora, come conciliamo questa facoltà che viene data al debitore di modificare? La domanda, il contenuto della proposta concordataria con quella conseguenza che sembra ineludibile della revoca del concordato preventivo e dell'eventuale dichiarazione di fallimento, prima ancora che lo stesso debitore abbia avuto la possibilità di modificare la proposta e i creditori abbiano avuto la possibilità di valutare la domanda, perché voglio dire, può darsi che i creditori. In sede di adunanza di creditori, in sede di votazione, approvino ugualmente il concordato, anche se queste cose, tutto sommato, sono emerse a seguito degli accertamenti compiuti dal commissario giudiziale. Per cui questa norma, l'articolo 173, così come impostata, oggi sembrerebbe più rivolta a fatti accertati dopo la votazione che non fatti accertati prima della votazione e magari evidenziati nella relazione del Commissario Giudiziale. Questo questo crea, tutta, come dire, crea molta incertezza sull'interpretazione della norma e direi da un certo punto di vista anche sulla, su, sulla motivazione della stessa sentenza della Cassazione del, 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 giugno, del giugno di, eh, di quest'anno. Ecco. Proprio da questo punto di vista io, dico, io penso che se invece diamo questa interpretazione e quindi non limitiamo in questa, nella direzione indicata dalla Cassazione la portata... Eh, ermeneutica dell'articolo 173, allora in effetti però ridiamo in qualche modo spazio al giudizio di meritevolezza, perché è vero che il giudizio di meritevolezza è stato eliminato. Ma se interpretiamo la norma in questo modo, in fondo dovremmo dire che il giudizio di meritevolezza cacciato dalla, dalla porta rientra dalla finestra sotto le specie, sotto le specie delle, situazioni, delle, delle situazioni delle circostanze. Eh, tali che possono condurre appunto alla revoca del fallimento dell'articolo 173. Quindi io eh, rivedrei un, un momento questo, questa affermazione che pure è fatta comunemente da tutti, cioè che oggi il giudizio di meritevolezza non, non, non c'è più, però c'è ancora questo articolo 173 e dobbiamo decidere prima come interpretare l'articolo 173. Tutto questo, come vedete ci conduce all'ultima eh, all fase patologica dell'istituto concordatario, perché la revoca rappresenta sicuramente eh, un momento eh, fortemente patologico del regolare percorso della proposta concordataria, ma eh, in realtà questi vizi del, del procedimento possono emergere anche in una fase successiva e soprattutto nella fase dell'esecuzione che è poi la fase che interessa di più i creditori perché è in quella fase che i creditori ricevono in qualche modo soddisfacimento ed è in quella fase che eventualmente l'impresa può essere sanata se c'è ristrutturazione. Di questi problemi ci parlerà adesso ora il vostro eh, giudice fallimentare del, del vostro tribunale il dottor Domenico Pasquariello, risoluzione e annullamento del concordato. Grazie. E in effetti devo parlare della, della patologia della patologia, perché già il concordato è un modo per risolvere una vicenda patologica, no? la crisi di impresa, se non il dissesto, sia pure sotto forma di soluzioni negoziali. E An anticipo eh, che eh, nel dibattito accademico che inevitabilmente prorompe qualsiasi sia il tema di un incontro sul concordato, cioè eh, concezione privatistica, pubblicistica, impostazione negoziale o processuale, eh, per il quale Alessandro Farossi ha provato un po' ad avvicinare gli opposti opinamenti, io incidentalmente non vi farò mancare una quarta posizione che mi sembra un po' inevitabile, quantomeno con riferimento alla risoluzione. Tranquillizzo anche, vorrei dare un contributo da penalista qual sono ogni tanto sporadico intruso ai convegni fallimentari. Un contributo alla serenità dei sonni del, del, del professor Guidotti. Una volta che eh, l'atto solutorio è, rientra in un piano omologato dal Tribunale, a meno che l'omologa non sia frutto di eh, dolosa attestazione in cui il debitore è, è il correo, Toglie l'elemento soggettivo del reato. L'omologazione è una patente di liceità postuma di tutto ciò che è fatto, prima. quindi puoi dormire tranquillo. Se c'è l'omologa, si può fare. No, da un certo punto in poi posso dormire tranquillo. Dall'omologa, eh? Dall almeno quello. Eh, poi... no? cioè... Il timbro Vabbè. del tribunale, almeno quello. No, nei miei incubi c'è il concorso esterno di professionista, allora, hai, cioè del professionista. Che... Tu devi starti da zero la sera. C'è cioè il concorso esterno, non del cliente. Che... Va bene. Cercate un po' di alleviare perché eh, l'argomento la, certamente non, non, non è leggero. È Va bene, eh, frammenti di una disciplina. Eh, un, altro titolo, un altro titolo possibile eh, per questi incontri che affrontano. Eh, vari aspetti dell'iter concordatario, eh, è quello de, pot, può essere quello di tappe di uh, una vicenda uh, tormentata o comunque molto difficoltosa, che è la vicenda concordataria, che io uh, a, amo definire, anzi forse un po' abusato di questa similitudine, come un'avventura, quella del concordato, della procedura concordataria, in tutte le sue fasi, dalla, pro, dalla proposta, ammissione, votazione, omologazione, esecuzione, fino al post factum eventuale della risoluzione, post factum patologico, amo definire come quella di un'avventura in, in, in territori sconosciuti e molto insidiosi. Sconosciuti, insidiosi, per di più dai confini incerti, variegati, mh, sconosciuti anche i confini, l'estensione dei territori in cui ci si addentra, perché sono tanto variabili quanto eh, è variabile eh, lo scopo, il contenuto, eh, la modalità di struttura dei concordati. Abbiamo, ne abbiamo sentito alcuni aspetti appunto dal professor Guidotti. E, e, non, e nonostante siano ormai passati sei anni dalla riforma, perché... La parte eh, relativa al concordato ha riempito l'anticipazione nel 2005 della, di tutta la riforma con, eh, eh, fallimentare. A sei anni di distanza, dalla novella, chiamiamola così, siamo ben lontani, ben lontani eh, di avere dei, eh, dei punti di riferimento, dei checkpoint giurisprudenziali sui quali la dottrina eh, converge in maniera, non dico unanime ma maggioritaria. In tutti gli snodi fondamentali del, 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 dell'iter concordatario Su, sulla formazione delle classi, sul, mh, sulle modalità ammissibilità di trattamento differenziato, sulla falcidia del, del credito erariale, sui poteri contenuti del sindacato del tribunale, eh, eh. O, ogni passo è insidioso e questi sono solo quelli fondamentali, lasciando perdere quelli di dettaglio. Eh, il voto anticipato dei creditori, la, la modifica in pei su in mei, la sorte dei voti primi, ne possiamo elencare decine. È veramente un'avventura. Chi poi ha esperienza pratica come me, eh, nel dei, dei concordati, nel Tribunale di Modena è un istituto che ha avuto molto successo, devo dire. Abbiamo dal 2008 a oggi una media di una trentina di concordati l'anno, su 180 fallimenti quindi il 20%, non tutti arrivano a omologa, ma. Considerando che qualitativamente la procedura concordataria ha ad oggetto in, imprese più rilevanti rispetto alla media di quelle fallite, mi sembra un dato di molto successo locale, un altro dei misteri del concordato che è a chiazza di Leopardo nel territorio nazionale, un dato di, di successo dell'Istituto come mezzo per, per risolvere la crisi. Dicevo, con l'esperienza pratica che questo dato statistico di successo mi ha consentito di avere, vedo che gli stessi problemi, eh, la stessa avventura non finisce certamente con l'omologa, ne inizia un'altra, da, da, dai confini altrettanto vasti e dai contenuti altrettanto modulabili e variegabili. Basti dire che l'esecuzione del concordato, se giustamente come i, i, il professor... Eh, Censoni diceva che la risoluzione è la patologia dell'esecuzione, l'esecuzione è la fisiologia. Quindi, prima di studiare, affrontare la, la, la patologia, devo fare due parole su, su, sulla fisiologia. L'esecuzione del concordato, e con ciò rifuggendo a qualsiasi impostazione dogmatica su privatistico, può, può essere sia a scelta del debitore, accettata con la con l'accettazione dei creditori, può essere interamente negoziale, con, in qualsiasi tipo di concordato, con atti liquidatori posti in essere anche dal debitore a trattativa libera, se ciò è nella proposta è stato affrontato. Quindi con tutto ciò che ne consegue, per quanto riguarda poi l'eventuale contenzioso, la disciplina della cancellazione dell'ipoteca, interamente negoziale è definita attività negoziale giu giudizialmente assistita, l'esecuzione di questo tipo. All'estremo opposto può essere un'attività una liquidatoria fallimentarizzata, i commi del 182 seguente introdotti nella novella, sul modello fallimentare, quindi comitato dei creditori, procedure a evidenza pubblica e competitive, liquidatore nominato dal tribunale e quant'altro. Fra questi due poi opposti ci sta tutto, tutto ciò che è la libera fantasia negoziale, scissioni societarie, atti di trasformazione societaria, trust, tutto ciò che c'è nel codice civile e oltre, se è legittimo, può entrare nella fisiologia dell'esecuzione del concordato secondo piano. E in fondo in questo, devo dire, nonostante stiamo parlando di crisi di impresa, quindi di, di, di vicende sostanziali purtroppo tristemente d'attualità, però in questo sta, devo dire, il fascino giuridico dell'Istituto, in questa vitalità, multiformità, poliedricità, libertà di scopi, di strutture e forme, e con le però difficoltà che inevitabilmente comporta. Tutto ciò. Veniamo ecco, alla, alla possibile patologia di, di, di questa eh, molteplicità di piani concordatari che devono essere eseguiti. In precedenza, prima, pri, prima della riforma, eh, le ipotesi della, della, di risolvibilità erano delineate molto chiaramente, c'erano solo due tipi di concordato, l'accesso bonorum pura, concordato puramente liquidatorio, e il concordato con garanzia. Quindi la patologia, sì, posso abusare della, del suo termine, della sua similitudine, perché si a, a, adatta perfettamente a, a quanto devo dire. Ehm, la patologia, sanzionata civilisticamente con la risoluzione, ovviamente, eh, era limitata a due ipotesi eh, principali, due binari fondamentali. La mancata prestazione delle garanzie, nel concordato con garanzia, e la mancata messa a disposizione dei beni oggetto dell'accesso a buon C'è altro da dire, ma diciamo che i due, i due binari fondamentali erano questi. Ora, ripeto, per conseguenza di questi vasti territori negoziali che il piano concordatario può, può, può esplorare, anche la possibile patologia, le ipotesi di patologia, si moltiplicano quasi all'infinito. Abbiamo, eh, il professor Guidotti ce ne ha dato qualche anticipazione, abbiamo varie forme di, di concordato anche solo per gli scopi, il concordato puramente liquidatorio, il concordato di puro risanamento in cui non c'è lo spossessamento del debitore dai propri beni, ma si continua l'attività d'impresa con la libera non solo eh, titolarità ma anche la disponibilità di tutti i beni di impresa. Abbiamo i concordati misti. Abbiamo i concordati a scopo di risanamento ma con forma apparentemente liquidatoria, attraverso il contratto d'affitto d'azienda, il trust liquidatorio, varie possono essere costituzioni di Niuco, vari sono, ne ha parlato il professor Guidotti. Abbiamo anche, in teoria, i concordati misti in parte con, eh, con forma di risanamento, cioè che non prevedono l'accesso, ma... Con funzione liquidatoria attraverso trasformazioni societarie, che so, un piano concordatario che preveda la scissione della debitrice in due società, in una immobiliare vengono conferiti immobili o eh, leasing a soddisfazione di taluni creditori o in genere di privilegiati, l'altra operativa che continuando l'attività di un ramo d'azienda o di tutti persegue il risanamento e paga. E paga e paga gli altri. Qui la forma in realtà è di risanamento, ma lo scopo può essere prevalentemente eh, prevalentemente liquidatorio. Quindi potete già immaginare quali e quanti eh, problemi si possono porre anche solo dal punto di vista astratto in ipotesi di risoluzione di, di concordati di questo tipo che, per esempio, prevedano costituzione di un trust Atti di trasformazioni societarie, tutti problemi nuovi che prima non si potevano porre e devo dire in prima battuta quasi irrisolubili. Non so se riuscirò a arrivare fino alla fine delle relazione, sono vari argomenti, ma la conclusione è che per alcuni di questi problemi che mi viene da dire è che ci sono dei tipi di concordato non risolubili, se non risolubili solo apparentemente. Vedremo. Tanto stiamo sulle cose semplici e principali. Allora. Cosa dicevo? Eh, tutta questa eh, ipotesi eh, tendenti a infinito di forme, strutture e modalità di piani concordatari sono regolati nel caso della patologia da una sola norma. Tre, perché ne richiama altre due. All'apparenza semplice, chiara, con un dettato chiaro. e, e, e Preciso ed è l'articolo 186 che dice: Leggo brevemente, ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. L'ultimo comma del 186 richiama l'applicabilità con la solita clausola di compatibilità delle norme, articoli 137 e 138. Stabilite per la risoluzione del concordato fallimentare e l'annullamento. Sostanzialmente, l'articolo 137, richiamato, storia essenziale, dice: se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può richiederne la, la risoluzione. Tutto qua. Tutto chiaro e tutto preciso. E devo dire che mh, apparentemente, mh, per una vo rara volta negli ultimi trent'anni, sono d'accordo con il legislatore nello scrivere il meno possibile perché a fronte di, di, di una casistica potenziale sterminata, forse è meglio tutto quello che eh, mh, si può scrivere, eh, mh, può fare più danno che no. È meglio fissare una sola regola chiara e poi lasciare l'interprete. Gli tutti gli aggiustamenti, gli aggiustamenti inevitabili. La regola chiara è quella, e lo dice la stessa relazione al correttivo che ha introdotto, ha eh, eh, novellato l'articolo 186 legge fallimentare nell'attuale formulazione, la regola chiara, eh, ripeto lo dice la relazione, la volontà del legislatore è stata chiarissima, è quella... Della importanza dell'inadempimento posta dall'articolo 1455 del codice civile per la risoluzione dei contratti. Quindi, però, già lì in prima battuta si deve osservare subito come l'articolo 1455 del codice civile pone questa regola dell'importanza del. L'inadempimento e ne pone altre, in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive. Il concordato, abbiamo sentito, è tutto, è tantissime cose, tranne che un contratto a prestazioni corrispettive. Questo saremo tutti d'accordo. Quindi, recuperando Trasportando nella patologia del concordato preventivo dell'esecuzione del concordato preventivo i principi cardine elaborati dalla giurisprudenza e in relazione all'articolo 1455, vediamo che ci sono problemi di trasposizione immediata. I principi cardine essenzialmente erano questi: quelli dell'imputabilità dell'inadempimento, della definitività dell'indadempimento e dell'importanza del divinato adempimento sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Per quanto riguarda l'imputabilità del divinato adempimento è assolutamente, secondo me, recuperabile tutta la giurisprudenza precedente che già con riferimento al concordato vecchio regime, chiamiamolo così, aveva dato un assetto definitivo al principio specificando che L'inadempimento degli obblighi concordatari è un fatto oggettivo, cioè da accertarsi come fatto oggettivo. Esula da ogni accertamento inerente l'imputabilità al debitore. Opera quindi automaticamente, prescindendo da valutazioni soggettive del comportamento di questi. È una giurisprudenza assolutamente travatizia, tra eh, l'ultima Cassazione in questo senso è del 2007, io non credo che la riforma abbia introdotto motivi per i quali potersene riscostare, che giustifichino in qualche modo un revirement. L'altro punto, definitività dell'inadempimento, l'altro principio. Ora faccio il caso concreto. E, nel caso di eh, il concordato per cessio bonorum, in cui i beni siano ceduti ai creditori siano, eh, eh, si, 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 si consistono in un immobile, non venduto nell'esecuzione, sono scaduti tutti i termini previsti nel piano concordatario, l'inadempimento è, 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 è attuale l'adempimento futuro è possibile. È il dato quotidiano dei concordati di oggi. I concordati di oggi, che vengono a scadenza oggi, sono tutti fatti in base a piani eh, di liquidazione o piani industriali ad, ad, connessi al trattamento, alla ristrutturazione del debito mh, fatti nel 2008, quindi sulla base dello scenario di un mondo che non esiste più non solo per quanto riguarda le stime immobiliari o le stime dei cespiti patrimoniali, ma anche per quanto riguarda i piani industriali. Tutti, quasi nella, quasi, penso che anche Alessandro me lo possa confermare, la, la totalità dei concordati che arrivano a scadenza dell'esecuzione oggi siano, siano costino di massiccio inadempimento. Per i tempi e per le percentuali finali. In realtà la risoluzione sarebbe un argomento di fortissima attualità, non lo è per fortuna solo perché crea più problemi di quanti non ne voglia risolvere e alla fine nessuna convenienza ai creditori, altrimenti avremmo una percentuale massiccia di concordati da risolvere. Dicevo, quindi l'adempimento in ritardo è sanzionabile con la risoluzione. In passato c'era una posizione rigida di, di, do, di dottrina e giurisprudenza. È come per ogni adempimento c'è una scadenza. Anche. Certo, se nelle more del procedimento di risoluzione si arriva all'adempimento, allora viene a cadere, si diceva la giurisprudenza, l'interesse ad agire del creditore. Ma altrimenti, se il concordato e dopo... Rettificherò il tiro. Il concordato che non consista solo in una, in, una, in una generica cessione di beni, senza promessa di percentuali, il concordato alla scadenza non vede eh, realizzati i pagamenti previsti, anche se questi sono possibili, devo dire che bisogna opinare per la risolubilità di questo accordo concordatorio. Se però l'obbligazione non è di pagamento, altre operazioni straordinarie, società, eh, altre at, eh, attribuzioni di azioni, l'indagine può essere ancora più variegata. La semplice non esecuzione di operazioni previste dal piano è inadempimento? È difficile da dare risposte a priori verrebbe da dire in prima battuta è in adempimento solo ciò che si riflette sulla uh, realizzabilità dei flussi finanziari necessari per eseguire i pagamenti come da riparti concordatari previsti. E, e, e però questo apre eh, il campo che sarà da recuperare dopo con, con un'analisi più approfondita, della risolvibilità dei, con, dei concordati per i quali l'inadempimento di pagamento è solo prognostico di nuovo, e non, non solo attuale. Torniamo per un attimo all'ultimo eh, aspetto eh, sui principi del cardine della risoluzione per inadempimento, quello del requisito ehm, della scarsa import importanza è, è menzionata direttamente dall'articolo 186. La giurisprudenza ha già, ha già tenuto fermo come questo comporti un requisito oggettivo consistente nella valutazione dell'inadempienza nell'ambito dell'economia complessiva del contratto, ma come dicevamo prima, qui un contratto non c'è. E un requisito di natura soggettiva, incentrato nel 1455, ultimo comma, sull'interesse della parte fedele, cioè sulla vittima dell'inadempimento. E anche questo requisito soggettivo ovviamente non è importabile o esportabile a seconda dei punti di vista. Quindi, in definitiva, co come utilizzare i, i principi civilistici, quasi quasi... Eh, basilari, eh, codicistici sull'importanza del videadempimento nella vicenda concorduale, eh, concorsuale concordataria. È impossibile, a questi fini, un'indagine sull'economia complessiva del contratto, il contratto non c'è. Si potrà ritenere eh, rilevante un'indagine complessiva sulle obbligazioni di pagamento o altro, a seconda delle impostazioni, nascenti dalla omologazione concordataria. Ma anche in questo caso i problemi sono molteplici. Richiamo per un attimo. Il già letto primo comma dell'articolo 186 che dice ciascun creditore può agire per la risoluzione del contratto. Ciascun creditore e solo ciascun creditore, non più come prima un organo della procedura, cioè il commissario giudiziale, né l'organo rappresentativo dei creditori, il comitato dei creditori, che invece era stato legittimato alla risoluzione nel regime intermedio fra la riforma e la novella del 2008. Ciascun creditore. Questo cosa vuol dire? Ci si chiede. Vuol dire che l'inadempimento dedotto nell'azione di risoluzione è l'inadempimento del singolo creditore? È solo quello? O vuol dire che oggetto del giudizio di inadempimento che porta alla risoluzione sono tutte le obbligazioni previste? Nel piano concordatario e globalmente considerati e quindi i principi sullo scarso adempimento, rilevanza e lo scavano rapportati a una singola obbligazione o a più a seconda di quanti sono i ricorrenti, o a tutti globalmente considerati. Ovviamente, ovviamente su questo campo di eh, disputa accademica si scontrano i due eserciti della concezione privatistica e della concezione pubblicistica del concordato. Chi opina per un inquadramento sistematico di natura pubblicistica dice che l'istituto del concordato nel suo complesso è, è stato rimodulato, ovviamente, con l'introduzione di una sorta di favor debitoris in funzione dello scopo di risanamento delle imprese in crisi. Questo scopo è pubblicistico e sorregge la ratio dell'interpretazione, quindi dell'estensione necessaria del giudizio di risoluzione a tutto il concordato nel suo complesso. Vi faccio un esempio estremo, così si capisce, anche perché gli esempi estremi servono a, a verificare la tenuta eh, delle soluzioni. Concordato che prevede il pagamento di 100 creditori, no? 99 sono pagati il centesimo che è creditore per una somma infima eh, riceve zero. Allora, se riteniamo che eh, oggetto eh, del giudizio di risoluzione solo l'obbligazione inadempiuta di questo creditore, e via, abbiamo sicuramente avuto zero rispetto alla somma che doveva avere, è chiaramente importante l'inadempimento, il concordato si risolve per tutti. Eh. Se riteniamo invece che oggetto del giudizio di inadempimento trattino risoluzione siano tutte le obbligazioni nascenti dal piano dall'omologazione concordataria sia pure come fa di Atex articolo 134 eccetera 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 allora dobbiamo ritenere che in quel caso è pacifico non c'è un inadempimento rilevante che giustifica la risoluzione allora come diceva se ci muoviamo sul piano, su un piano di concezione pubblicistica, dicevo, uno de, si dice uno dei nuovi scopi dell'istituto è quello di favorire il risanamento dell'impresa anche attraverso una sorta di vero e proprio favor debitoris, eh, la falcidia dei privilegiati, che altrimenti non sarebbe possibile, il trattamento differenziato di, di classi di creditori mh, chirografari, eccetera. C'è un presidio pubblicistico che vuole conservare conservare l'impresa e la stabilità della procedura. Se prendiamo non solo la procedura, la causa di risoluzione deve seguire le forme dell'articolo 15 legge fallimentare, quindi con poteri ufficiosi del, del, del Tribunale, assolutamente incongrui con la domanda di parte e l'oggetto del giudizio delimitato a una sola obbligazione. Quindi se seguiamo questa impostazione arriviamo a una certa soluzione. Si, si replica con osservazioni assolutamente speculari e, con, e che portano a risultato opposto, ovviamente. Si dice, no, è come, è stata la riforma che ha detto questo adesso è un istituto di, di stampo marcatamente negoziale. Lo cioè, continua a dire anche la Cassazione. Non solo, se prima il controllo sulla regolare esecuzione e anche ciò è nel concordato fallimentare. Ce l'hanno gli organi pubblicistici della procedura, perché prima il commissario giudiziale, ripeto, poteva chiedere la risoluzione. Nel periodo intermedio, fra riforme e correttivo, persino il comitato dei creditori. Ultimo regime, solo ciascuno dei creditori. Ci dice, se agli organi pubblicistici è stato tolto la titolarità dell'etero tutela, cioè della legalità dell'esecuzione del concordato nel suo complesso, è assurdo questa eterotutela darla a un solo creditore e quindi lasciare lui titolare del potere di annullare, annullare vanificare, risolvere e o tutto, tutte le obbligazioni concordatarie. Però, appunto, secondo me questa obiezione eh, è conclusiva, cioè che però gli effetti della risoluzione sono, riguardano, vanificano tutte, tutte, tutte le obbligazioni concordatarie ha un peso che non può essere ignorato. Eh, qualcuno fuma in bagno, ci avevo pensato anch'io perché non ce la facevo più. Essere male. Vabbè, concludo rapidamente, dicevo. C'è anche un, una terza posizione. Penso che sia, eh, il professor Censoni abbia ritenuto che alternativamente, mi pare di ricordare, abbia... Direi sì, di sì. Ho qualcuno che non ne può più della mia relazione e ha trovato il modo di andare. Posso capirlo. Concludo, Ho capito l'antifona. Concludo brevemente. non è cosa faccio vado avanti un po va bene terza posizione alternativamente non vi faccio mancare la quarta posizione la mia la, la, la sottopongo al vaglio critico dei presenti dicevo secondo me sono necessarie cumulativamente entrambe le condizioni perché perché da prima ciascun creditore può agire opera necessariamente, sicuramente sul piano dell'interesse ad agire. Un creditore soddisfatto non potrà mai essere legittimato a chiedere la risoluzione. Quindi eh, un giudizio eh, limitato al eh, singolo rapporto obbligatorio preclude in alcune ipotesi eh, l'interesse ad agire verrà visibilità. Nemmeno però possiamo, eh, possiamo dimenticare appunto, gli effetti della risoluzione, che sono sul piano delle obbligazioni che coinvolgono tutti, tutti, tutti i creditori e tutte le operazioni potenzialmente poste in essere durante il concordato. Ciò vuol dire che necessariamente, necessariamente l'oggetto della domanda di risoluzione non può essere limitato all'accertamento dell'inadempimento di una singola obbligazione, ma deve essere esteso alla verifica de dell'intero piano concordatario e quindi ciò comporta per derivazione anche alla rilevanza dell'inadempimento del globalmente considerando l'intero concordato. La prima, ripeto, la prima condizione opera immediatamente sul piano de della domanda di parte, la seconda sul piano dell'oggetto di giudizio. Il concordato necessariamente è un ibrido. Se eh, io verifico che in qualsiasi step della fase concordataria ci troviamo, eh, risolvere le, le, le soluzioni in maniera dogmatica e induttiva, cioè è un istituto negoziale quindi, è, un istituto, è una procedura pubblicistica quindi, ci, po ci porta a conseguenze non sempre soddisfacenti. Ripeto. È una procedura negoziale, è, è definita con un ossimoro già, questo già ci dice tutto, con un aggettivo che nega il sostantivo. È un ibrido, è una procedura sui generis, è certo negoziale ma anche pubblicistica, è, 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 è privatistica ma anche processuale, è veltroniana mi verrebbe da dire, tutte queste cose. E quindi. C'è una, una certa duttività nel dare le soluzioni, senza rimanere legati necessariamente a, a schemi, a, a, proprio a un metodo induttivo in base a classificazioni, a tipi radicalmente già dati. La stessa cosa nella risoluzione, io credo, questa ambivalenza, questa contraddizione fra legittimazione del singolo e effetti per tutti, ci deve portare a una soluzione in qualche modo. Altrettanto duttile e non ancorata a, a rigidità precostituite dal dogma. Ora, quanto tempo ho? Non ne ho più, non sono neanche a, a, un, a, un, qua, a un quarto della della Io direi: mi, eh sì. è colpa nostra, io proprio vorrei di andare avanti finché no. non, fin non spengono. No, no, no. Io c'è da parlare da, 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 concordato e fallimento, consecuzione delle procedure. Eh, diritto in, intertemporale perché si succedono eh, tre regimi diversi su eh, regole del concordato, eh, procedura, regole della risoluzione, quindi io, eh, io, io mi fermerei veramente qui, magari lasciamo un po' di spazio al dibattito perché non mi riesco veramente. Se no, se no vanno Bene, io da, da coordinatore dei lavori non posso che ringraziare il, il, il giudice dottor Pasquariello per la notevole eh, eh, come dire, massa di eh, elementi che ci ha fornito, elementi problematici che ci ha fornito su, 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 su un tema che spesso dottrina e giurisprudenza, ma dottrina soprattutto ha un po' liquidato. Troppo, troppo rapidamente, devo dire, come se la risoluzione fosse un argomento che oramai sia quasi fuori dal, dal concordato, mentre come sappiamo invece è l'evoluzione patologica, scusate se riprendo questo oggettivo, questo dell'esecuzione, dell della fase di esecuzione del, del concordato preventivo, e quindi torna a coinvolgere nuovamente tutte quelle problematiche eh, di carattere eh, do, generale, ma anche eh, vuol dire, specifico. Dal, Giudizi che ritornano sul merito, sull'importanza dell'inadempimento, sulla, eh, sulla legittimazione, sui su, su soggetti tutelati, sugli interessi tutelati. Quali sono i soggetti tutelati dalla risoluzione? La massa, il singolo creditore insoddisfatto? Eh, eh, tutto questo naturalmente non fa che, eh, credo. Condivido, di condividere pienamente l'espressione che ha usato il dottor Pasquarello. Il condado operativo è, è un ibrido, dobbiamo andare via, lo so perché mi sembra che qui sono molto rigidi nella, nella cosa. Quindi eh, non possiamo che ringraziarlo dottor Pascarello, per, 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 la, la, diciamo la, per il quadro che lei ci ha dato. Naturalmente è peccato non, non aver potuto eh, come dire, non aver avuto il tempo di, di ascoltarla anche eh, sulle... Problematiche sugli aspetti successivi che lei ci ha sintetizzato, per esempio, quelli relativi alla consecuzione delle procedure concorsuali e gli effetti della risoluzione, tutto, che cosa il fallimento si porta dietro del concordato risolto, perché questo è un problema nel, nel problema, perché qui non abbiamo assolutamente elementi e non abbiamo neppure quei pochi elementi che il legislatore ci dà con riferimento alla risoluzione e all'annullamento del concordato fallimentare, quindi alla riapertura del fallimento. Ecco, e, e non abbiamo neanche quelli, quindi di tutto diventa ancora, ancora più difficile. Bene, io colgo l'occasione eh, anche per ringraziare eh, gli organizzatori eh, di, questo, di questo convegno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, la Fondazione Forense Modenese, in particolare il professor Guidotti che mi ha. Che mi ha voluto coinvolgere e io mi faccio coinvolgere sempre volentieri. Credo che quest'anno è già la seconda volta, mi pare, che vengo qui, che vengo qui a Modena, ma, eh, ma eh, da, da, da buon bolognese eh, eh, a me piace venire a Modena. Ecco, non, eh, devo dire anche che mi dispiace che il Modena non ritorni in serie A, ecco, perché tifoso del. Per eh, eh, ma forse eh. ci ritroveremo in serie B magari fra <ride> qualche anno, visto che Bologna non sta andando molto bene. Io vi ringrazio tutti per questa vostra massiccia parte. Eh? Eh venne... Mi spiace per il dottor Parofi, ma, ma io la Venne la combinate di crude e di cotte, da quello che, da quello che mi risulta. E grazie a, voi, a tutti coloro che sono rimasti fino all'ultimo momento e al prossimo appuntamento, al quale, ripeto, io verrò sempre molto volentieri. Grazie. meglio la riviera però che non le nebbie ma il Tribunale di Roma ha detto di no perché manca la causa del contratto no? eh, beh, fate, deve... grazie per aver resistito 51 direi avrebbe dovuto essere fatto atto per fatto pubblico che cos'è? Cioè, è un problema di fattibilità questo o è un problema giuridico di costruzione del. Non lo so. Eh, tra l'altro non ho fatto neanche in tempo a pensarci perché sono cose che mi sono venute in mente eh, stamattina mentre guardavo quello che volevo dirvi. Oppure è possibile una costituzione di un agnuco che propone come assuntore in tale qualità acquista le attività della procedura. Cioè il terzo acquista dal di fuori il, le attività della procedura e si impegna a pagare i creditori. Della procedura. Questa per esempio è stata la struttura dell'operazione che ha fatto Bondi in Parmalat. Eh, era una legge marziana, era un'amministrazione straordinaria, però in realtà la struttura di quell'operazione la Nuco di Parmalat ha operato come assuntore. Qui delle cose banalissime eh, che mi vergogno a dirvi nelle clausole del, clausole del contratto di affitto di azienda stipulate prima del deposito della domanda di concordato, bisogna nel contratto di affitto d'azienda prevedere ovviamente una clausola di questo tipo, debiti e crediti, cioè che restano in capo al cedente tutti i debiti, i crediti, gli oneri, le responsabilità maturate e maturande per i rapporti sorti per le produzioni dei beni. Bisogna insomma separare le passività della old company dalla new company in modo da evitare che la ma io però ho visto un'operazione nella quale ci si era dimenticati di mettere una clausola di questo tipo. Non ci credevo, ho dovuto leggere il contratto 50 volte per convincermi. Quando la struttura eh, contrattuale lo permette probabilmente è possibile inserire una clausola che prevede il diritto degli organi della procedura di provocare lo scioglimento del contratto di affitto o di qualsiasi altro contratto perché evidentemente queste sono clausole che probabilmente non incidono sulla struttura giuridica del contratto ma è inutile, raccontarsi. È inutile raccontarsela, mi sembra che sarebbero molti graditi sia agli organi della procedura sia probabilmente al Tribunale stesso che attraverso questo meccanismo si rende conto della bontà della proposta concordataria. Poi vi dicevo, non vi ho parlato dei problemi del diritto di lavoro, dei problemi di lavoro che invece sono problemi di difficilissima risoluzione, anche perché in realtà non c'è una norma analoga al 105 della legge fallimentare, richiamata dal 182 della legge fallimentare, quindi in realtà i lavoratori, il problema dei lavoratori va risolto in un altro modo e i lavoratori in caso di affitta e cessione d'azienda eh, rimangono in capo anche alla Nuco, eccetto che non si facciano dei contratti, accordi sindacali, che non si riescano a trovare sistemi diversi. Ci sono poi degli altri problemi, ai quali, dei quali vi faccio solo cenno e se riesco a chiudere in tre minuti, ho rispettato la mezz'ora e ho recuperato il tempo che dovevo recuperare. Bisogna regolare il magazzino e i prodotti finiti che sono già in capo alla whole Company e di solito in questo caso si fanno dei contratti estimatori, tipo quelli degli, degli edicolanti. Poi bisogna regolare invece l'acquisto delle materie prime da parte della NUCO e anche questo va regolato in maniera diversa secondo le società, secondo, scusate, le necessità della NUCO, che evidentemente non può avere in pancia dei costi più alti di quello che produce nel momento in cui comincia l'attività. Poi ci sono ulteriori problemi nel caso in cui l'immobile è distinto dall'azienda perché c'è un leasing eccetera e in questo caso evidentemente i problemi dell'immobile se non fanno parte dell'azienda vanno trattati separatamente. Questi sono i miei incubi notturni quando penso a queste cose e cioè l'ammontare dei canoni d'affitto perché io penso sempre ai riflessi in caso di fallimento, cioè se il canone d'affitto non è congruo stiamo distraendo attività e allo stesso tempo con riferimento al prezzo dell'azienda, riflessi in caso di fallimento, in caso di cessione, perché in, que in questi casi eh, probabilmente ci sono dei problemi, in sono dei problemi di involontaria distrazione. Qua c'è una sorta di bibliografia, vi ringrazio e ho chiuso. Ringrazio il professor Landino Guidotti per vari motivi, innanzitutto per averci consentito di recuperare il po' di tempo che si era perso all'inizio, l'unica qualità della relazione, il classico è stato quarto d'ora accademico, ma poi anche per eh, notevole serie come dire, di eh, profili eh, con una indicazione precisa anche di possibili clausole che possono essere inserite. Nella domanda di concordato, nei contratti stipulati, affitto, stipulati prima, eccetera. E tutto questo naturalmente è, come dire, è prezioso per gli operatori del diritto per i professionisti che, si occupano, che si, occupano, si occupano di queste procedure però proprio perché la materia è così complessa e articolata io suggerirei però di dormire sonni tranquilli ugualmente senza, senza necessità naturalmente di, ave, di prendere dei calmanti la sera e soprattutto di non sognare la notte queste problematiche eh, ma la, ehm, io credo che giustamente il professor Guidotti abbia Abbia, abbia distinto come dire eh, nel tema della sua, oggetto della sua relazione i due, eh, le, i due casi diversi, cioè l'ipotesi eh, della eh, continuazione dell'azienda, il con perseguimento di una finalità sanatoria diretta o interna e finalità sanatoria indiretta o esterna. Eh, ci sono vantaggi e svantaggi, come il professor Guidotti ha giustamente sottolineato, eh, vantaggi e svantaggi per l'una e per l'altra ipotesi. Per eh, il concordato con finalità di sanatoria diretta, ci sono i vantaggi che lui stesso ha indicato: una semplificazione di carattere burocratico-amministrativo, riduzione di costi ma eh, eh, aggiungerei anche mantenimento della clientela e, e, e dell'immagine soprattutto che l'impresa sull'esterno, ciò che può essere determinante, rilevante proprio ai fini del successo del concordato preventivo. Ecco. Eh, e, ci sono, e ci sono svantaggi. Io credo che uno dei problemi invece più eh, rilevanti nella proposta di concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale sia di distinguere all'interno dell'unico patrimonio dell'impresa concordataria la parte destinata in qualche misura al soddisfacimento dei creditori e la parte destinata comunque alla continuità aziendale, perché la continuità aziendale presuppone che una parte dei beni e delle risorse anche finanziarie debba essere tenuta lì ferma anche per la difficoltà dell'impresa stessa di avere nuovi finanziamenti in realtà in pendenza di concordato. Voglio dire che noi possiamo parlare di difficoltà di finanziamenti in funzione della proposta di concordato, ma abbiamo una difficoltà anche per ottenere finanziamenti nel corso del concordato. Quindi l'impresa che vuole continuare, pur eh, diciamo, in, attraverso il concordato, vuol continuare la sua attività aziendale deve anche mettere in conto di dover ricavare la finanza che serve per mandare avanti quell'attività dalle risorse che ci sono nella stessa azienda e che comporta che una parte dei beni non possa essere come dire, destinata alla liquidazione per soddisfare i creditori e reperire come dire, quella liquidità che servirà appunto a soddisfare i creditori, ma deve indirizzare una parte della, della sua, delle sue attività proprio alla continuazione del, dell'azienda, dell'attività dell di impresa. E questo naturalmente eh, crea subito una difficoltà perché i creditori dovranno allora valutare se eh, necessariamente se a loro conviene in qualche modo rinunziare a una parte dell'attività dell'impresa ma nella prospettiva di poter ricavare di più dalla continuazione dell'attività aziendale oppure invece eh, eh, giungere alla liquidazione della stessa e quindi sostanzialmente poi alla, alla, alla conversione del concordato preventivo e fallimento. Quindi è, un, è una valutazione che in realtà devono fare i creditori. E questa valutazione da che cosa può essere condizionata? Evidentemente può essere condizionata dal tipo di attività che viene svolta dall'impresa che propone il concordato preventivo. Se si tratta, distinguendo a seconda che si tratti di un'attività di tipo industriale o di un'attività di tipo commerciale, a seconda che ci sia un, un patrimonio cospicuo, per esempio costituito dai mobili, o a seconda che il, il, diciamo, le attività dell'azienda siano legate allo svolgimento della sua attività, se si tratta di un'impresa di natura commerciale per esempio, che quindi può reperire liquidità soltanto se continua l'attività aziendale, i creditori sanno già che potranno avere qualche soddisfacimento dei loro crediti solo se quell'attività continuerà. Ma se quell'attività non continuerà è presumibile che gli stessi non verranno soddisfatti, che in percentuale minima o addirittura non verranno soddisfatti in nessun modo. Ecco, quindi è una valutazione questa che è rimessa... Creditori e la difficoltà dei professionisti, lasciamo da parte il caso del San Raffaele: dei professionisti che devono operare per come dire, mh, mh, giungere alla fine a consentire al debitore di presentare un concordato preventivo con continuità aziendale, sta appunto in, in questo, nella mh, oculatezza, nello scegliere quella parte di patrimonio da destinare comunque alla liquidazione e al reperimento di liquidità il soddisfacimento dei creditori e quella parte invece da destinare eh, come dire, alla continuità aziendale quindi da sottrarre a una liquidazione immediata un'attività liquidatoria immediata questo per quel che riguarda eh, il concordato preventivo con finalità risanatorie dirette o interne per, però giustamente il professor Guidotti ci ha detto che anche il concordato concessione dei beni può raggiungere una finalità risanatoria anzi io direi che questo in realtà sarebbe è un auspicio fatto dallo stesso legislatore, nel momento in cui nell'articolo 182 al quinto comma ha richiamato gli articoli da 105 a 108 ter della legge fallimentare e non dimentichiamoci che il primo comma dell'articolo 105 della legge fallimentare fissa un criterio che a mio avviso costituisce un po' una norma fondamentale della liquidazione, della liquidazione fallimentare, non a caso è, la, è il primo comma della prima norma che si occupa della liquidazione fallimentare, cioè la prospettiva di mantenere in qualche modo l'unità aziendale o l'unità di rami aziendali, cosicché lo smantellamento, la liquidazione, come dire, eh, pezzo dopo pezzo del complesso aziendale costituisce soltanto una eventualità eh, successiva, subordinata, vorrei dire, in funzione solo qualora attraverso la cessione dell'azienda o di rami d'azienda non si raggiunga un migliore soddisfacimento delle pretese creditorie perché sempre l'obiettivo delle procedure concorsuali, non dimentichiamoci, è sempre quello, cioè il soddisfacimento dei creditori ed è questo enunciato anche nella. Prima disposizione sul concordato preventivo, perché la ristrutturazione dei debiti deve comunque mirare in ogni caso al soddisfacimento dei crediti e questo è espressamente enunciato. Quindi questo resta comunque, nonostante quello che è scritto nelle pagine introduttive della relazione ministeriale alla, 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 legge, alla nuova legge fallimentare, cioè il, eh, il profili di continuazione dell'attività aziendale, di salvataggio delle imprese, eccetera. Ma, insomma, L'obiettivo però resta se delle procedure concorsuali ciò che determina anche la concorsualità è il soddisfacimento dei creditori, seppure con tutte le caratteristiche che il concordato consente, suddivisione dei creditori in classi, eh, trattamenti differenziati per classi di creditori e, e, e quant'altro. Ma mh, il problema del concordato preventivo con concessione di beni: i problemi che si pongono con riferimento al concordato preventivo con concessione di beni sono. Sono di diverso tipo e credo che anche il professor Guidotti ne abbia segnalato alcuni profili, per esempio laddove ha fatto riferimento a questo limite esterno, a questo principio generale vorrei dire, del diritto: che è l'impossibilità comunque di utilizzare una procedura concorsuale per raggiungere per conseguire una finalità di abuso, cioè abuso dello strumento processuale, abuso dello strumento concordatario. A questo ha fatto riferimento anche la Corte di Cassazione, credo che ce ne parlerà il, eh, naturalmente il eh, giudice eh, dottor Alessandro eh, Farolfi, nella, eh, mi pare nella eh, sentenza del giugno del 2011, la 13.817, in cui ha consentito, sì, naturalmente, alla, alla, come dire, alle imprese in crisi, alle imprese in difficoltà, alle imprese insolventi di ricorrere al, allo strumento concordatario. Ma però, sempre con questo limite, che l'utilizzazione dello strumento concordatario non un abuso del diritto. Le tematiche sull'abuso del diritto qui si intrecciano molto interessanti, il modo come si intrecciano le tematiche sull'abuso del diritto con queste eh, con quelle delle procedure eh, concorsuali. Bisogna dire che la figura dell'abuso del diritto è una figura che è stata ampiamente studiata dai dai civilisti fin da epoche, eh, fin da epoche eh, lontane, molto è stato scritto e detto negli anni, nel corso degli anni 50, 50 nel corso degli anni, degli anni 60, ma alla fine anche la giurisprudenza è arrivata a valorizzare questo principio. Abuso del diritto significa che non si può come dire, utilizzare un, un diritto eh, in modo da conseguire un uh, arrecare un danno che non sia come dire proporzionale rispetto all'utile che viene arrecato a colui che utilizza un certo strumento se l'utilizzazione dello strumento non produce alcuna utilità per chi utilizza lo strumento ma produce sostanzialmente un danno per, eh, per un altro soggetto, l'uso del di diritto che sarebbe legittimo in sé perché naturalmente usare del diritto significa Seguire le regole fissate dall'ordinamento giuridico si trasforma in abuso del diritto, cioè l'uso in qualche modo spregiudicato di ciò che costituisce un diritto diventa un abuso se provoca un danno che non è giustificato al terzo, che non è giustificato rispetto alle utilità che in realtà l'utilizzazione corretta del diritto potrebbe, potrebbe portare. Questa è una tematica, ripeto, estremamente interessante che si intreccia proprio tra l'altro con i profili di cui dovrà occuparsi il giudice il dottor Farolfi. Eh, il quale eh, ci, eh, ci parlerà, come sapete, della, della revoca e della dichiarazione di fallimento. e appunto di revoca qui si trattava nel caso della, eh, di revoca, della, della visione, della revoca e dichiarazione, e dichiarazione di, conseguente di, di fallimento seguito naturalmente mh, successivamente all'apertura del concordato preventivo. La parola al giudice Farolfi. Benissimo, grazie professore e un ringraziamento e un caro saluto naturalmente a tutti i presenti. Modena continua a rimanere in un angolo del mio cuore nonostante oggi abbia visto alcuni professionisti ravennati, questo mi fa anche d'altra parte piacere e quindi niente, un saluto innanzitutto. Ehm, L'articolo... L'argomento che mi è stato assegnato in qualche modo probabilmente eh, richiederebbe di per sé solo l'intero spazio eh, di un convegno. Quindi mi scuso in anticipo se la mia esposizione sarà frammentaria, ma d'altra parte con un sottotitolo come frammenti di disciplina sì, mi sì. sento autorizzato a rimanere nell'ambito del, eh, del titolo, diciamo, non uscirò dal tema. Eh, L'articolo 173. L'articolo 173 della legge fallimentare, definito a volte un fossile normativo, dato per morto e da alcuni stigmatizzata la cosiddetta resurrezione ad opera della giurisprudenza di merito, considerato da altri un'anacronistica eh, un disposizione da rifondare. Eh, è tuttavia una disposizione eh, vigente che interroga l'interprete su, ehm, sul tema dell'intervento del Tribunale nell'ambito della procedura concordataria. E devo, eh, devo dire subito che probabilmente L'enfasi che si pone fra le teorie privatistiche e le teorie cosiddette pubblicistiche o processualistiche del concordato, questa enfasi probabilmente è esagerata, nel senso che io mi ripropongo in questi pochi minuti di evidenziare, di porre insomma, alcuni elementi per far ritenere come una piena adesione alla natura privatistica di questo istituto non sia di per sé un ostacolo a eh, consentire una valutazione da parte del Tribunale che chiaramente va eh, ricondotta, il cui oggetto va ricostruito sulla base delle disposizioni del tessuto normativo eh, di cui ci occupiamo. In primo luogo va evidenziato come l'articolo 173 Parli di eh, revoca dell'ammissione al concordato, ehm, esponendo una serie di situazioni, una serie di situazioni che possiamo in qualche modo ricondurre agli atti di frode, il primo comma. Il compimento di operazioni che eh, non siano autorizzate, eh, ultimo comma, articolo 167, l'autorizzazione del giudice delegato, e infine il venir meno delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. Devo dire che in realtà i problemi che si pongono a livello teorico riguardano proprio quest'ultima categoria di comportamenti. In effetti sono. Se scorriamo la decisione, ad esempio, che è stata più volte evocata della Cassazione 23 giugno 2011, estensore Zanichelli, noi troviamo una seconda parte della sentenza che è autonomamente sufficiente a giustificare la bontà della decisione, nel senso che in quel caso si trattava di ehm, rilevare la possibile incidenza negativa sulle prospettive della liquidazione di contratti di disposizione che la società debitrice ammessa al concordato aveva compiuto ante ammissione e che erano stati indicati. Quindi non vi era nulla di diciamo, occultato. Basterebbe questo elemento, a mio avviso, senza in realtà ripercorrere, come viene fatta nella prima parte di questa autorevole decisione, tutte le problematiche sulla natura privatistica o pubblicistica, sui limiti di ammissibilità. Questo perché, a me pare... Anche se naturalmente sono state sostenute tesi diverse, che quando si parla di mh, occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, dolosa omissione o denuncia di crediti, passività insussistente e altri atti di frode, la norma prima ancora richieda che il commissario giudiziale accerta. Nell'accertamento sta non, io ritengo, la conferma di un qualcosa che era già stato. Nella proposta concordataria, ma l'accertamento di un eh, qualcosa di nuovo, appunto, che è tale da incidere sul consenso che consapevolmente i creditori devono esprimere, sono chiamati ad esprimere, e che è in qualche modo viziato proprio dalla presenza di questo atto di frode che appunto viene accertato. Quindi nel caso trattato eh, ad esempio dalla decisione del 23 giugno 2011 non vi è un atto di frode in senso tecnico, vi può essere un, com un comportamento che incide sul valore dei beni aziendali e vedremo dopo quale può essere questo, questo, questo risultato, ma non vi è, io credo, un atto di frode in senso tecnico. Da questo punto di vista, ehm, ad esempio, eh, io penso che fra l'altro eh, l'esame di questa categoria di atti debba essere in qualche modo, mh, diciamo, eh, verificata in relazione ai diversi tipi di concordati che possono nella realtà proporsi. Eh, ad esempio, il problema dell'occultamento o della dissimulazione di parte dell'attivo si pone a mio avviso in termini diversi a seconda che ci troviamo dinanzi ad un concordato puramente liquidatorio oppure ad un concordato misto con prestazione di garanzia nella quale in realtà eh, il tema si sposta non tanto sui... Sulla Attività di liquidazione prevista, che pure può essere prevista, quanto sulla serietà delle garanzie che sono in realtà inserite nel piano al fine di eh, raggiungere quelli che sono gli obiettivi del piano concordatario. Eh, dico anche subito una, una cosa che potrebbe sembrare sorprendente, ma in realtà anch'io penso che la percentuale che è indicata nel piano non sia vincolante e eh, però non è neanche irrilevante, aggiungo. Eh, e, e quindi da questo punto di vista eh, occorre, credo, eh, prendere in esame quelle che possono essere, diciamo, le portare alle estreme conseguenze quelle che possono essere, quella che può essere l'adesione alla teoria privatistica eh, del concordato preventivo. È intervenuto, ad esempio, e la cosa è abbastanza curiosa perché in realtà l'estensore faceva parte anche del collegio eh, che ha eh, deciso la sentenza del 23 giugno del 2011. È intervenuta una recente sentenza, sempre della prima sezione civile della Cassazione, che eh, relatore Bernabai depositata poco tempo fa, il 15 settembre del 2011, dove adottando questo per dimostrare in realtà come possa a volte essere sopravvalutato eh, quel problema di conflittualità fra opposte visioni del concordato, partendo da una concezione non dico Identica, ma pressoché identica alla base di partenza da cui si muoveva o nell'ottica della quale si muoveva l'estensore Zanichelli, giunge a delle conclusioni radicalmente diverse per quanto riguarda la parte emotiva circa il vaglio affidato al Tribunale in sede concordataria. Per poi, ancora una volta, passare alla considerazione di un comportamento che andiamo a vedere che anche qui eh, indubitabilmente invece costituisce eh, un atto frodatorio tale da giustificare in questo caso il rigetto del ricorso, ma probabilmente anche in questo caso senza l'esigenza di eh, ricostruire a livello teorico eh, quello che era o che è nella visione del relatore, eh, il vaglio concesso al Tribunale. In particolare eh, qui eh, si, fa, eh, si fa riferimento ad una problematica che purtroppo eh, in realtà si può porre nella pratica e che riguarda la decadenza della società in crisi da finanziamenti agevolati, mirati concessi eh, ad esempio dal Ministero delle attività produttive che si ripercuotono in senso ovviamente negativo sulla prospettiva di liquidazione eh, del patrimonio aziendale perché determinano l'insorgenza di un credito particolarmente importante e tale da spostare completamente quelli che erano gli equilibri inizialmente previsti. In questo caso diciamo la parte in non è particolarmente estesa, ma mi pare diciamo, abbastanza chiaro che dell'esistenza di, di questo tipo di credito non vi era nessun accenno nell'ambito del piano concordatario. Ora è possibile che questo sia stato, questo la, eh, mi pare la sentenza non lo chiarisca perché si occupa del profilo in diritto. È possibile che il credito, ad esempio, non fosse ancora sorto nel momento in cui è stato predisposto il piano, perché ad esempio non vi era stata una decadenza eh, pronunciata dal Ministero che richiedeva l'immediata restituzione dell'intero. In questo caso saremmo al di fuori degli atti di frode in senso proprio. E dovremmo piuttosto preoccuparci se questa situazione determina la possibile applicazione dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 173. Diverso invece sarebbe il caso, qui non è dato chiaramente comprendere, se invece la, ehm, il Ministero aveva già pronunziato la decadenza e quindi il piano in questo caso ha totalmente omesso di esporre questa passività. Chiaramente le due situazioni sono, sono diverse, quello che la Cassazione sembra dire però è che la conseguenza è sì alla revoca. E dice in questo caso sì alla revoca perché vi è, non si occupa in termini precisi di percentuali, ma dice, evidentemente il credito è importante, vi è uno stravolgimento delle stesse prospettive liquidatorie. In realtà eh, è proprio quest'ultimo comma probabilmente a porre i problemi, i problemi maggiori. Per quanto riguarda gli atti di frode, in realtà una particolare attenzione, credo che, ad esempio, eh, per quanto riguarda l'omessa indicazione di crediti o l'esposizione di passività insussistenti, eh, questo, questo, questa categoria di atti si intrecci anche. Ehm, in modo molto stretto con il problema se il concordato prevede la suddivisione in classi oppure no. È evidente che, ad esempio, l'esposizione di un privilegio inesistente o l'indicazione di, ovvero l'omessa indicazione di un privilegio in realtà sussistente, potrebbe alterare i meccanismi di voto. In sostanza, qui vi è una stretta anche una stret uno stretto collegamento di questa disposizione con quelli che sono i poteri di verifica del Tribunale per quanto, riguarda, per quanto riguarda la regolare formulazione delle classi. La categoria di atti relativi che siano stati commessi in assenza di eh, autorizzazione da parte del giudice delegato. Questi chiaramente si pongono in uno spazio che eh, riguarda l'ammissione già avvenuta. Eh, io penso di ritenere che qui la norma vada interpretata non in senso diciamo, eh, punitivo, cioè eh, mi pare di condividere la tesi che la meritevolezza ormai è stranea, è estranea alla procedura concordataria e quindi l'atto non autorizzato, intanto, potrà dare luogo a revoca dell'ammissione concordataria, in quanto sia idoneo a incidere negativamente sul patrimonio. È stato fatto, ma è arrivato anche eh, agli onori di una decisione. Quindi, il problema della vendita di autoveicoli che era stata effettuata al giusto prezzo. E a mio parere, giustamente, si è detto che non è motivo sufficiente di revoca proprio perché in questo caso l'omissione è di carattere formale e non è tale da riflettersi negativamente sulle prospettive della liquidazione. Arriviamo all'ultima, velocemente all'ultimo comma dell'articolo 173, perché altrimenti potreste pensare che sto in qualche modo aggirando il problema fondamentale. Eh, in una, eh, in una nota di penta sul problema della, della revoca e su diciamo anche mh, i collegamenti che si pongono rispetto al tema della risoluzione del concordato preventivo, si è a mio avviso correttamente evidenziato che non si può dare un'importanza così eh, elevata alla distonia testuale che esiste. Nell'articolo 173 laddove si dice mancano le condizioni rispetto all'articolo 162 quando si parla unicamente di presupposti. Eh, probabilmente si tratta di un difetto di coordinamento cui il nostro legislatore. Ci ha ormai eh, abituato, e eh, il nucleo del problema ritorna probabilmente ad essere eh, quello della verifica: quello della verifica di ammissibilità. Ora, a me sembra però chiaramente eh, è una proposta interpretativa eh, da giudice di merito. Quindi, eh, peraltro ehm, Noto che questa decisione della Cassazione, che appunto dico curiosamente, non evidenzia neanche l'esistenza di quella del 23 giugno, quindi non si pone in motivato dissenso, semplicemente ne prescinde e adotta uno schema eh, ricostruttivo completamente. la base di partenza è la stessa, ma gli approdi sono, sono diversi. Ecco, io credo che eh, il tema della valutazione di ammissibilità del concordato eh, in realtà eh, rifletta alcuni elementi, alcuni elementi che eh, possono darsi per certi e altri in qualche modo, per quello che di certo viene il diritto, e altri eh, in qualche modo siano più dubbi. Primo abbiamo detto è esclusa una valutazione di meritevolezza. Un esempio che è stato posto in dottrina, a me pare abbastanza calzante, è questo. Diciamo che un'impresa abbia operato sul mercato prima dell'ammissione alla procedura concordataria in modo allegro, non voglio ricorrere alle categorie penalistiche del dolo, e eh, abbia inserito nel proprio bilancio dei crediti molto consistenti senza operarne le dovute svalutazioni, cosa che invece fa prima dell'ammissione al concordato e quindi la proposta concordataria riflette una eh, valutazione in quel momento veritiera. Bene, credo che siamo fuori dal problema della valutazione di ammissibilità. I creditori faranno le loro valutazioni in cuor loro, eh, facendo qualche conto e in ciò aiutati dal commissario giudiziale al fine di capire se l'eventuale prospettiva fallimentare possa essere più o meno conveniente. Credo anche che sia fuori dallo spazio di valutazione in sede di ammissione alla procedura concordataria, quella che può essere la convenienza in sé del concordato. Sotto questo punto di vista ecco ritengo appunto corretto in sé l'affermazione di dire il fatto che prospetti una certa percentuale non è per me vincolante. Ma io credo se accediamo alla tesi che da un lato la convenienza è stata affidata ai creditori e riemerge in sede di omologa soltanto in caso di opposizione, dall'altro dall il tema della meritevolezza è stato del tutto espunto dal problema, il problema della, invece centrale dell'ammissibilità non possa ricondursi a, uso un'espressione forte, ma che è contenuta, non è mia e quindi mi permetto di appropriarmene, eh, in questa sentenza del 15 settembre la Cassazione dice letteralmente, non può essere una spunta dei documenti elencati dalle disposizioni in tema di ammissione del concordato, in particolare dall'articolo 161. Ora si tratta quindi di capire esattamente che cosa, che cosa fare. Siamo di fronte a una proposta contrattuale, una proposta contrattuale che è destinata a poter essere accettata o non accettata. La natura negoziale del concorato mi pare che non possa più essere in qualche modo rimessa in discussione. Però è un accordo che in qualche modo è vigilato perché altrimenti non vi sarebbe non vi sarebbe un iter procedimentalizzato. Ecco, sotto questo punto di vista, diciamo l'unico passaggio su cui diciamo proprio fatico a, um, a concordare nella sentenza del 23 giugno, è un passaggio apparentemente piccolo ed è quando uh, si afferma che la, che la relazione del commissario giudiziale è destinata unicamente ai creditori io aggiungerei destinata anche ai creditori, perché se il 173 disciplina espressamente il fatto e la circostanza che il commissario giudiziale riferisca al tribunale e il tribunale d'ufficio, guardate non, non, non esiste questo tipo di potere ufficioso nell'ambito della, eh, della dichiarazione di fallimento ad esempio eh, io Sottocco un tema, ma personalmente, eh, situazioni in cui vi sia una desistenza, adesso è un tema molto dibattuto, anche se guardiamo il caso, in cui vi sia una desistenza e eh, il tribunale eh, sollecita il pubblico ministero perché eh, svolga un ruolo vicario del creditore che ha prestato la disistenza, mi pare un, un tema in qualche modo che eh, trova già una risposta nella, nella riforma e quindi, eh, quindi c'è un ridimensionamento dei poteri ufficiosi. Salvo, salvo qui, in realtà la relazione del commissario giudiziale si rivolge proprio e prima ancora che ai creditori, anche al tribunale, affinché prima che questi esprimano la propria volontà o anche dopo, come vedremo, purché non sia intervenuta l'omologa, se è stata falsata in qualche modo la possibilità di percepire la realtà dal piano concordatario, vi possa essere questa volta sì un intervento. Del Tribunale, che non è detto porti al fallimento, non lo è nel caso in cui ad esempio il concordato nascesse senza precedenti istanze di fallimento, perché il Pubblico Ministero potrebbe non proporre lui un'istanza di fallimento, ma non lo è neanche nel caso in cui attivato il, il subprocedimento tendente alla revoca. Diciamo la società debitrice, eh, mossa da o, o il debitore, eh, mossa da resipiscenza o riperite fonti di finanziamento da soggetti terzi, eccetera, modificasse la proposta. E, e a questo punto io credo si dovrebbe passare alla verifica rispetto alla nuova proposta. In qualche modo come se fossimo davanti a a una cessazione della materia del contendere sulla prima. Facciamo un'ipotesi, un'ipotesi che neanche questa è di scuola, perché purtroppo la realtà offre, offre esempi maggiori della di, di, di quanto la nostra fantasia potrebbe immaginare. Um, un piano liquidatorio prevede eh, la valorizzazione attraverso procedura competitiva di un eh, immobile che eh, è nella disponibilità della società ammessa al concordato sulla scorta di un contratto di leasing. Sulla base di questa proposta di per sé non indecente la società è stata ammessa alla procedura concordataria. Peccato che... Per equilibri finanziari della stessa carente non sia in grado di continuare nel pagamento dei canoni, che costituiscono chiaramente, in relazione ai principi sui rapporti pendenti applicabili alla materia concordataria, un debito che la società deve onorare in prededuzione se vuole continuare. Sarebbero possibili accolli da parte di altri soggetti, però, diciamo che il piano nulla prevede. A questo punto sopravviene la comunicazione di recesso della società di leasing, stanca di eh, è chiaro che siamo di fronte a una modifica radicale. Ora il punto nei concordati liquidatori diventa tolta la, la possibilità che vi fosse stata frode, quindi non si era detto che era in leasing, ma si era trattato come se fosse in proprietà e quindi fuori da questo caso limite. Nell'ipotesi in cui questo si verifichi, vi è il problema appunto della vincolatività della percentuale. Ma vi è, io credo, ancora prima un problema di carattere negoziale. Se il Tribunale può intervenire d'ufficio sulla base di una relazione del commissario giudiziale, probabilmente la sua valutazione, la valutazione del Tribunale in questa fase può, nell'ambito della proposta concordataria, se la riteniamo una proposta contrattuale, ne potrà valutare eventualmente quelle che sono state definite anche eccezioni rilevabili d'ufficio. La proposta, ad esempio, potrebbe contenere A un'operazione del tutto illecita. È chiaro che per questa parte saremmo di fronte a una nullità. Si tratterà di verificare se sia scindibile questo tipo di, di operazione. Eh, con riferimento alla, ad esempio alla nullità parziale, se sia tale da determinare una caducazione dell'intero piano o se lo stesso possa sopravvivere magari per una percentuale più modesta, che però andrà chiaramente identificata. B, si potrebbe eh, verificare l'ipotesi eh, di una indeterminatezza, pensiamo a un a un piano che non sia fattibile alla luce della eh, relazione del commissario giudiziale perché indica degli elementi oggettivi, cioè non semplicemente una convenienza economica pura e semplice, ma vengono indicati una serie di elementi eh, che possono essere il caso che vi dicevo prima, possono essere, può essere la sopravvenienza di un credito che inizialmente non si era correttamente indicato perché non c'era ma si è, è divenuto esigibile ed è in qualche modo verificabile e accertabile dal commissario giudiziale soltanto in corso di, in corso di procedimento eh, insomma una serie di eh, situazioni obiettive che rendono non fattibile anche da punto di vista astratto a questo punto il piano probabilmente siamo di fronte ha una nullità, vorrei dire, per impossibilità dell'oggetto contrattuale. Quindi il fatto che il Tribunale in questo momento lo accerti non mi sembra una deviazione rispetto, rispetto ai principi privatistici che vengono spesso evocati. Ecco, io credo quindi, mh, per cercare in qualche modo anche di... Di, di raccogliere le mie idee prima di tutto: eh, che ehm, parlare di concezione privatistica del concordato preventivo non sia in, ant in antitesi con una verifica da parte del tribunale esclusa la possibilità di incidere su che cosa? Ancora una volta, meritevolezza, convenienza e merito delle proposte, nel senso di sostituire con una sorta di visione paternalistica le operazioni con altre perché piacciono di più, perché no, non vi è un'invasione di campo. Il Tribunale a quel punto prende atto della situazione e la rappresenta. E in realtà appunto a mio parere vi può essere ancora, ad esempio ammettiamo che questa situazione si verifichi, si verifichi prima delle votazioni, correttamente io credo che il giudice dovrebbe arrestare un attimo la procedura, quindi non andare al voto su una proposta che ormai diciamo, è emerso alla luce della relazione del commissario giudiziale come non fattibile o viziata, in modo da consentire alla società o al debitore ammesso alla procedura di modificare eventualmente oppure correggere il tiro quando ciò sia possibile e, e quindi andare in votazione su una proposta a questo punto diciamo correttamente percepibile. Io mi fermo, mi fermo qui nel senso che eh, poi posso ad esempio eh, richiamare un caso in cui di fronte a una Possibilità di e quindi a un mh, parere del commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 172 circa la non fattibilità del piano alla luce di una serie di a sopravvenienze, b verifica di esistenza di una eh, garanzia reale eccetera non, non indicata, ma forse non in modo doloso, eccetera. Eh, la società è intervenuta proponendo una serie di, di modifiche che hanno consentito di mandare al voto una proposta ridimensionata nelle sue prospettive, chiaramente, ma, e qui torniamo al punto di partenza, probabilmente la percentuale in sé non è vincolante nel senso che l'accordo non si forma sulla percentuale perché altrimenti saremmo nell'ambito della garanzia, ma si forma però sul, non solo sulla cessione dei beni, ma sul tipo di cessione, quindi si tratta di modalità che devono essere appunto verificate in modo da essere valutate nella loro attendibile fattibilità. Il fatto che in quel caso poi i creditori abbiano deciso, visto il ridimensionamento, di non votarlo eh, è un incidente di percorso eh, che, non, che non esclude, a mio avviso, la correttezza di un percorso che abbia comunque dato la possibilità alla eh, società messa al concordato di mh, modificare, diciamo, aggiustare in corso d'opera quello che era il, il piano proposto. Per quanto riguarda, eh, ancora eh, poche cose, per quanto riguarda eh, il procedimento, il procedimento eh, si svolge eh, chiaramente attraverso un riferimento all'articolo 15, quindi siamo di fronte a un eh, procedimento nel quale eh, la società debitrice deve, o il debitore deve necessariamente essere in condizioni di interloquire. Eh, a mio avviso, quindi, ma penso sia comunque abbastanza normale, va fissata un'udienza apposita per la decisione sulla revoca nel senso che, prospettata ad esempio, alla all'adunanza dei creditori la sussistenza di una fattispecie astrattamente idonea a portare alla revoca non sarebbe consentito sol perché ad esempio la relazione è stata depositata ad esempio 16 giorni prima a deciderla seduta stante ma occorrerebbe comunque la fissazione di un'udienza ad hoc. E questo non toglie che anche la stessa sentenza eh, la stessa sentenza Zanichelli lo ha chiarito, occorre tenere distinti procedimenti. Si tratta sempre di un unico procedimento eh, all'esito del quale eh, se vi è richiesta, perché anche qui non, non ci si muove eh, d'ufficio, se vi è istanza, eh, alla revoca dell'ammissione potrà conseguire la sentenza di fallimento. In questo caso cosa è reclamabile? Chiaramente la sentenza di fallimento, ma potendo far valere nell'ambito del reclamo la sentenza i vizi eventualmente relativi al decreto, perché si tratta di una fattispecie a formazione complessa in cui senza un legittimo decreto di revoca dell'ammissione non si può parlare di una legittima sentenza di fallimento. E... Resta sullo sfondo il tema dell'eventuale revoca dell'ammissione non seguita da sentenza di fallimento. Ho visto prospettate diverse ipotesi in questo caso per far valere questa doglianza. Io credo sarebbe percorribile in questo caso il ricorso diretto in Cassazione ai sensi del 111 e non lo dico perché, eh, perché credo che in questo modo. Effettivamente il semplice fatto della possibilità di reiterare il ricorso per concordato preventivo non sia sufficiente ad escludere uno strumento di tutela immediato rispetto a un decreto di revoca che fosse ad esempio viziato o o comunque in qualche modo censurabile. Ecco, io mi fermerei qui e credo di essere stato sufficientemente frammentario per, <ride> per, per mantenere il tutto. <ride> Ringraziamo il dottor Farolfi che è stato tutt'altro che frammentario, devo dire, eh, avendo Puntualmente inquadrato anche dal punto di vista sistematico i vari problemi che l'articolo 173 pone. Sono assolutamente d'accordo con lui che l'articolo 173 non è una norma così en passant, ma è ancora oggi, ancora oggi, come per il passato, un pilastro fondamentale della disciplina del concordato. Sulla quale, tra l'altro, poggia anche l'interpretazione e, 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 e la significatività di altre norme di rilievo, i fini per esempio della consecuzione delle procedure concorsuali come l'articolo 167 della legge fallimentare il collegamento con l'articolo 167 il senso dell'inefficacia di quell'articolo 167 secondo comma per gli atti di straordinaria amministrazione che intanto si comprende in quanto al concordato preventivo poi segue il fallimento, cioè voglio dire da tanti punti di vista questa mi pare una norma che resta ancora fondamentale certo i due temi eh, eh, principali sono quelli legati alla, alla, alla lettura e interpretazione della norma oggi dopo che eh, come dire, tutto il resto del sistema è stato rivisto, sia con riferimento all'accertamento eh, della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato, vedi soprattutto il giudizio di fattibilità su cui si è, si è soffermato il Dottor Farolfi, sia con riferimento alla eh, corretta qualifica degli atti di frode, quali sono, cioè, perché questo poi coinvolge per la verità anche il tema della soppressione o non soppressione completa del giudizio di meritevolezza che insomma è un tema eh, che richiederebbe una, una, una specifica relazione. Fattibilità: credo che eh, abbia assolutamente eh, ragione il dottor Farolfi, così come aveva così come prima eh, il professore Guidotti sul fatto che indubbiamente non si, forse al Tribunale può essere sottratto il giudizio di fattibilità economica, eh, al Tribunale non è, che, non è richiesto di eh, esercitare un giudizio di fattibilità economica, ma però resta, pur sempre io ho distinto già da tempo questo duplice profilo del giudizio di fattibilità, resta il potere di verificare invece la fattibilità giuridica. Che, vabbè, se si tratta di concordato concessione dei beni forse c'è anche poco da verificare, ma se si tratta di concordato con ristrutturazione, e, e operazioni societarie, operazioni straordinarie di particolare tipo, costituzione di nuove società, eh, interventi di terzi e quant'altro io credo che sia indispensabile che il Tribunale svolga anche una, un, eserciti un giudizio di fattibilità giuridica sul piano giuridico, che non lo può fare quella, come dire, il professionista attestatore. Eh, nella, nella, nella relazione iniziale, quella, quella che deve essere allegata alla, alla domanda di concordato preventivo. Per quel che riguarda questa norma, norma l'articolo 173, per ciò che riguarda, eh, per ciò che riguarda eh, la qualificazione degli atti in frode, eh, mi lascia ancora mh, diverse perplessità. Mh, perché sì è vero, la Cassazione ha cercato di, nella sentenza del giugno del giugno 2011 ha cercato di eh, come dire, ridurre in qualche modo l'impatto sulla procedura dell'interpretazione della nozione di atti di frode. Atti di frode che, non, eh, che insomma, sarebbero mh, da valutare solo se in grado di ingannare i creditori circa le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio. E questo tanto con riferimento alla ipotesi atipica alla fattispecie generica altri atti di frode, quanto con riferimento alle fattispecie tipiche precisamente indicate nel primo comma, ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di annunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti ecco, o commesso altri atti di frode. Ehm, è indubbio che se il debitore nel momento della presentazione della domanda ha nascosto qualcosa e ha nascosto qualcosa di molto serio. Probabilmente, anche tenuto conto di ciò che potrebbe accadere in, in caso di omologazione e poi di successivo eventuale annullamento del concordato, di cui ci, ci parlerà il dottor Pasquariello, è chiaro che questo comportamento può rivelarsi grave in se stesso, cioè nel fatto di avere nascosto. Ma secondo me, qui occorre proprio il dolo. Cioè, voglio dire che l'atto deve essere comunque in frode e la frode ci richiama comunque il concetto di dolo, non un concetto di semplice negligenza e men che meno di diversa valutazione di poste dell'attivo. Perché se, voglio dire, la discussione verte su una diversa valutazione delle poste dell'attivo, ho l'impressione che non ci possa essere spazio per una revoca del fallimento, per una revoca del concordato e una dichiarazione, una dichiarazione di fallimento. Ma il problema è, se leggiamo attentamente la sentenza della Cassazione, qui si ipotizza come dire, un giudizio a posteriori che avviene dopo, sostanzialmente, che dovrebbe avvenire dopo che i creditori hanno votato sulla proposta concordataria. Perché come si fa a dire prima che i creditori si pronunziano sulla proposta concordataria, come si fa dire che sono rilevanti quegli atti che, o quelle circostanze che, o situazioni che se conosciute avrebbero presumibilmente comportato una diversa, ovviamente negativa, valutazione della proposta, fin tanto che questa valutazione della proposta non è stata fatta perché l'udienza ancora, la donanza dei creditori ancora non c'è stata. E voglio dire, se anche astrattamente fosse possibile questo, nel breve tempo che intercorre fra il decreto di apertura e la donanza dei creditori, se anche questo fosse possibile, però qui parliamo... Di un commissario giudiziale che accerta nella relazione e la relazione, e la relazione deve essere depositata prima dell'udienza. Ma dico, se anche fosse vero, eh, bisogna anche osservare, e mi sembra che il dottor Farofi l'abbia correttamente sottolineato, che il debitore può sempre modificare la proposta concordataria fino a che non si apre la votazione. E allora, come conciliamo questa facoltà che viene data al debitore di modificare? La domanda, il contenuto della proposta concordataria con quella conseguenza che sembra ineludibile della revoca del concordato preventivo e dell'eventuale dichiarazione di fallimento, prima ancora che lo stesso debitore abbia avuto la possibilità di modificare la proposta e i creditori abbiano avuto la possibilità di valutare la domanda, perché voglio dire, può darsi che i creditori in sede di adunanza di creditori, in sede di votazione, approvino ugualmente il concordato, anche se queste cose, tutto sommato, sono emerse a seguito degli accertamenti compiuti dal commissario giudiziale. Per cui questa norma, l'articolo 173, così come impostata, oggi sembrerebbe più rivolta a fatti accertati dopo la votazione che non fatti accertati prima della votazione e magari evidenziati nella relazione del commissario giudiziale. Questo questo crea, tutta, come dire, crea molta incertezza sull'interpretazione della norma e direi da un certo punto di vista anche sulla, su, sulla motivazione della stessa sentenza della Cassazione del, 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 giugno, del giugno di, eh, di quest'anno. Ecco. Proprio da questo punto di vista io, dico, io penso che se invece diamo questa interpretazione e quindi non limitiamo in questa, nella direzione indicata dalla Cassazione la portata... Eh, ermeneutica dell'articolo 173, allora in effetti però ridiamo in qualche modo spazio al giudizio di meritevolezza, perché è vero che il giudizio di meritevolezza è stato eliminato. Ma se interpretiamo la norma in questo modo, in fondo dovremmo dire che il giudizio di meritevolezza cacciato dalla, dalla porta rientra dalla finestra sotto le specie, sotto le specie delle, situazioni, delle, delle situazioni delle circostanze. Eh, tali che possono condurre appunto alla revoca del fallimento dell'articolo 173. Quindi io eh, rivedrei un, un momento questo, questa affermazione che pure è fatta comunemente da tutti, cioè che oggi il giudizio di meritevolezza non, non, non c'è più, però c'è ancora questo articolo 173 e dobbiamo decidere prima come interpretare l'articolo 173. Tutto questo, come vedete ci conduce all'ultima eh, all fase patologica dell'istituto concordatario, perché la revoca rappresenta sicuramente eh, un momento eh, fortemente patologico del regolare percorso della proposta concordataria, ma eh, in realtà questi vizi del, del procedimento possono emergere anche in una fase successiva e soprattutto nella fase dell'esecuzione che è poi la fase che interessa di più i creditori perché è in quella fase che i creditori ricevono in qualche modo soddisfacimento ed è in quella fase che eventualmente l'impresa può essere sanata se c'è ristrutturazione. Di questi problemi ci parlerà adesso ora il vostro eh, giudice fallimentare del, del vostro tribunale il dottor Domenico Pasqualiello, risoluzione e annullamento del concordato. Grazie. E in effetti devo parlare della, della patologia della patologia, perché già il concordato è un modo per risolvere una vicenda patologica, no? la crisi di impresa, se non il dissesto, sia pure sotto forma di soluzioni negoziali. E An anticipo eh, che eh, nel dibattito accademico che inevitabilmente prorompe qualsiasi sia il tema di un incontro sul concordato, cioè eh, concezione privatistica, pubblicistica, impostazione negoziale o processuale, eh, per il quale Alessandro Farossi ha provato un po'... Ad avvicinare gli opposti opinamenti, io incidentalmente non vi farò mancare una quarta posizione che mi sembra dopo un po' inevitabile, quantomeno con riferimento alla risoluzione. Tranquillizzo anche, vorrei dare un contributo da penalista, qual sono ogni tanto sporadico intruso ai convegni fallimentari. Un contributo alla serenità dei sogni del, di, del, del professor Guidotti, una volta che eh, l'atto solutorio è, rientra in un piano omologato dal Tribunale, a meno che l'omologa non sia frutto di eh, dolosa attestazione in cui il debitore è, è il correo. Toglie l'elemento soggettivo del reato. L'omologazione è una patente di viceità postuma di tutto ciò che è fatto prima, quindi puoi dormire tranquillo. Se c'è l'omologa, si può fare no, da un certo punto in poi. Posso dormire tranquillo? Dall'omologa eh. Dall almeno quello. Eh, poi... Aspettala, no? Cioè... Il timbro Vabbè. del tribunale, almeno quello. No, nei miei incubi c'è il concorso esterno di professionisti. Allora, evidentemente tu hai, devi cioè, starti da zero la sera. Del, sera del, che... cioè il concorso esterno, non del cliente. Che... Va bene cercato un po' di alleviare perché eh, l'argomento la, certamente non, non, non è leggero. È Va bene, eh, frammenti di una disciplina. Eh, un, altro titolo, un altro titolo possibile eh, per questi incontri che affrontano. Eh, vari aspetti dell'iter concordatario e eh, quello de, pot, può essere quello di tappe di uh, una vicenda uh, tormentata o comunque molto difficoltosa che è la vicenda concordataria che io uh, a, amo definire anzi forse un po abusato di questa similitudine come un'avventura, quella del concordato, della procedura concordataria, in tutte le sue fasi, dalla, pro, dalla proposta, ammissione, votazione, omologazione, esecuzione, fino al post factum eventuale della risoluzione, post factum patologico, amo definire come quella di un'avventura in, in, in territori sconosciuti e molto insidiosi sconosciuti insidiosi, per di più dai confini incerti, variegati, mh, sconosciuti anche i confini, l'estensione dei territori in cui ci si addentra, perché sono tanto variabili quanto eh, è variabile eh, lo scopo, il contenuto, eh, la modalità di struttura dei concordati. Abbiamo, ne abbiamo sentito alcuni aspetti appunto dal professor Guidotti. E, e, non, e nonostante siano ormai passati sei anni dalla riforma, perché... La parte eh, relativa al concordato ha riempito l'anticipazione nel 2005 di tutta la riforma con, eh, eh, fallimentare. A sei anni di distanza dalla novella, chiamiamola così, siamo ben lontani, ben lontani eh, di avere dei, eh, dei punti di riferimento, dei checkpoint giurisprudenziali sui quali la dottrina eh, converge in maniera, non dico unanime ma maggioritaria. In tutti gli snodi fondamentali del, 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 dell'iter concordatario, Su, sulla formazione delle classi, sul, mh, sulle modalità ammissibilità di trattamento differenziato, sulla falcidia del, del credito erariale, sui poteri contenuti del sindacato del tribunale, eh, eh. O, ogni passo è insidioso e questi sono solo quelli fondamentali, lasciando perdere quelli di dettaglio. Eh, il voto anticipato dei creditori, la, la modifica in payus o in meios, la sorte dei voti prima, ne possiamo elencare decine. È veramente un'avventura. Chi poi ha esperienza pratica come me, eh, nel dei, dei concordati, nel Tribunale di Modena è un istituto che ha avuto molto successo, devo dire. Abbiamo dal 2008 ad oggi una media di una trentina di concordati l'anno, su 180 fallimenti quindi il 20%, non tutti arrivano a omologa, ma considerando che qualitativamente la procedura concordataria ha ad oggetto in, imprese più rilevanti rispetto alla media di quelle fallite, mi sembra un dato di molto successo locale, un altro dei misteri del concordato che è a Chiazza di Leopardo nel territorio nazionale, un dato di, di successo dell'Istituto come mezzo per, per risolvere la crisi. Dicevo, con l'esperienza pratica che questo dato statistico di successo mi ha consentito di avere, vedo che gli stessi problemi, eh, la stessa avventura non finisce certamente con l'omologa, ne inizia un'altra, da, da, dai confini altrettanto vasti e dai contenuti altrettanto modulabili e variegabili. Basti dire che l'esecuzione del concordato, se giustamente come i, i, il professor... Eh, Censoni diceva che la risoluzione è la patologia dell'esecuzione. L'esecuzione è la fisiologia. Quindi, prima di studiare, affrontare la, la, la patologia, devo fare due parole su, su, sulla fisiologia: l'esecuzione del concordato, e con ciò rifuggendo a qualsiasi impostazione dogmatica su privatistico, può, può essere sia a scelta del debitore accettata con la omologazione con l'accettazione dei creditori, può essere interamente negoziale con, in qualsiasi tipo di concordato, con atti liquidatori posti in essere anche dal debitore a trattativa libera, se ciò è nella proposta è stato offato. Quindi con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda poi l'eventuale contenzioso, la disciplina della cancellazione dell'ipoteca, interamente negoziale. È definita attività negoziale giu giudizialmente assistita, l'esecuzione di questo tipo. All'estremo opposto può essere un'attività una liquidatoria fallimentarizzata, i commi del 182 seguente introdotti nella novella, sul modello fallimentare, quindi comitato dei creditori, procedure a evidenza pubblica e competitive, liquidatore nominato dal tribunale e quant'altro. Fra questi due poi opposti ci sta tutto, tutto ciò che è la libera fantasia negoziale, scissioni societarie, trasformazioni, atti di trasformazione societaria, trust, tutto ciò che c'è nel codice civile e oltre, se è cioè legittimo, può entrare nella fisiologia dell'esecuzione del concordato secondo piano. E in fondo in questo, devo dire, nonostante stiamo parlando di crisi di impresa, quindi di, di, di vicende sostanziali purtroppo tristemente d'attualità, però in questo sta, devo dire, il fascino giuridico dell'Istituto, in questa vitalità, multiformità, poliedricità, libertà di scopi, di strutture e forme, e con le però difficoltà che inevitabilmente comporta. Tutto ciò. Veniamo ecco, alla, alla possibile patologia di, di, di questa eh, molteplicità di piani concordatari che devono essere eseguiti. In precedenza, prima, pri, prima della riforma, eh, le ipotesi della, della, di risolvibilità erano delineate molto chiaramente: c'erano solo due tipi di concordato: l'accesso bonorum pura, concordato puramente liquidatorio, e il concordato con garanzia. Quindi la patologia, si. Sì, posso abusare della, del suo termine, della sua similitudine, perché si a, a, adatta perfettamente a, a quanto devo dire. Ehm, la patologia, sanzionata civilisticamente con la risoluzione, ovviamente, eh, era limitata a due ipotesi eh, principali, due binari fondamentali. La mancata prestazione delle garanzie, nel concordato con garanzia, e la mancata messa a disposizione dei beni oggetto dell'accesso a bonorum. C'è altro da dire, ma diciamo che i due, i due binari fondamentali erano questi. Ora, ripeto, per conseguenza di questi vasti territori negoziali che il piano concordatario può, può, può esplorare, anche la possibile patologia, le ipotesi di patologia si moltiplicano quasi all'infinito. Abbiamo, eh, il professor Guidotti ce ne ha dato qualche anticipazione: abbiamo varie forme di, di concordato anche solo per gli scopi. Il concordato puramente liquidatorio, il concordato di puro risanamento, in cui non c'è lo spossessamento del debitore dai propri beni, ma si continua l'attività d'impresa con la libera non solo eh, titolarità, ma anche la disponibilità di tutti i beni di impresa. Abbiamo i concordati misti. Abbiamo i concordati a scopo di risanamento, ma con forma apparentemente liquidatoria, attraverso il contratto d'affitto d'azienda, il trust liquidatorio, varie possono essere, costituzione di Nuco, vari sono, ne ha parlato il professor Guidotti. Abbiamo anche, in teoria, i concordati misti, in parte con, eh, con forma di risanamento, cioè che non prevedono l'accesso, ma con funzione liquidatoria attraverso trasformazioni societarie, che so, un piano concordatario che preveda la scissione della debitrice in due società, in una immobiliare vengono conferiti immobili o eh, leasing a soddisfazione di taluni creditori o in genere dei privilegiati, l'altra operativa che continuando l'attività di un ramo d'azienda o di tutti persegue il risanamento e paga. E paga e paga gli altri. Qui la forma in realtà è di risanamento ma lo scopo può essere prevalentemente, eh, prevalentemente liquidatorio. Quindi potete già immaginare quali e quanti eh, problemi si possono porre, anche solo dal punto di vista astratto, in ipotesi di risoluzione di, corda di concordati di questo tipo che per esempio prevedano costituzione di un trust atti di trasformazioni societarie tutti problemi nuovi che prima non si potevano porre e devo dire in prima battuta quasi irresolubili. non so se riuscirò a arrivare fino alla fine delle variazioni sono vari argomenti, ma la conclusione è che per alcuni di questi problemi che mi viene da dire che ci sono dei tipi di concordato non risolubili se non risolubili solo apparentemente vedremo Tanto stiamo sulle cose semplici e principali, allora Cosa dicevo? Eh, tutta questa eh, ipotesi eh, tendenti a infinito di forme, strutture e modalità di piani concordatari sono regolati nel caso della patologia da una sola norma: tre, perché ne richiama altre due: all'apparenza semplice, chiara, con un dettato chiaro e. e, e preciso ed è l'articolo 186 che dice leggo brevemente ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza l'ultimo comma le 186 richiama l'applicabilità con la solita clausola di compatibilità delle norme articoli 137 e 38 stabilite per la risoluzione del concordato fallimentare e l'annullamento. Sostanzialmente l'articolo 137 richiamato Stoa essenziale dice se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato ciascun creditore può richiederne la, la risoluzione. Tutto qua tutto chiaro e tutto preciso e devo dire che mh, apparentemente mh, per una vo rara volta negli ultimi 30 anni sono d'accordo col legislatore nello scrivere il meno possibile perché a fronte di, di, di una casistica potenziale sterminata forse è meglio tutto quello che eh, mh, si può scrivere eh, mh, può fare più danno che no è meglio fissare una sola regola chiara e poi lasciare l'interprete gli tutti gli aggiustamenti, gli aggiustamenti inevitabili. La regola chiara è quella, e lo dice la stessa relazione al correttivo che ha introdotto, ha eh, eh, novellato l'articolo 186 legge fallimentare nell'attuale formulazione, la regola chiara, eh, ripeto lo dice la relazione, la volontà del legislatore è stata chiarissima, è quella... Della importanza dell'inadempimento posta dall'articolo 1455 codice civile per la risoluzione dei contratti. Quindi, però, già lì in prima battuta si deve osservare subito come l'articolo 1455 del codice civile pone questa regola dell'importanza del. L'inadempimento e ne pone altre, in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive, il concordato, abbiamo sentito, è tutto, è tantissime cose, tranne che un contratto a prestazioni corrispettive. Questo saremo tutti d'accordo. Quindi, recuperando Trasportando nella patologia del concordato preventivo dell'esecuzione del concordato preventivo i principi cardine elaborati dalla giurisprudenza e in relazione all'articolo 1455, vediamo che ci sono problemi di trasposizione immediata. I principi cardine essenzialmente erano questi: quelli dell'imputabilità dell'inadempimento, della definitività dell'inadempimento. E dell'importanza del inadempimento sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Per quanto riguarda l'imputabilità del inadempimento, è assolutamente, secondo me, recuperabile tutta la giurisprudenza precedente che, già con riferimento al concordato vecchio regime, chiamiamolo così, aveva dato un assetto definitivo al principio specificando che. L'inadempimento degli obblighi concordatari è un fatto oggettivo, cioè da accertarsi come fatto oggettivo, esula da ogni accertamento inerente l'imputabilità al debitore, opera quindi automaticamente, prescindendo da valutazioni soggettive del comportamento di questi. È una giurisprudenza assolutamente travatizia. Tra l'ultima Cassazione in questo senso è del 2007, io non credo che la riforma abbia introdotto motivi per i quali potersene riscostare, che giustifichino in qualche modo un revirmand. L'altro punto, definitività dell'inadempimento. L'altro principio. Ora, faccio il caso concreto. Nel caso di il concordato per cessio bonorum in cui i beni siano ceduti ai creditori siano, uh, uh, si, 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 si consistono in un immobile non venduto nell'esecuzione, sono scaduti tutti i termini previsti nel piano concordatario. L'inadempimento è, 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 è attuale, l'adempimento futuro è possibile. È il dato quotidiano dei concordati di oggi. I concordati di oggi che vengono a scadenza oggi, sono tutti fatti in base a piani eh, di liquidazione o piani industriali ad, ad, connessi al trattamento, alla ristrutturazione del debito mh, fatti nel 2008, quindi sulla base dello scenario di un mondo che non esiste più, non solo per quanto riguarda le stime immobiliari o le stime dei cespiti patrimoniali ma anche per quanto riguarda i piani industriali. Tutti, quasi nella quasi, penso che anche Alessandro me lo possa confermare, la, la totalità dei concordati che arrivano a scadenza dell'esecuzione oggi siano, siano constino di massiccio inadempimento per i tempi e per le percentuali finali. In realtà la risoluzione sarebbe un argomento di fortissima attualità. Non lo è per fortuna solo perché crea più problemi di quanti non ne voglia risolvere e alla fine nessuna convenienza ai creditori, altrimenti avremmo una percentuale massiccia di concordati da risolvere. Dicevo, quindi l'adempimento in ritardo è sanzionabile con la risoluzione. In passato c'era una posizione rigida di, di, do, di dottrina e giurisprudenza e come per ogni inadempimento c'è una scadenza. Anche. Certo, se nelle more del procedimento di risoluzione si arriva all'adempimento, allora viene a cadere, si diceva la giurisprudenza, l'interesse ad agire del creditore. Ma altrimenti se il concordato, e dopo rettificherò il tiro, il concordato che non consista solo in una, in, una, in una generica cessione di beni senza promessa di percentuali. Il concordato alla scadenza non vede eh, realizzati i pagamenti previsti, anche se questi sono possibili, devo dire che bisogna opinare per la risolubilità di questo accordo concordatorio. Se però l'obbligazione non è di pagamento, altre operazioni straordinarie, società, eh, altre at, eh, attribuzioni di azioni, L'indagine può essere ancora più variegata. La semplice non esecuzione di operazioni previste dal piano è inadempimento? È difficile da dare risposte a priori. Verrebbe da dire in prima battuta è inadempimento solo ciò che si riflette sulla... Realizzabilità dei flussi finanziari necessari per eseguire i pagamenti come da riparti concordatari previsti e, e, e però questo apre eh, il campo che sarà da recuperare dopo con, con un'analisi più approfondita della risolvibilità dei concordati per i quali l'inadempimento di pagamento è solo prognostico, di nuovo, e non solo attuale. Torniamo per un attimo all'ultimo eh, aspetto eh, sui principi del cardine della risoluzione per inadempimento: quello del requisito eh, della scarsa import importanza. È menzionata direttamente dall'articolo 186. Eh, la giurisprudenza ha, ha già, ha già ehm, tenuto fermo come questo comporti un requisito oggettivo consistente nella valutazione adempienza dell nell'ambito dell'economia complessiva del contratto. Ma, come dicevamo prima, qui un contratto non c'è. E un requisito di natura soggettiva, incentrato nel 1455 ultimo comma, sull'interesse della parte fedele, cioè sulla vittima dell'inadempimento. E anche questo requisito soggettivo ovviamente non è importabile o esportabile a seconda dei punti di vista. Quindi, in definitiva, co come utilizzare i, i principi civilistici, quasi quasi... Eh, basilari, eh, codicistici, sull'importanza del adempimento nella vicenda concorduale, eh, concorsuale concordataria. È impossibile a questi fini un'indagine sull'economia complessiva del contratto. Il contratto non c'è. Si potrà ritenere eh, rilevante un'indagine complessiva sulle obbligazioni di pagamento o altro, a seconda delle impostazioni, nascenti dalla omologazione concordataria. Ma anche in questo caso i problemi sono molteplici. Richiamo per un attimo. Il già letto primo comma dell'articolo 186 che dice ciascun creditore può agire per la risoluzione del contratto. Ciascun creditore e solo ciascun creditore. Non più, come prima, un organo della procedura, cioè il commissario giudiziale, né l'organo rappresentativo dei creditori, il comitato dei creditori, che invece era stato legittimato alla risoluzione nel regime intermedio fra la riforma e la novella del 2008. Ciascun creditore. Questo cosa vuol dire? Ci si chiede. Vuol dire che l'inadempimento dedotto nell'azione di risoluzione è l'inadempimento del singolo creditore? È solo quello? O vuol dire che oggetto del giudizio di inadempimento che porta alla risoluzione sono tutte le obbligazioni previste? Nel piano concordatario e globalmente considerati e quindi i principi sullo scarso adempimento, rilevanza e lo scavano rapportati a una singola obbligazione o a più a seconda di quanti sono i ricorrenti, o a tutti globalmente considerati, ovviamente. ovviamente su questo campo di eh, disputa accademica si scontrano i due eserciti della concezione privatistica e della concezione pubblicistica del concordato. Chi opina per un inquadramento sistematico di natura pubblicistica dice che l'istituto del concordato nel suo complesso è, è stato rimodulato, ovviamente, con l'introduzione di una sorta di favor debitoris in funzione dello scopo di risanamento delle imprese in crisi. Questo scopo è pubblicistico e sorregge la ratio dell'interpretazione, quindi dell'estensione necessaria del giudizio di risoluzione a tutto il concordato nel suo complesso. Vi faccio un esempio estremo, così si capisce, anche perché gli esempi estremi servono a, a verificare la tenuta eh, delle soluzioni. Concordato che prevede il pagamento di 100 creditori, no? 99 sono pagati. Il centesimo che è creditore per una somma infima eh, riceve zero. Allora se riteniamo che eh, oggetto eh, del giudizio di risoluzione solo l'obbligazione inadempiuta di questo creditore, e via, abbiamo sicuramente avuto zero rispetto alla somma che doveva avere, è chiaramente importante il inadempimento. Il concordato si risolve per tutti. Eh. Se riteniamo invece che Oggetto del giudizio di inadempimento trattino risoluzione siano tutte le obbligazioni nascenti dal piano dall'omologazione concordataria, sia pure come fa il ex articolo 184, eccetera, 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 allora dobbiamo ritenere che in quel caso è pacifico, non c'è un inadempimento rilevante che giustifica la risoluzione. Allora, come diceva, se ci muoviamo sul piano, su un piano. Di concezione pubblicistica, dicevo, uno de, si dice uno dei nuovi scopi dell'istituto è quello di favorire il risanamento dell'impresa anche attraverso una sorta di vero e proprio favor debitoris, eh, la falcidia dei privilegiati, che altrimenti non sarebbe possibile, il trattamento differenziato di, di classi di creditori mh, chirografari, eccetera. C'è un presidio pubblicistico che vuole conservare conservare l'impresa e la stabilità della procedura. Se prendiamo non solo la procedura, la causa di risoluzione deve seguire le forme dell'articolo 15 legge fallimentare, quindi con poteri ufficiosi del, del, del tribunale, assolutamente incongrui con la domanda di parte e l'oggetto del giudizio delimitato a una sola obbligazione. Quindi se seguiamo questa impostazione arriviamo a una certa soluzione. Si, si replica con osservazioni assolutamente speculari e, con, e che portano al risultato opposto, ovviamente, si dice no, è come è stata la riforma che ha detto questo adesso è un istituto di, di stampo marcatamente negoziale, ce lo cioè, continua a dire anche la Cassazione. Non solo, se prima il controllo sulla regolare esecuzione e anche ciò è nel concordato fallimentare, ce l'hanno gli organi pubblicistici della procedura, perché prima il commissario giudiziale, ripeto, poteva chiedere la risoluzione, nel periodo intermedio fra riforma e correttivo, persino il comitato dei creditori, ultimo regime, solo ciascuno dei creditori. Ci dice se agli organi pubblicistici è stato tolto la titolarità dell'etero tutela, cioè della legalità dell'esecuzione del concordato nel suo complesso. È assurdo questa eterotutela darla a un solo creditore e quindi lasciare lui titolare del potere di annullare, fa annullare vanificare, risolvere e o annullare tutte le obbligazioni concordatarie. Però, appunto, secondo me questa obiezione eh, è conclusiva, cioè che però gli effetti della risoluzione sono, riguardano, vanificano tutte, tutte, tutte le obbligazioni concordatarie ha un peso che non può essere ignorato. Eh, qualcuno fuma in bagno, ci avevo pensato anch'io perché non ce la facevo più. Essere male. Vabbè, concludo rapidamente dicevo. C'è anche un, una terza posizione. Penso che sia eh, il professor Censoni abbia ritenuto che alternativamente, mi pare di ricordare, abbia... Sì, sì. Ho qualcuno che non ne può più della mia relazione e ha trovato il modo di andare... Posso capirlo. Concludo, Ho capito l'antifona. Concludo brevemente. Non è cosa faccio? Vado avanti? Un po Va bene, terza posizione alternativamente. Non vi faccio mancare la quarta posizione, la mia. La, la, la sottopongo al vaglio critico dei presenti. Dicevo, secondo me, sono necessarie cumulativamente entrambe le condizioni perché? Perché da prima, ciascun creditore può agire opera necessariamente sicuramente sul piano dell'interesse ad agire. Un creditore soddisfatto non potrà mai essere legittimato a chiedere la risoluzione. Quindi eh, un giudizio eh, limitato al eh, singolo rapporto obbligatorio preclude in alcune ipotesi eh, l'interesse ad agire la ravvisabilità. Nemmeno però possiamo, eh, possiamo dimenticare appunto gli effetti della risoluzione che sono sul piano delle obbligazioni che coinvolgono tutti, tutti, tutti i creditori e tutte le operazioni potenzialmente poste in essere durante il concordato. Ciò vuol dire che necessariamente, necessariamente l'oggetto della domanda di risoluzione non può essere limitato all'accertamento dell'inadempimento di una singola obbligazione, ma deve essere esteso alla verifica de dell'intero piano concordatario e quindi ciò comporta per derivazione anche alla rilevanza dell'inadempimento del globalmente considerando l'intero concordato. La prima, ripeto, la prima condizione opera immediatamente sul piano de della domanda di parte, la seconda sul piano dell'oggetto di giudizio. Il concordato necessariamente è un ibrido. Se eh, io verifico che in qualsiasi step della fase concordataria ci troviamo, eh, risolvere le, le, le soluzioni in maniera dogmatica e induttiva, cioè è un istituto negoziale quindi, è, un istituto, è una procedura pubblicistica quindi, ci, po ci porta a conseguenze non sempre soddisfacenti. Ripeto. È una procedura negoziale, è, è definita con un ossimoro già, questo già ci dice tutto: con un aggettivo che nega il sostantivo. È un ibrido, è una procedura sui generis, è certo negoziale, ma anche pubblicistica, è, 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 è privatistica, ma anche processuale, è veltroniana, mi verrebbe da dire, tutte queste cose. E quindi. C'è una certa, occorre una certa duttività nel dare le soluzioni, senza rimanere legati necessariamente a, a schemi, a, a, proprio a un metodo induttivo in base a classificazioni, a tipi radicalmente già dati. La stessa cosa nella risoluzione, io credo. Questa ambivalenza, questa contraddizione fra legittimazione del singolo e effetti per tutti ci deve portare a una soluzione in qualche modo altrettanto duttive e non ancorata a, a rigidità precostituite dal dogma. Ora, quanto tempo ho? Non ne ho più. Non sono neanche a, a, un, a, un, qua, a un quarto della... della io direi... Mi, eh sì. È colpa nostra. Io proprio vorrei di andare avanti finché no. non, fin non spengono. No. <ride> io c'è da parlare del concordate fallimento, consecuzione delle procedure. Eh, diritto in, intertemporale perché si succedono eh, tre regimi diversi su eh, regole del concordato, eh, procedura, regole della risoluzione, quindi io, eh, io, io mi fermerei veramente qui, magari lasciamo un po' di spazio al dibattito perché non mi riesco veramente. Se no, se no se no. Bene, io da, da coordinatore dei lavori non posso che ringraziare il, il, il giudice dottor Pasquariello per la notevole eh, eh, come dire, massa di eh, elementi che ci ha fornito, elementi problematici che ci ha fornito su, 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 su un tema che spesso dottrina e giurisprudenza, ma dottrina soprattutto ha un po' liquidato. Troppo, troppo rapidamente, devo dire, come se la risoluzione fosse un argomento che oramai sia quasi fuori dal, dal concordato, mentre come sappiamo invece è l'evoluzione patologica, scusate se riprendo questo oggettivo, questo dell'esecuzione, dell della fase di esecuzione del, del concordato preventivo e quindi torna a coinvolgere nuovamente tutte quelle problematiche eh, di carattere eh, do, generale ma anche eh, vuol dire specifico. Dal, Giudizi che ritornano sul merito, sull'importanza dell'inadempimento, sulla, eh, sulla legittimazione, sui su, su soggetti tutelati, sugli interessi tutelati. Quali sono i soggetti tutelati dalla risoluzione? La massa, il singolo creditore insoddisfatto? Eh, eh, tutto questo naturalmente non fa che, eh, credo. Condivido di condividere pienamente l'espressione che ha usato il dottor Pascherello. Il condado operativo è, è un ibrido, dobbiamo andare via. Lo so perché mi sembra che qui sono molto rigidi nella, nella cosa, quindi eh, non possiamo che ringraziarlo, dottor Pascharello, per, per tutto la, la, diciamo la, il quadro che lei ci ha dato. Naturalmente, è peccato non, non, aver, potuto, eh, come dire, non aver avuto il tempo di, di ascoltarla anche eh, sulle. Problematiche sugli aspetti successivi che lei ci ha sintetizzato, per esempio, quelli relativi alla consecuzione delle procedure concorsuali e gli effetti della risoluzione, tutto, che cosa il fallimento si porta dietro del concordato risolto, perché questo è un problema nel, nel problema, perché qui non abbiamo assolutamente elementi e non abbiamo neppure quei pochi elementi che il legislatore ci dà con riferimento alla risoluzione e all'annullamento del concordato fallimentare, quindi alla riapertura del fallimento. Ecco, e, e non abbiamo neanche quelli, quindi di tutto diventa ancora, ancora più difficile. Bene, io colgo l'occasione eh, anche per ringraziare eh, gli organizzatori eh, di, questo, di questo convegno: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, la Fondazione Forense Modenese, in particolare il professor Guidotti che mi ha. Che mi ha voluto coinvolgere e io mi faccio coinvolgere sempre volentieri. Credo che quest'anno è già la seconda volta, mi pare, che vengo qui, che vengo qui a Modena, ma, eh, ma eh, da, da, da buon bolognese eh, eh, a me piace venire a Modena. Ecco, non, eh, devo dire anche che mi dispiace che il Modena non ritorni in serie A, ecco, perché tifoso del. Per <ride> ma forse ci ritroveremo in serie B, magari, fra <ride> qualche anno, visto che Bologna non sta andando molto bene io vi ringrazio tutti per questa vostra bassiccia parte eh? eh venne... mi dispiace per il dottor Parofi, ma, ma io la vena è una combinata di crude e di cotte da quello che, da quello che mi risulta e grazie a, voi, a tutti coloro che sono rimasti fino all'ultimo momento e al prossimo appuntamento al quale ripeto io verrò sempre molto volentieri Grazie. meglio la riviera però che non le nebbie ma il Tribunale di Roma ha detto di no perché manca la causa del contratto no? eh, deve... grazie per aver resistito Buonasera. Per concordato preventivo, non sia sufficiente ad escludere uno strumento di tutela immediato rispetto a un decreto di revoca che fosse ad esempio viziato o, o comunque in qualche modo censurabile. Ecco, io mi fermerei qui, e credo di essere stato sufficientemente frammentario per, per, per mantenere il tutto. Ringraziamo il dottor Farolfi che è stato tutt'altro che frammentario, devo dire, eh, avendo puntualmente inquadrato anche dal punto di vista sistematico i vari problemi che l'articolo 173 pone. Sono assolutamente d'accordo con lui che l'articolo 173 non è una norma così en passant, ma è ancora oggi, ancora oggi, come per il passato, un pilastro fondamentale della disciplina del concordato, sulla quale tra l'altro... Appoggia anche l'interpretazione e, 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 e la significatività di altre norme di rilievo ai fini, per esempio, della consecuzione delle procedure concorsuali, come l'articolo 167 della legge fallimentare, il collegamento con l'articolo 167, il senso dell'inefficacia di quell'articolo 167, secondo comma, per gli atti di straordinaria amministrazione, che intanto si comprende in quanto al concordato preventivo poi segua il fallimento. Cioè, voglio dire, da tanti punti di vista, questa mi pare una norma che resta ancora fondamentale. Certo, i due temi eh, eh, principali sono quelli legati alla, alla, alla lettura e interpretazione della norma oggi, dopo che eh, come dire, tutto il resto del sistema è stato rivisto, sia con riferimento all'accertamento eh, della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato, vedi soprattutto il giudizio di fattibilità su cui si è, si è soffermato. Il dottor Farolfi sia con riferimento alla eh, corretta qualifica degli atti di frode, quali sono, cioè, perché questo poi coinvolge per la verità anche il tema della soppressione o non soppressione completa del giudizio di meritevolezza, che insomma è un tema eh, che richiederebbe una, una, una specifica relazione. Fattibilità, credo che eh, abbia assolutamente eh, ragione il dottor Farolfi, così come aveva, così come prima eh, il Professore Guidotti, sul fatto che indubbiamente non si, forse al Tribunale può essere sottratto il giudizio di fattibilità economica. Eh, al Tribunale non è, che, non è richiesto di eh, esercitare un giudizio di fattibilità economica, ma però resta pur sempre, io ho distinto già da tempo questo duplice profilo del giudizio di fattibilità, resta il potere di verificare invece la fattibilità giuridica. E, vabbè, se si tratta di concordato concessione dei beni forse c'è anche poco da verificare ma se si tratta di concordato con ristrutturazione e, e operazioni societarie operazioni straordinarie di particolare tipo costituzione di nuove società eh, interventi di terzi e quant'altro io credo che sia indispensabile che il Tribunale svolga anche una, un, eserciti un giudizio di fattibilità giuridica sul piano giuridico che non la può fare quella come dire il professionista attestatore nella, nella, nella relazione iniziale, quella, quella che deve essere allegata alla, alla domanda di concordato preventivo. Per quel che riguarda questa norma, norma l'articolo 173, per ciò che riguarda, eh, ciò che riguarda eh, la qualificazione degli atti in frode, eh, mi lascia ancora mh, diverse perplessità. Mh, perché sì, è vero, la Cassazione ha cercato di, nella sentenza del giugno del giugno 2011 ha cercato di eh, come dire, ridurre in qualche modo l'impatto sulla procedura dell'interpretazione della nozione di atti di frode. Atti di frode che, non, eh, che insomma, sarebbero mh, da valutare solo se in grado di ingannare i creditori circa le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio. E questo tanto con riferimento alla... Ipotesi atipica, alla fattispecie generica, altri atti di frode. Quanto con riferimento alle fattispecie tipiche, precisamente indicate nel primo comma, ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di annunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti ecco, o commesso altri atti di frode. Ehm, è indubbio che se il debitore. Nel momento della presentazione della domanda ha nascosto qualcosa e ha nascosto qualcosa di molto serio. Probabilmente, anche tenuto conto di ciò che potrebbe accadere in caso di omologazione e poi di successivo eventuale annullamento del concordato, di cui ci parlerà il dottor Pasquariello, è chiaro che questo comportamento può rivelarsi grave in se stesso, cioè nel fatto di avere nascosto. Ma secondo me, qui occorre proprio il dolo. Cioè voglio dire che l'atto deve essere comunque in frode e la frode ci richiama comunque il concetto di dolo, non un concetto di semplice negligenza e men che meno di diversa valutazione di poste dell'attivo, perché se voglio dire la discussione verte su una diversa valutazione delle poste dell'attivo ho l'impressione che non ci possa essere spazio per una revoca del fallimento, per una revoca del concordato e una dichiarazione, una dichiarazione di fallimento. Ma il problema è, se leggiamo attentamente la sentenza della Cassazione, qui si ipotizza come dire, un giudizio a posteriori che avviene dopo, sostanzialmente, che dovrebbe avvenire dopo che i creditori hanno votato sulla proposta concordataria. Perché come si fa a dire prima che i creditori si pronunziano sulla proposta concordataria, come si fa dire che sono rilevanti quegli atti che, o quelle circostanze che, o situazioni che se conosciute avrebbero presumibilmente comportato una diversa, ovviamente negativa, valutazione della proposta, fintanto che questa valutazione della proposta non è stata fatta perché l'udienza ancora, la donanza dei creditori ancora non c'è stata. E voglio dire, se anche astrattamente fosse possibile questo, nel breve tempo che intercorre fra il decreto di apertura e la donanza dei creditori, se anche questo fosse possibile, però qui parliamo... Di un commissario giudiziale che accerta nella relazione e la relazione, e la relazione deve essere depositata prima dell'udienza. Ma dico, se anche fosse vero, eh, bisogna anche osservare, e mi sembra che il dottor Farofi l'abbia correttamente sottolineato, che il debitore può sempre modificare la proposta concordataria fino a che non si apre la votazione. E allora, come conciliamo questa facoltà che viene data al debitore di modificare? La domanda, il contenuto della proposta concordataria con quella conseguenza che sembra ineludibile della revoca del concordato preventivo e dell'eventuale dichiarazione di fallimento, prima ancora che lo stesso debitore abbia avuto la possibilità di modificare la proposta e i creditori abbiano avuto la possibilità di valutare la domanda, perché voglio dire, può darsi che i creditori in sede di adunanza di creditori, in sede di votazione, approvino ugualmente il concordato, anche se queste cose, tutto sommato, sono emerse a seguito degli accertamenti compiuti dal commissario giudiziale. Per cui questa norma, l'articolo 173, così come impostata oggi, sembrerebbe più rivolta a fatti accertati dopo la votazione, che non fatti accertati prima della votazione e magari evidenziati nella relazione del commissario giudiziale. Questo questo crea, tutta, come dire, crea molta incertezza sull'interpretazione della norma e direi, da un certo punto di vista, anche sulla, su, sulla motivazione della stessa sentenza della Cassazione del, 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 giugno, del giugno di, eh, di quest'anno. Ecco. Proprio da questo punto di vista, io, dico, io penso che se invece diamo questa interpretazione e quindi non limitiamo in questa, nella direzione dedicata dalla Cassazione la portata. Eh, ermeneutica dell'articolo 173, allora in effetti però ridiamo in qualche modo spazio al giudizio di meritevolezza, perché è vero che il giudizio di meritevolezza è stato eliminato. Ma se interpretiamo la norma in questo modo, in fondo dovremmo dire che il giudizio di meritevolezza cacciato dalla, dalla porta rientra dalla finestra sotto le specie, sotto le specie delle situazioni e delle, delle, delle circostanze. Eh, tali che possono condurre appunto alla revoca del fallimento dell'articolo 173. Quindi io eh, rivedrei un, un momento questo, questa affermazione che pure è fatta comunemente da tutti, cioè che oggi il giudizio di meritevolezza non, non, non c'è più, però c'è ancora questo articolo 173 e dobbiamo decidere prima come interpretare l'articolo 173. Tutto questo, come vedete ci conduce all'ultima eh, all fase patologica dell'istituto concordatario, perché la revoca rappresenta sicuramente eh, un momento eh, fortemente patologico del regolare percorso della proposta concordataria, ma eh, in realtà questi vizi del, del procedimento possono emergere anche in una fase successiva e soprattutto nella fase dell'esecuzione che è poi la fase che interessa di più i creditori perché è in quella fase che i creditori ricevono in qualche modo soddisfacimento ed è in quella fase che eventualmente l'impresa può essere sanata se c'è ristrutturazione. Di questi problemi ci parlerà adesso ora il vostro eh, giudice fallimentare del, del vostro tribunale il dottor Domenico Pasquariello, risoluzione e annullamento del concordato. Grazie. E in effetti devo parlare della, della patologia della patologia, perché già il concordato è un modo per risolvere una vicenda patologica, no? la crisi di impresa, se non il dissesto, sia pure sotto forma di soluzioni negoziali. E An anticipo eh, che eh, nel dibattito accademico che inevitabilmente prorompe qualsiasi sia il tema di un incontro sul concordato, cioè eh, concezione privatistica, pubblicistica, impostazione negoziale o processuale, eh, per il quale Alessandro Farossi ha provato un po' ad avvicinare gli opposti opinamenti, io incidentalmente non vi farò mancare una quarta posizione che mi sembra un po' inevitabile, quantomeno con riferimento alla risoluzione. Tranquillizzo anche, vorrei dare un contributo da penalista, qual sono ogni tanto sporadico intruso ai convegni fallimentari, un contributo alla serenità dei sonni del, del, del professor Guidotti, una volta che eh, l'atto solutorio è, rientra in un piano omologato dal Tribunale, a meno che l'omologa non sia frutto di eh, dolosa attestazione in cui il debitore è, è il correo, Toglie l'elemento soggettivo del reato. L'omologazione è una patente di liceità postuma di tutto ciò che è fatto, prima, quindi puoi dormire tranquillo. Se c'è l'omologa, si può fare. No, da un certo punto in poi posso dormire tranquillo. Dall'omologa, eh. Dall almeno quello. Poi... Aspetta, ma no? Cioè... Il timbro del tribunale, almeno quello. No, e Nei miei incubi c'è il concorso esterno del professionista. Allora, tu hai, devi cioè starti a leggere una sera prima. Che... Cioè il concorso esterno, non del cliente. Che... Va bene. Ho cercato un po' di alleviare perché eh, l'argomento la, certamente non, non, non è leggero. È Va bene, eh, frammenti di una disciplina. Eh, un, altro titolo, un altro titolo possibile eh, per questi incontri che a, affrontano... Eh, vari aspetti dell'iter concordatario, eh, è quello de, pot, può essere quello di tappe di uh, una vicenda uh, tormentata o comunque molto difficoltosa, che è la vicenda concordataria, che io uh, a, amo definire, anzi forse un po' abusato di questa similitudine, come un'avventura, quella del concordato, della procedura concordataria in tutte le sue fasi, dalla, pro, dalla proposta, ammissione, votazione, omologazione, esecuzione, fino al post factum eventuale della risoluzione, post factum patologico, amo definire come quella di un'avventura in, in, in territori sconosciuti e molto insidiosi, Sconosciuti, insidiosi, per di più dai confini incerti, variegati, mh, sconosciuti anche i confini, l'estensione dei territori in cui ci si addentra, perché sono tanto variabili quanto eh, è variabile eh, lo scopo, il contenuto, eh, la modalità di struttura dei concordati. Abbiamo, ne abbiamo sentito alcuni aspetti appunto dal professor Guidotti. E, e nonostante siano ormai passati sei anni dalla riforma, perché la parte relativa al concordato ha riempito l'anticipazione nel 2005 di tutta la riforma fallimentare, a sei anni di distanza dalla novella, chiamiamola così, siamo ben lontani, ben lontani di avere dei, dei punti di riferimento, dei checkpoint. Giurisprudenziali, o sui su quali la dottrina eh, converge in maniera non dico unanime, ma maggioritaria, in tutti gli snodi fondamentali del, 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 dell'iter concordatario: su, sulla formazione delle classi, sul, mh, sulle modalità ammissibilità di trattamento differenziato, sulla falcidia del, del credito erariale. Sui poteri, il contenuto del sindacato, del tribunale. Eh, eh, ogni passo è insidioso e questi sono solo quelli fondamentali, lasciando perdere quelli di dettaglio: eh, il voto anticipato dei creditori, la, la modifica in peius su in meios, la sorte dei voti prima ne possiamo elencare decine. È veramente un'avventura. Chi poi ha esperienza pratica come me. Nel ...dei, dei nel Tribunale di Modena è un istituto che ha avuto molto successo, devo dire. Abbiamo dal 2008 a oggi una media di una trentina di concordati l'anno, su 180 fallimenti, quindi il 20%. Non tutti arrivano a omologa, ma considerando che qualitativamente la procedura concordataria ha ad oggetto imprese più rilevanti rispetto alla media di quelle fallite... Mi sembra un dato di molto successo locale, un altro dei misteri del concordato che è a Chiazza di Leopardo nel territorio nazionale, un dato di, di successo dell'Istituto come mezzo per, per risolvere la crisi. Dicevo, con l'esperienza pratica che questo dato statistico di successo mi ha consentito di avere, vedo che gli stessi problemi, eh, la stessa avventura... Non finisce certamente con l'omologa, ne inizia un'altra da, da, dai confini altrettanto vasti e dai contenuti altrettanto modulabili e variegabili. Basti dire che l'esecuzione del concordato: se giustamente come il professor Censoni diceva che la risoluzione è la patologia dell'esecuzione, l'esecuzione è la fisiologia, quindi prima di studiare, affrontare la. La, la patologia, devo fare due parole su, su, sulla fisiologia. L'esecuzione del concordato, e con ciò rifuggendo a qualsiasi impostazione dogmatica su privatistico, può, può essere sia a scelta del debitore, accettata con l'omologazione, con l'accettazione dei creditori, può essere interamente negoziale. Con, in qualsiasi tipo di concordato, con atti liquidatori posti in essere anche dal debitore a trattativa libera, se ciò è nella proposta è stato affrontato. Quindi, con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda poi l'eventuale contenzioso, la disciplina della cancellazione dell'ipoteca, interamente negoziale è definita attività negoziale giu giudizialmente assistita. L'esecuzione di questo tipo all'estremo opposto può essere un, una attività liquidatoria fallimentarizzata, i commi del 182 seguente introdotti nella novella, sul modello fallimentare, quindi comitato dei creditori, procedure a evidenza pubblica e competitive, liquidatore nominato dal tribunale e quant'altro. Fra questi due poi opposti ci sta tutto, tutto ciò che è la libera fantasia negoziale scissioni societarie, atti di trasformazione societaria, trust, tutto ciò che c'è nel codice civile e oltre, se è legittimo, può entrare nella fisiologia dell'esecuzione del concordato secondo piano. E in fondo in questo devo dire, nonostante stiamo parlando di crisi d'impresa, quindi di, di, di vicende sostanziali, purtroppo tristemente d'attualità, però in questo sta, eh, devo dire, il fascino giuridico dell'istituto, in questa vitalità, multiformità, poliedricità, libertà di scopi, di strutture e forme, e con le però difficoltà che inevitabilmente comporta tutto ciò. Veniamo, ecco, alla, alla possibile patologia di, di, di questa eh, Molteplicità di piani concordatari che devono essere eseguiti. In precedenza, prima, prima della riforma, eh, le ipotesi della, della, di risolvibilità erano delineate molto chiaramente: c'erano solo due tipi di concordato, l'accessio bonorum pura, concordato puramente liquidatorio, e concordato con garanzia. Quindi, la patologia si. Sì. Posso abusare della, del suo terrore e della sua similitudine perché si. Sì. A, a, adatta perfettamente a, a, a quanto devo dire. Ehm, la patologia, sanzionata civilisticamente con la risoluzione, ovviamente, eh, era limitata a due ipotesi eh, principali, due binari fondamentali, la mancata prestazione delle garanzie, nel concordato con garanzia, e la mancata messa a disposizione dei beni oggetto dell'accesso a buon oro. C'è altro da dire, ma diciamo che i due... I due binari fondamentali erano questi. Ora, ripeto, per conseguenza di questi vasti territori negoziali che il piano concordatario può, può, può esplorare, anche la possibile patologia, le ipotesi di patologia si moltiplicano quasi all'infinito. Abbiamo, eh, il professor Guidotti ce ne ha dato qualche anticipazione: abbiamo varie forme di, di concordato anche solo per gli scopi. Il concordato puramente liquidatorio, il concordato di puro risanamento, in cui non c'è lo spossessamento del debitore dai propri beni, ma si continua l'attività d'impresa con la libera non solo eh, titolarità, ma anche la disponibilità di tutti i beni di impresa. Abbiamo i concordati misti. Abbiamo i concordati a scopo di risanamento ma con forma apparentemente liquidatoria, attraverso il contratto d'affitto d'azienda, il trust liquidatorio, varie possono essere costituzioni di Niuco, vari sono, ne ha parlato il professor guidotti Abbiamo anche, in teoria, i concordati misti in parte con, eh, con forma di risanamento, cioè che non prevedono l'accesso, ma... Con funzione liquidatoria attraverso trasformazioni societarie. Che so, un piano concordatario che preveda la scissione della debitrice in due società: in una immobiliare vengono conferiti immobili o eh, leasing a soddisfazione di taluni creditori o in genere di privilegiati, l'altra operativa che, continuando l'attività di un ramo d'azienda o di tutti, persegue il risanamento e paga. E paga e paga gli altri. Qui la forma in realtà è di risanamento, ma lo scopo può essere prevalentemente, eh, prevalentemente liquidatorio. Quindi potete già immaginare quali e quanti eh, problemi si possono porre, anche solo dal punto di vista astratto, in ipotesi di risoluzione di, corda di concordati di questo tipo, che per esempio prevedano costituzione di un trust atti di trasformazioni societarie, tutti problemi nuovi che prima non si potevano porre e devo dire in prima battuta quasi irresolubili. Non so se riuscirò a arrivare fino alla fine della relazione, sono vari argomenti, ma la conclusione è che per alcuni di questi problemi che mi viene da dire è che ci sono dei tipi di concordato non risolubili, se non risolubili solo apparentemente. Vedremo. intanto stiamo sulle cose semplici e principali. allora Cosa dicevo? Eh, tutta questa eh, ipotesi eh, tendenti a infinito di forme, strutture e modalità di piani concordatari sono regolati, nel caso della patologia, da una sola norma. Tre, perché ne richiama altre due. All'apparenza semplice, chiara, con un dettato chiaro e, e, e Preciso ed è l'articolo 186 che dice: Leggo brevemente, ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. L'ultimo comma del 186 richiama l'applicabilità con la solita clausola di compatibilità delle norme, articoli 137 e 38. Stabilite per la risoluzione del concordato fallimentare e l'annullamento. Sostanzialmente, l'articolo 137, richiamato, storia essenziale, dice: se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può richiederne la, la risoluzione. Tutto qua. Tutto chiaro e tutto preciso e devo dire che mh, apparentemente mh, per una vo rara volta negli ultimi trent'anni sono d'accordo col legislatore nello scrivere il meno possibile, perché a fronte di, di, di una casistica potenziale sterminata forse è meglio tutto quello che eh, mh, si può scrivere eh, mh, può fare più danno che no, è meglio fissare una sola regola chiara e poi lasciare l'interprete. Gli tutti gli aggiustamenti, gli aggiustamenti inevitabili. La regola chiara è quella, e lo dice la stessa relazione al correttivo che ha introdotto, ha eh, eh, novellato l'articolo 186 legge fallimentare nell'attuale formulazione, la regola chiara, eh, ripeto lo dice la relazione, la volontà del legislatore è stata chiarissima, è quella della importanza dell'inadempimento posta dall'articolo 1455 codice civile per la risoluzione dei contratti. Quindi, però già lì in prima battuta si deve osservare subito come l'articolo 1455 del codice civile pone questa regola dell'importanza del L'inadempimento, e ne pone altre, in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive. Il concordato, abbiamo sentito, è tutto, è tantissime cose, tranne che un contratto a prestazioni corrispettive. Questo saremo tutti d'accordo. Quindi, recuperando, trasportando. Trasportando nella patologia del concordato preventivo dell'esecuzione del concordato preventivo i principi cardine elaborati dalla giurisprudenza e in relazione all'articolo 1455, vediamo che ci sono problemi di trasposizione immediata. I principi cardine essenzialmente erano questi: quelli dell'imputabilità dell'inadempimento, della definitività dell'inadempimento. E dell'importanza del adempimento sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Per quanto riguarda l'imputabilità del adempimento è assolutamente, secondo me, recuperabile tutta la giurisprudenza precedente che, già con riferimento al concordato vecchio regime, chiamiamolo così, aveva dato un assetto definitivo al principio specificando che. L'inadempimento degli obblighi concordatari è un fatto oggettivo, cioè da accertarsi come fatto oggettivo, esula da ogni accertamento inerente all'imputabilità del debitore. Opera quindi automaticamente, prescindendo da valutazioni soggettive del comportamento di questi. È una giurisprudenza assolutamente tra travatizia. L'ultima Cassazione in questo senso è del 2007, io non credo che la riforma abbia introdotto motivi per i quali potersene riscostare, che giustifichino in qualche modo un revirem. L'altro punto, definitività dell'inadempimento, l'altro principio. Ora faccio il caso concreto. Nel caso di il concordato per Cessio bonorum in cui i beni siano ceduti ai creditori siano, uh, uh, si, 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 si consistono in un immobile non venduto nell'esecuzione, sono scaduti tutti i termini previsti nel piano concordatario. L'inadempimento è, 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 è attuale, l'adempimento futuro è possibile. È il dato quotidiano dei concordati di oggi. I concordati di oggi che vengono a scadenza oggi, sono tutti fatti in base a piani eh, di liquidazione o piani industriali ad, ad, connessi al trattamento, alla ristrutturazione del debito mh, fatti nel 2008, quindi sulla base dello scenario di un mondo che non esiste più, non solo per quanto riguarda le stime immobiliari o le stime dei cespiti patrimoniali ma anche per quanto riguarda i piani industriali. Tutti, quasi nella, quasi, penso che anche Alessandro me lo possa confermare, la, la totalità dei concordati che arrivano a scadenza dell'esecuzione oggi siano, siano costino di massiccio inadempimento per i tempi e per le percentuali finali. In realtà la risoluzione sarebbe un argomento di fortissima attualità. Non lo è per fortuna solo perché crea più problemi di quanti non ne voglia risolvere e alla fine nessuna convenienza ai creditori, altrimenti avremmo una percentuale massiccia di concordati da risolvere. Dicevo, quindi l'adempimento in ritardo è sanzionabile con la risoluzione. In passato c'era una posizione rigida di, di, do, di dottrina e giurisprudenza, è come per ogni adempimento c'è una scadenza. Anche. certo se nelle more del procedimento di risoluzione si arriva all'adempimento allora viene a cadere si diceva la giurisprudenza l'interesse ad agire del creditore ma altrimenti se il concordato e dopo rettificherò il tiro il concordato che non consista solo in una, in una, in una generica cessione di beni senza promessa di percentuali. Il concordato alla scadenza non vede eh, realizzati i pagamenti previsti, anche se questi sono possibili, devo dire che bisogna opinare per la risolubilità di questo accordo concordatore. Se però l'obbligazione non è di pagamento, altre operazioni straordinarie, società, eh, altre at, eh, attribuzioni di azioni, L'indagine può essere ancora più variegata. La semplice non esecuzione di operazioni previste dal piano è inadempimento? È difficile da dare risposte a priori. Verrebbe da dire in prima battuta è inadempimento solo ciò che si riflette sulla... Uh, realizzabilità del flusso di finanziari necessari per eseguire i pagamenti come da riparti concordatari previsti e, e, e però questo apre eh, il campo che sarà da recuperare dopo con, con un'analisi più approfondita della risolvibilità uh, dei concordati per i quali l'inadempimento di pagamento è solo prognostico, di nuovo, e non solo attuale. Torniamo per un attimo all'ultimo eh, aspetto eh, sui principi del cardine della risoluzione per l'inadempimento. Quello del requisito eh, della scarsa import importanza è Menzionata direttamente dall'articolo 186. La giurisprudenza ha già tenuto fermo come questo comporti un requisito oggettivo consistente nella valutazione degli adempienza nell'ambito dell'economia complessiva del contratto. Ma come dicevamo prima, qui un contratto non c'è. E un requisito di natura soggettiva, incentrato nel 1455 ultimo comma, sull'interesse della parte fedele, cioè sulla vittima dell'inadempimento. E anche questo requisito soggettivo, ovviamente, non è importabile o esportabile, a seconda dei punti di vista. Quindi, in definitiva, co come utilizzare i, i principi civilistici, quasi. quasi eh, basilari, eh, codicistici, sull'importanza del adempimento nella vicenda concorduale, eh, concorsuale concordataria. È impossibile a questi fini un'indagine sull'economia complessiva del contratto, il contratto non c'è. Potrà ritenere eh, rilevante un'indagine complessiva sulle obbligazioni di pagamento o altro a seconda delle impostazioni nascenti dalla omologazione concordataria, ma anche in questo caso i problemi sono molteplici. Richiamo per un attimo. Il già letto primo comma dell'articolo 186 che dice ciascun creditore può agire per la risoluzione del contratto. Ciascun creditore e solo ciascun creditore, non più come prima un organo della procedura, cioè il commissario giudiziale, né l'organo rappresentativo dei creditori, il comitato dei creditori, che invece era stato legittimato alla risoluzione nel regime intermedio fra la riforma e la novella del 2008. Ciascun creditore. Questo cosa vuol dire? Ci si chiede. Vuol dire che l'inadempimento dedotto nell'azione di risoluzione è l'inadempimento del singolo creditore? È solo quello? O vuol dire che oggetto del giudizio di inadempimento che porta alla risoluzione sono tutte le obbligazioni previste? Nel piano concordatario e globalmente considerati e quindi i principi sullo scarso adempimento, rilevanza e lo scavano rapportati a una singola obbligazione o a più a seconda di quanti sono i ricorrenti, o a tutti globalmente considerati. Ovviamente, ovviamente su questo campo di eh, disputa accademica, si scontrano i due eserciti della. Te della, della concezione privatistica e della concezione pubblicistica del concordato. Chi opina per un inquadramento sistematico di natura pubblicistica dice che l'istituto del concordato nel suo complesso è, è stato rimodulato, ovviamente, con l'introduzione di una sorta di favor debitoris in funzione dello scopo di risanamento delle imprese in crisi. Questo scopo è pubblicistico e sorregge la razza dell'interpretazione, quindi dell'estensione necessaria del giudizio di risoluzione a tutto il concordato nel suo complesso. Vi faccio un esempio estremo, così si capisce, anche perché gli esempi estremi servono a, a verificare la tenuta eh, delle soluzioni. Concordato che prevede il pagamento di 100 creditori. No? 99 sono pagati. Il centesimo che è creditore per una somma infima eh, riceve zero. Allora, se riteniamo che eh, oggetto eh, del giudizio di risoluzione solo l'obbligazione inadempiuta di questo creditore, e via, abbiamo sicuramente avuto zero rispetto alla somma che doveva avere, è chiaramente importante l'inadempimento. Il concordato si risolve per tutti. Eh. Se riteniamo invece che oggetto del giudizio di inadempimento trattino risoluzione, siano tutte le obbligazioni nascenti dal piano, dall'omologazione concordataria, sia pure come fa il Ciliatex, articolo 134, eccetera, 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 allora dobbiamo ritenere che in quel caso è pacifico, non c'è un inadempimento rilevante che giustifica la risoluzione. Allora, come diceva, se ci muoviamo sul piano, su un piano... Di concezione pubblicistica, dicevo, uno de, si dice uno dei nuovi scopi dell'istituto è quello di favorire il risanamento dell'impresa anche attraverso una sorta di vero e proprio favor debitoris, eh, la falcidia dei privilegiati, che altrimenti non sarebbe possibile, il trattamento differenziato di, di classi di creditori mh, chirografari, eccetera. C'è un presidio pubblicistico che vuole conservare. Conservare l'impresa e la stabilità della procedura. Se prendiamo non solo la procedura, la causa di risoluzione deve seguire le forme dell'articolo 15, legge fallimentare, quindi con poteri ufficiosi del, del, del Tribunale assolutamente incongrui con la domanda di parte e l'oggetto del giudizio delimitato a una sola obbligazione. Quindi, se seguiamo questa impostazione, arriviamo a una certa soluzione. Si, si replica con osservazioni assolutamente speculari e, con, e che portano a risultato opposto, ovviamente si dice no, è come è stata la riforma che ha detto questo adesso è un istituto di, di stampo marcatamente negoziale, ce cioè, lo continua a dire anche la Cassazione. Non solo, se prima il controllo sulla regolare esecuzione, e anche ciò è nel concordato fallimentare, ce l'hanno gli organi pubblicistici della procedura, perché prima il commissario giudiziale, ripeto, poteva chiedere la risoluzione, nel periodo intermedio fra riforme e correttivo, persino il comitato dei creditori. Ultimo regime, solo ciascuno dei creditori. Si dice se agli organi pubblicistici è stato tolto la titolarità dell'etero tutela, cioè della legalità dell'esecuzione del concordato nel suo complesso. È assurdo questa eterotutela darla a un solo creditore e quindi lasciare lui titolare del potere di annullare, fa annullare, vanificare, risolvere e o -tutto, tutte le obbligazioni concordatarie. Però appunto, secondo me, questa obiezione eh, è difficile conclusiva, cioè che però gli effetti della risoluzione sono riguardano vanificano tutte 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 le obbligazioni concordatarie ha un peso che non può essere ignorato. Eh, qualcuno fuma in bagno, ci avevo pensato anch'io perché non ce la facevo più. Essere Vabbè, concludo rapidamente. Dicevo, c'è anche un, una terza posizione. Penso che sia... Eh, il professor Censoni abbia ritenuto che alternativamente, mi pare di ricordare, abbia... Direi sì, di sì. Ho qualcuno che non ne può più della mia relazione e ha trovato il modello, di... <ride> ovviamente. Posso capirlo. Concludo, ho capito l'antifona. Concludo brevemente. Sì, non è. cosa faccio? Vado avanti? Un po Va bene. Terza posizione alternativamente, non vi faccio mancare la quarta posizione, la mia, la, la sottopongo al vaglio critico dei presenti. Dicevo, secondo me sono necessarie cumulativamente entrambe le condizioni. Perché? Perché da prima ciascun creditore può agire opera necessariamente, sicuramente sul piano degli interessi ad agire. Un creditore soddisfatto non potrà mai essere legittimato a chiedere la risoluzione. Quindi eh, un giudizio eh, limitato al eh, singolo rapporto obbligatorio preclude in alcune ipotesi eh, l'interesse ad agire la ravvisabilità. Nemmeno però possiamo, eh, possiamo dimenticare appunto gli effetti della risoluzione che sono sul piano delle obbligazioni che coinvolgono tutti, tutti, tutti i creditori e tutte le operazioni potenzialmente poste in essere durante il concordato. Ciò vuol dire che necessariamente, necessariamente l'oggetto della domanda di risoluzione non può essere limitato all'accertamento dell'inadempimento di una singola obbligazione, ma deve essere esteso alla verifica de dell'intero piano concordatario e quindi ciò comporta per derivazione anche alla rilevanza dell'inadempimento del globalmente considerando l'intero concordato. La prima, ripeto, la prima condizione opera immediatamente sul piano de della domanda di parte, la seconda sul piano dell'oggetto di giudizio. Il concordato necessariamente è un ibrido. Se eh, io verifico che in qualsiasi step della fase concordataria ci troviamo, eh, risolvere le, le, le soluzioni in maniera dogmatica e induttiva, cioè è un istituto negoziale quindi, è, un istituto, è una procedura pubblicistica quindi, ci, po ci porta a conseguenze non sempre soddisfacenti. Ripeto. È una procedura negoziale, è, è definita con un ossimoro già, questo già ci dice tutto, con un aggettivo che nega il sostantivo. È un ibrido, è una procedura sui generis, è certo negoziale ma anche pubblicistica, è, 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 è privatistica ma anche processuale, è veltroniana, mi verrebbe da dire in tutte queste cose. E quindi. C'è una, una certa duttività nel dare le soluzioni, senza rimanere legati necessariamente a, a schemi, a, a, proprio a un metodo induttivo in base a classificazioni, a tipi radicalmente già dati. La stessa cosa nella risoluzione, io credo, questa ambivalenza, questa contraddizione fra legittimazione del singolo e effetti per tutti, ci deve portare a una soluzione in qualche modo altrettanto duttile e non ancorata a, a rigidità precostituite dal dogma. Ora, quanto tempo ho? Non ne ho più. Non sono neanche a, a, un, a, un, a un quarto della. della io direi. È, mi, eh sì. è colpa nostra. Io proprio vorrei di andare avanti finché no. non, fin non spengono. No, no, no. <ride> io c'è da parlare del e fallimento consecuzione delle procedure. Eh, diritto in, intertemporale perché si succedono eh, tre regimi diversi su eh, regole del concordato, eh, procedura, regole della risoluzione, quindi io, eh, io, io mi fermerei veramente qui, magari lasciamo un po' di spazio al dibattito perché non mi riesco veramente. Se no, se no Bene, io da, da coordinatore dei lavori non posso che ringraziare il, il, il giudice dottor Pasquariello per la notevole eh, eh, come dire, massa di eh, elementi che ci ha fornito, elementi problematici che ci ha fornito su, 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 su un tema che spesso dottrina e giurisprudenza, ma dottrina soprattutto ha un po' liquidato. Troppo, troppo rapidamente, devo dire, come se la risoluzione fosse un argomento che oramai sia quasi fuori dal, dal concordato, mentre come sappiamo invece è l'evoluzione patologica, scusate se riprendo questo oggettivo, dell'esecuzione, dell della fase di esecuzione del, del concordato preventivo e quindi torna a coinvolgere nuovamente tutte quelle problematiche eh, di carattere eh, do, generale, ma anche eh, vuol dire specifico. Dal, Giudizi che ritornano sul merito, sull'importanza dell'inadempimento, sulla, eh, sulla legittimazione, sui su, su soggetti tutelati, sugli interessi tutelati. Quali sono i soggetti tutelati dalla risoluzione? La massa, il singolo creditore insoddisfatto? Eh, eh, tutto questo naturalmente non fa che, eh, credo. Di condividere pienamente l'espressione che ha usato il dottor Pasquarello. Il condado operativo è, è un ibrido, e dobbiamo andare via, lo so perché mi sembra che qui sono molto rigidi nella, nella cosa. Quindi eh, non possiamo che ringraziarlo, dottor Pasquarello, per, 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 la, la, diciamo la, per il quadro che lei ci ha dato. Naturalmente è peccato non, non, aver, potuto, eh, come dire, non aver avuto il tempo di, di ascoltarla anche eh, sulle problematiche sugli aspetti successivi che lei ci ha sintetizzato, per esempio quelli relativi alla consecuzione delle procedure concorsuali e gli effetti della risoluzione, tutto, che cosa il fallimento si porta dietro del concordato risolto, perché questo è un problema nel problema, perché qui non abbiamo assolutamente elementi e non abbiamo neppure quei pochi elementi che il legislatore ci dà con riferimento alla risoluzione e all'annullamento del concordato fallimentare, quindi alla riapertura del fallimento. Ecco, e, e non abbiamo neanche quelli, quindi di tutto diventa ancora, ancora più difficile. Bene, io colgo l'occasione eh, anche per ringraziare eh, gli organizzatori eh, di, questo, di questo convegno: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, la Fondazione Forense Modenese, in particolare il professor Guidotti che mi ha che mi ha voluto coinvolgere e io mi faccio coinvolgere sempre volentieri credo che quest'anno è già la seconda volta mi pare, che vengo qui, che vengo qui a Modena ma, eh, ma eh, da, da, da buon bolognese eh, eh, a me piace venire a Modena ecco, non, eh, devo dire anche che mi dispiace che il Modena non ritorni in Serie A ecco perché è tifoso ma forse ci ritroveremo in Serie B magari <ride> tra, tra qualche anno visto che Bologna non sta andando molto bene io vi ringrazio tutti per questa vostra massiccia parte... Eh? Eh mi dispiace per il dottor Parofi, ma, ma la Venna è una combinata di crude e di cotte da quello che, da quello che mi risulta. E grazie a, voi, a tutti coloro che sono rimasti fino all'ultimo momento e al prossimo appuntamento al quale, ripeto, io verrò sempre molto volentieri. Grazie. meglio la riviera però che non le nebbie ma il Tribunale di Roma ha detto di no perché manca la causa del contratto no? eh, beh, fate grazie per aver resistito Buonasera.